Porco Livio. Ma che cazzo ne facci che? Ma porco Livio. Livio, di ovvio. Colidio. Ma porco Livio, ti chiama Livio questo mostro? Porco Livio sì! Porco Livio! 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 Anche se non si vede perché non si dice. Porco Livio! Porco Livio! Porco Livio! Porco Livio! Porco Livio! Fangulo a Livio. Dimensions has a somewhat looser feel to it. Yeah, it's got an almost improvisational tone. Porco Livio. Cuore
Fangulo Alivio. Non mi spaccare tutto. Godo. Comunque ho un po' paura di Francesco, ha lanciato il microfono. Io vorrei dire sto nervoso oggi. Vabbè, non è una novità. Comunque mi stanno proprio sul cazzo questi. Vorrei dire una cosa, cioè Maggi riesce a fare tardi sul ritardo. Dai, veloce, sto io qua. È una cosa che io non concepisco. Siamo stati un quarto d'ora dopo e arriva in ritardo. Veramente non lo capisco. Non riesco a comprendere questa cosa. Perché? C'è qualcuno che sa spiegarmelo? Vabbè, alla fine come altezza ci stiamo. Devi mettere tre ariannuccettine una sopra l'altra e no, lo fai anche in bianco, spessore. Sì. E ci vediamo un nuovo cappellino. Sì. Bello. Belgo, belgo, vabbè, belgo, sì, belgo. Ci sta, ci sta. Mamma mia, guarda, veramente. Cioè, sono abituato a perdere, a uscire, c'è cioè la Roma. Però questi mi stanno proprio sul cazzo. Non da questi. Perché? Ma allora, a parte che sono due partite che non giocano a pallone e stanno a rischiare di passare turno. Ma poi sono dei pezzi di merda. Spaccano la barcaccia Piazza di Spagna. Vengono anche se non possono entrare allo stadio per menarsi con quell'altro. Sì, sì, no, e poi gli olandesi sono proprio i più spocchiosi antipatici del mondo. Ogni volta devono per forza di proprio. Veramente, degli inglesi. Ma che scherzi! Gli olandesi, guarda, ogni volta che tu incontri un olandese in uno di questi sport così. Stai tranquillo che l'olandese dice la cosa peggiore che tu puoi sentire da una persona. Puzzoni. Vabbè, nel frattempo vediamo un attimo qua e aspettiamo Maggi, che non si sa che fine ha fatto. Voi e come state? Con quel cappello? No, non ho detto che giocano male, ho detto che non si sono mai meritati. Cioè, nel senso. Allora, il gol che ci hanno annullato, secondo me. All'andata ha giocato molto meglio a Roma, ha preso due pali e loro hanno fatto un gol svirgolato da fuori area. Al ritorno avevamo ripreso il palo un'altra volta. Io non ho visto il gol perché stavo in macchina, quindi il loro gol non l'ho visto. Però ci si sono rotti quattro giocatori per infortunio durante la partita. Abbiamo dovuto fare quattro slot di cambi diversi. Mi ricorda la famosa Champions. Lo so. Poi appena cambi difensore per difensore, se rompe l'altro difensore non c'è più difensori da cambiare. Cioè, veramente una maledizione, oh. Mannaggia. Sì, è vero, Maggio all'Olimpico la maglia del Feyenoord e per quello sta a far tardi. Io avevo passato, vabbè, non avevo dubbi in realtà. Comunque, no, non possiamo iniziare perché è un Oscar Edition, che facciamo? Diamo i voti soltanto, cioè, senza Maggi. Diamo i voti senza Maggi.
cioè, bello, a me va bene, per carità. Ma adesso Maggi arriverà e dirà: ma io l'ho fatto apposta. Esatto, ho visto che la Roma ancora non era finita, non sono uscito, perché qui, poi quindi, voi tifosi, cioè, non ha proprio senso. No, ma Riannuccettina, non ci sono linkini, perché oggi è solo non quello. L'ha visto Boris. Perché no, non è una cosa della mia generazione, tipo nessuno dei miei amici conosce Boris. Però per dire, cioè, Boris, secondo me, molto per i giovani è molto più conosciuto Boris di Scrubs. Ma sì, esatto, perché Scrubs è più vecchio. Non sì, so. Scrubs è più vecchio. Tipo nessuno dei miei amici conosce Boris. Non credo l'abbiano proprio mai visto. Ma dove lo davano? Su Sky. Non so. Su Sky mi pare, no? Boh. Su Sky. Sono 97. Mo l'ultimo su Luca Amazon Matteo. Prime, cioè l'ultima stagione l'hanno messa su Amazon Prime, però le prime mi pare su Sky. Perché siete milanesi. Vabbè, forse sì, forse un po' romano. No. No, vabbè, ma Boris è una commedia italiana, cioè nel senso una delle poche cose che perché pure Zero Calcare è romano, però cioè, lo conosci. Sì, tanto. Cioè, non è che perché è romano, anzi. Zero Calcare è romano fracico, cioè sì, sì, vabbè, anche parla Boris in romano, stanno... vabbè, perché è ambientato a Roma, però in realtà tante, ci sono personaggi che non so di Roma, non è che parlano romano, cioè... Sì, quando vuoi, Luca, cioè adesso non so neanche effettivamente, però non gli parliamo di One Piece sono. Per piacere, non mi piace mai One Piece. però sai cos'è, che se in chat non scrivono gol. No, infatti mi sta sul cazzo sta cosa. Oh. Sì, ciao Asso. Ciao Asso. Svenuto. No, potevamo dire altre cose. Se vuoi mi puoi raccontare qualcosa di One Piece, però poco. Is Dark Material l'ho visto su ogni tanto che è su Netflix, mi sa. Guarda, mo stanno trollando. Sì, vabbè, certo. Però non mi ha mai ispirato più di tanto, quindi non l'ho mai guardato. Lo consigliate? è su Sky? No, meglio di no, Andre. Però non ce l'ho Sky. Finisce male non per lui. Visto. Forse nelle pubblicità forse ho visto pubblicità tra le partite, durante le partite, forse. Forse quello. Una partita dell'altra. Sì, a fare le scivolate sotto la TV. Quando ha segnato il Feyenoord, sì, probabilmente. Dai, vediamo se stavate trollando. Stavate trollando, perfetto. Ma ne esce proprio un pezzo di merda. Gol no gol. Gol no gol. No. Sì, vedi, ha segnato Boriello. Era troll. Bei sì. Tempi. Ne esce proprio un... Io... E sei entrato ufficialmente nella classifica degli utenti che mi stanno più sulle Guarda, palle. Guarda, io ero allo stadio, io sono Siamo poche a Capitano. Volte. No, ma ha segnato Boriello, vuol dire che non hanno segnato, cioè, se vai supplementari sicuro. Ha segnato la Lazio, bella questa. Guarda che culo, tiè. Madonna, se poco andava in porta sta palla, sai come godevo? Raga, è uscito un capitolo e piacerà persino a voi. Ma io lo spero. Vabbè, ma... L'ultimo era bello. Sì, l'ultimo è carino. Devastante il 1981. Devastante. C'è proprio esplosione. Bella, proprio. Piu. Sì, ma gol da Reggiano. Finora che sta occupando la Juve? Siamo due. Allora, la Roma ha preso un palo. Grazie, bella Dile! Grazie mille, Dile. Io vi dico grande solo che Dile. Dile e io c'è qualcosa. Che hai fatto? Non ci può dire niente. Vabbè. C'è un impiccio tra Arianna e Dile. Senti, io spiace Livio. Io inizierei senza Maggi. Ma no, come fai? Ho capito. Maggi che cazzo, un quarto d'ora dopo. Senti, è un po' strano. Dai, ma che ha fatto il botto? Di No, perché se usa la scusa dalla partita mi incazzo. Maggi, no, anche perché sennò rimanevo a casa a vedere. Cioè, veramente. Sto arrivando, ha scritto. Sto Maggi. Arrivando. Perché ho beccato un barbone che mi ha aggredito. Era della Roma, sicuro. Poi è arrivata una navicella aliena. Ma secondo me voleva davvero fare in modo di arrivare a partita finita
per evitare di potenzialmente essere nella nostra stanza nel momento in cui stiamo vedendo la partita. Sì, se avesse visto quello che hai fatto sarebbe stato tipo irrequieto per tre giorni. No, io non ci voglio parlare. No. Non passava così, questa volta sono arrivate due ambulanze, quindi... Non pensi sia così... Bah, Paolo, apprezzo la tua speranza. È un tizio, si fa le passeggiate per non ma fidati che questo urla. È nulla, fidati che questo è nulla. Cioè, quando stavamo a Trapani, eravamo tutti insieme, Maggi se n'è andato dal Trapani Comics perché c'era il derby, e pur di non stare con noi, Simone, insomma tutti quanti, se n'è andato, è andato via, non l'abbiamo più visto. Quindi non sottovalutare quello che può fare per non guardare dei tifosi da Roma, guardare una partita da Roma. Ah, amici, vi ricordo che se si fanno 1000 sub si aggiungono 6 ore alla maratona. Brava Ari, giusto. Sì. Giusto. Ci sono anche io a questa maratona. Quindi anche 6 ore di Ari aggiungete. Sì. Non c'è nulla di strano. Al derby, cioè, c'era pure la Lazio, cioè, guardava la partita insieme. Nel senso, non è che anche perché poi, cioè, Simone proprio non tifa. Anzi, ultimamente, secondo me, tifa pure Lazio perché Giorgia tifa Lazio. Se no, gli è mena. A lui tifa, secondo me, quella la squadra che dà più fastidio agli altri. Ah, Simone? Sì, tifa... perché ogni tanto fa finta di tifa Napoli. Sì, o fa cose così. Ammazza, questa non è entrata. Non ammetterà mai di tifare Lazio. No, ma sì, vabbè, ma non tifa. Top 5 scuse che la campera Maggi per ritardo. Scrivo subito. Cioè, guarda. Mamma mia, Nesce. Vorrei fare la vita tua. Nesce è veramente imbarazzato. Però questo meglio significa complimenti a Maggi, che credeva nel recupero. Che cazzo vuoi? Ma siamo in live, Maggi. Siamo in live. C'è presente dove lavori anche tu? C'è presente? Che cosa dicevate posto? Riguardo la pazzia di Maggi? No, Maggi, dovevamo iniziare un quarto d'ora prima. Doveva iniziare, ti stiamo aspettando. Chi aveva ragione? Come? Non vi dovete vedere la partita della Roma. Maggi, siamo in live. Maggi, tu sei uscito di casa. Maggi, siamo in live. E allora cosa mi chiedi? Ma, ma con 20 minuti di ritardo. Ah, non hai capito, non ci siamo. Sì, dovete vedere la partita della Roma, vengo più tardi. Ah, cioè, che fai? Ti fermi in mezzo alla strada? Testa di cazzo! Tu non sei ancora uscito di casa! Doppiarmi per il culo! No, io sto su via la E certo, ti fermi? Cosa fai? Un break al McDonald's? Cosa fai che non vieni? Capito, i supplementari durano mezz'ora. Mi spieghi cosa fai che non vieni se guardiamo la partita da Roma? Ci metto 6 minuti a tornare a casa, che me ci vuole? E poi riesci tra mezz'ora? No, riesco quando è la fine dei supplementari, perché poi metti che vanno ai rigori, il tempo che io sto in macchina, i rigori sono finiti. Ma vabbè, Maggi, ma secondo me possiamo fare la live. Cioè, la partita da Roma sta da una parte, noi facciamo la nostra live. Vai tranquillo, vieni. No, Ciccio, almeno un ben culo di coglione. Se te devi vedere. No, volevo chiedergli la Coca Zero se passava dal McDonald's. Se vuole viene, se non vuole non viene. Cioè, non è... Che dovevo fare? Cioè, che fastidio! Che fastidio! Cioè, ma io posso lavorare così? Voglio il mio premio. Voglio il mio premio perché ho vinto. Non è mai vero. Avevo che sta sulla ragione che io. Cioè, tornerebbe a casa. Avevo ragione io. Tornerebbe a casa. Avevo ragione io. Poi arriva incazzatissimo e fa: oh, c'ho gli attacchi in faccia, bastardo. Ha davvero ritardato per la Roma. Certo. Certo, cioè, ovviamente. Lui ha lo detto, sapevo. Ragazzi, startiamo la Era live ovvio. Un quarto d'ora dopo. Sì. Va bene, scrivono nel gruppo, va bene. Però vuol dire che a un quarto d'ora, se no mi scrivi quando ha finito la Roma. Già aveva più senso, e tu mi avessi detto quando finisce la Roma iniziamo la live, avrei accettato. Ma sei tu che mi hai detto un quarto d'ora.
Davide dice: Livio, segnati questa cosa per la top follia di maggio. Sì, sì, sì. Beh, tipo dopo le follie dell'imperatore comunque. Facciamo le follie di maggio. Comunque nuovo, è nella norma. Nuovo film. Cioè, ha scritto, no, lo leggo. Lo leggo. Poi Maggi, se vuoi denunciarmi per corrispondenza privata, va benissimo. Fa il messaggio prima: sto arrivando. Poi adesso ha mandato: vedetevi la partita della Roma in live che vi fa content. Vengo quando finisce. Puoi scrivergli se passa a Madonna mi prende Ma non possiamo iniziare. Grazie, Bizius. Grazie. Non possiamo iniziare. Magari finisce a mezzanotte. Può facciamo finire i top 5. Facciamo i top 5. Aspetta. Top 5 d'anno. Ma perché non si può ma perché non possiamo fare? Aspetta un attimo, è perché importante. Maggi ha paura. Ho capito, ma so giorni che stai perché Maggi ha paura che a un certo punto della live, qualora segnasse la Roma, sì, vabbè, c'è capito. Il tipo la chat ho fa capito. Gol della Roma, così, e lui si ritrova in una situazione in cui c'è la Roma e ha segnato la Roma, la chat scrive che ha segnato la Roma, ho noi capito. Esultiamo perché ha segnato, non è possibile. Ho capito, però è lavoro, cioè nel sono senso, d'accordo. No, cioè, no. Non sono d'accordo. Va bene. Facciamo le top 5. Nel mentre non, no, mi, ricordo, non mi ricordo questa chi settimana abbiamo iniziato tardi un botto di live. Hai ragione. Però nel mentre l'ultimo che si è abbonato non mi ricordo come ti lunedì chiami. Abbiamo iniziato tardi. Dici che top vuoi? Mercoledì abbiamo iniziato tardi. Insegno. Oggi iniziamo tardi. Vabbè, ma no, oggi sono oggi tre sere su quattro che iniziamo tardi. Oggi mi inizi... No, ma Nico è un influente e non vede partire perché voi sapete questa cosa. Quindi voi, se segna a Roma, scrivete che è segnato a Roma, ok? E noi ovviamente saremo felici se segna a Roma. E Maggi questa cosa non la può sopportare. Vedere la nostra felicità per un gol della Roma è una cosa inaccettabile per lui. Comunque io non ci credo mai che era uscito di casa. Cioè, se lui è uscito di casa ed è tornato indietro... Ma tu sei sicuro che a un certo punto riappare la partita della Roma? Non so sicuro di questa cosa, sai? Te posso credo dire? Credo che questo sia... Riorganizzerei la situazione, perché secondo me l'ha un po' sfasato sta cosa che dei bello, supplementari. Però, guarda, il libro del cibo di Minecraft. Bello il libro del cibo di Minecraft. Bellissimo. Non ci puoi credere. 10 minuti fa un'altra persona come te, Fabri, ha detto la stessa cosa sul precedente, la mia precedente affermazione. E poi si è avverata quell'affermazione. No, okay, no, Maggi lo fa davvero. Ti giuro. Cioè, ti faccio notare che lui sta per strada venendo qua, ha rigirato la macchina e è tornato indietro per poi ritornare qui tra mezz'ora. E poi la chat no, ma lì Maggi grande. Senza portarmi la Coca Zero. Vabbè, comunque basta parlare di Maggi. Facciamo la top. Genio, è tornato indietro. Grande, ti Maggi. Vada a cagare. No, non è una gimmick, raga. No. Lui soffre davvero. Cioè, è proprio una cosa. È tipo Livio che non mangia le verdure. Cioè, c'ha un trauma. Top 5 salumi. Questa mi sa che l'ho già fatta. Io ho top 5 anime, personaggi anime che giocherebbero a D&D. Bella. Vai. Bella, no, top 5 motivi per cui Maggi non capisce nulla. Ah, questa l'hai presa apposta. No. Questa l'hai presa apposta. Certo, non è totalmente inerente, ma mi accontento. Questa tra l'altro chi l'ha scritta? Perché non l'ha scritta nessuno di noi questa. È la mia grafia. Ah, la scritta Arianna. Hai visto? È proprio amore. Lupiano. Penso che Maggi si nasconda per una settimana, ma... Sì, non... Magari, però la vedo molto difficile. È fattibile, però... È il destino, Zemak. Cioè, oggi è una live bellissima. Una live bellissima. È vero, sono carico per la live di oggi. Io, è una live molto bella. Una live che si aspettava da un sacco di tempo. Ha dei rovina a Maggi. No, la rovina a Roma che vai supplementari. No, la rovina a Maggi. Perché si poteva. Neanche c'era il doppio schermo. Perché poi si vede qua e basta. Quindi là poteva starci la partita e qua facevamo le nostre cazzate. Non lo so, Francesco. Non lo so. Ma era iniziata? Sì, è iniziata mo'. Da mo? Sì, da 6 minuti. Allora, vabbè, sei tanti, qua va un no, po' no, in ritegli. 6 minuti sono tanti. Sì, quello sì, però...
so che dirti, non c'è. Non so bene. Qua proprio svalvola. Sì, cioè, capito? Mario. Qua c'è. Cazzare sta cosa. Che cosa, Maggi? No, pure, cioè, a me. Se mi devo parlare la partita, ma la vedo a casa. Parte, no, che, infatti, parte che è quella la cosa. Comunque, cioè, su TV, senso... ce l'hai, cioè, hai la possibilità di arrivare alla TV vera? Ah, ma certo. È su TV8. E dimmelo prima. Livio? Ma dimmelo prima, ma io che cazzo ne so. E allora è facile, eccoci. Eccoci. 2-1. Vaffanculo. Gol di Totti, bravo. Mamma mia, ne esce. Doppio palo. L'unica cosa che non deve succedere è arrivare ai rigori, perché regà, non segniamo un rigore dal 15-18. Doppio Perry. Che è successo qui? No, abbiamo preso. Non ci credo, abbiamo preso la traversa. No, beh, è incredibile, regà. È incredibile, no, è palo. Incredibile, regà. La Roma ha preso 30 pali in stagione. 30 pali in stagione. 30 pali. Ma 30 pali. Le opzioni sono due, o una Macumba, oppure siamo la, giocano la troppo squadra, tipo a paletto. Siamo la squadra che ha preso più pali al mondo. No, no, ma secondo me loro si allenano facendo tipo la crossbar challenge, capito? Quindi sono abituati. Allora, io qui Maggi non capisce niente. Cioè, sono talmente tante le cose. Ho scritto io. La Coca Zero. Beh, guarda, Fesh, veramente sei stato anche tu traviato da una persona che. Oh. Vi controlla da lontano. Hai capito? Madonna, che fastidio! Cioè, probabilmente se Maggi vi uccidesse la famiglia direste è un grande, veramente un grande. L'ha fatto perché doveva. Cioè, sono l'ha fatto per farti sbocciare. Sì, sì, Eri troppo compresso. L'ha fatto per nel me. Nel tuo nido. È come cosa, come... Vabbè, no, niente spoiler. Io ho finito. Vai. Io avevo la top 5 salumi e ho messo al numero 5 la bresaola, perché è buona, è sana, è fresca, è estiva. Poi al numero 4 il cotto, perché è buono, però già l'idea che so che tipo quando sarò incinta potrò mangiare solo quello me lo fa abbassare un po'. Interessante. Perché è un po' triste. Poi al numero 3 ho fatto tipo il salmone affumicato, perché tu lo servi come affettato. Oh! E bello! E dai! Madonna, sì! Godo! Mamma mia, che soddisfazione! Oh, quanto voglio vincere contro sta gente! Maggi, che ti stai perdendo! Dai, Maggi, stai perdendo, bellissimo. Dai, Roma, dai, yahoo! Oh, non famo cazzate, mo, eh? Ecco. Non famo cazzate, eh? Eh? Cioè, poco romanistimo, eh? No, buh. E poi al numero 2 il crudo. Crudo buono. Con melone, così no, buono. No, mi sono perso il 3. Ah, il salmone affumicato. Perché viene servito come anche quello come affettato, tipo... Ok. E l'ho messo dentro, ero un po' indeciso, però ho detto, ma sì, dai, ci sta. E poi al numero 1 la mocetta. La mocetta. Sì, che è un affettato che mangio spessissimo quando vado in Valle d'Aosta e ricorda un po' la bresaola, ma è leggermente più spessa, un pochino più salatina. È buonissima. Un giorno magari se vado su e scendo poi da Roma ve la porto, quella dai, è buonissimissimissima. Livio la faccio portare sempre quando i miei vanno in montagna. No, non so, non ho mai mangiata. Molto molto buona. Allora. Non mi piace la mortadella, è troppo, mi rimane troppo in bocca il grasso così. Io sono di quelle persone che tipo leva il grasso dal cotto, dal crudo, infatti lo do sempre a Livio. Nemmeno il salame mi piace, tipo.
lezione accurata. Ah, ti sei perso le prime tre posizioni? Ho detto il salmone affumicato, il crudo e al numero uno la moccetta. Moccetta, potete cercarlo su qua. La faccio vedere a Francesco. Così fatto, mi manca soltanto una frase per concludere. Che ricorda un po' la Bretaola. Sì, è molto buona. Mio padre sta a spaccare. Allora, top 5 motivi per cui Maggi non capisce niente. Bello. Oh, allora, numero 5. Partiamo dalle cose semplici, ok? Partiamo dalle cose semplici. E anche cose che potete tranquillamente capire anche voi. Giudica un prodotto solo in base ai buchi di trama. Questo è Ok, no. Questo è palese di una persona che non capisce un cazzo. Perché, cioè, se c'è un buchetto di trama, non puoi abbassare i tre voti quell'opera. Che cazzo fai? Dai, sei a Matrix perché agli altri di più, a quelli dopo, perché non c'è il buco di trama. Ma che cazzo fai, imbecille? Infatti, per fatte da un buon voto da Maggi, devi mettere tipo una ferma. Un slice of life. No, ma proprio un'immagine. Scusa, se tu fai una cosa, il film russo, il tizio dorme 8 ore. Immagine bianca con un pallino che si muove. Esatto. Zero buchi di trama. Perfetto. Sceneggiatura esageratamente adeguata. Allora, questa, anzi no, unisco questa qua, facciamola. Si fa dei problemi che non esistono, se li autocrea da solo e poi si lamenta di essi. Cioè, ma che cazzo fai? Cioè, tu pensi a un problema che non esiste, ok, te lo crei tu da solo e poi ti lamenti del problema che tu stesso hai creato pensando che esistesse quel problema. C'è anche uno step successivo a volte. Tu risolvi il problema che non esiste e lui ti dice che non c'è bisogno che tu glielo risolvi. Ah, sì, vabbè, è quello della macchina. Bene. Poi. Luca dice quello che fanno quelli di destra. Ok, sì, dice con la teoria degli immigrati. Ci sta. Beh, Luca Matteo ogni tanto dice cose che sembrano meno sceme di quello che ti aspetti. Povero Luca Matteo. Allora, poi. Numero 3. Si fissa sulle cose inutili solo per rompere il cazzo. Esempio. Stiamo parlando di una storia, insomma, così. Oh, fammi vedere se scarza. Voglio vedere se scarza. Ma che cazzo ti frega? Non è il cioè, lui ha sentito... Questo sì, però, errore di superficialità tuo, perché che hai esordito con lei, fa sempre scalza. Vabbè, quello però era proprio il primo video. No, non gliela tiri... No, lo scavetto non sanno più che cos'è. Non sanno più che cos'è lo scavetto. Vabbè. Cioè, lui si inizia un argomento. Lui capta la prima cosa che suscita la sua curiosità, tipo i bambini, e non la molla più. Scusa, mi sono persa. Perché dici che ha un interesse per i bambini, Maggi? No, non ho detto questo. Ho detto come i bambini. Ah, okay. Cioè lui si fissa all'inizio della discussione su qualcosa che decide lui, quello che desta il suo interesse, capito? Tipo il bambino magari vede un fiore, un insetto, no? Sì, una cosa così, e si fissa su quella. Finisce tutto, cioè tutto il resto è erased. Solo quello. Farfalla. Cioè se lui vede in un film, che ne so, una farfalla, farfalla. Dicono, oh, cioè questa farfalla è incredibile. Lui per tutto il film guarderà quella farfalla. Compare a... Perché ha 53 minuti a farfalla.
Numero 2, questo è semplice ma efficace. È ottuso. È ottuso, non cambierà mai idea. Ragazzi, se la cambia, attenzione, se cambia idea, perché l'hai cambiata anche tu? Perché non c'è più la farfalla? Per mantenere l'equilibrio. Esatto. Cioè, lui cambierà soltanto nel momento in cui anche tu cambierai. E non sempre, non sempre. Però l'unico modo in cui può succedere è che anche tu cambi idea. Vabbè, al primo posto. Questa l'ho messa proprio ambigua, ma effettivamente ha senso. È pazzo per la Roma. È vero, cioè di fatto è pazzo per la Roma. Di fatto lui è come se fosse un tifoso della Roma, perché è la Roma che scandisce la sua vita. Vedi, oggi ha modificato la sua serata per la Roma. Pazzo per la Roma, pazzo per la Roma. Cioè è uguale essere un tifoso della Roma. Però è vero, è la stessa cosa. Cioè, noi siamo pazzi per lui. Grazie per il complimento. Pazzito. Se volete potete mandarmi un sacco di parigine, perché quelle altre le ho bucate. Mi piacciono le parigine. Dai, alzo, più la Roma che lo fa diventare pazzo, ma se ci pensi per i tifosi è uguale, no? Cioè, i tifosi, quelli proprio super incalliti, sono pazzi. Cioè, la Roma li fa diventare pazzi. E magia è la stessa, cioè, è l'altro lato della stessa medaglia. È vero. Livio, ti sei dimenticato un punto importante. Questo è politically correct. Ma quello ricade nel punto che si fissa sulle cose. Cioè, se noi avessimo detto Maggi hai ragione, sarebbe finita lì. Sarebbe finita lì. Il problema è che noi abbiamo detto no, su sta cosa è una stronzata. Da lì finita. Cioè, da lì, da qua a mesi, porterà tutte le cose che riguardano questo argomento. Guarda, Folce, ti dico, mio malgrado, penso di essere meno tifoso io di quanto è antitifoso lui. Cioè, la soffre molto. Cioè, io sto qua, lui no. Cioè, io potevo stare a casa a vedere la partita, io sto qua. No, no. Maggi no. Cioè, lo penso anch'io. È molto più estremo di me lui. Sì. Allora, top 5 personaggi anime che giocherebbero a D&D. Interessante, perché secondo me si potrebbero discutere su tanti personaggi, cioè si potrebbe quasi fare un questo ci giocherebbe, questo non ci giocherebbe, questo giocherebbe bene, eccetera eccetera. E allora, al quinto posto ci ho messo Earphone Jack. Ho voluto cercare una ragazza che potrebbe giocare a D&D, e secondo me è Earphone Jack. Io l'avevo intesa come personaggi che potrebbero entrare nel mondo di D&D. Che giocherebbero a D&D. Sì, anche è vero, mi dà un po' l'idea di essere un po' nerd. Un po' nerdina, poi un po' metal, di solito sì, D&D metal vanno in comune, quindi secondo me ci sta. Al quarto posto, Shikamaru il giocatore classico di D&D. Cioè, è il tizio brillante ma svogliato, un po' pigro, che preferisce andare di cervello che di gambe, che c'ha il suo gruppetto d'amici con cui si vedono sempre nello stesso posto alla stessa ora, fa la stessa cosa perché non gli va de vedere il resto del mondo, perché tanto fa tutto schifo. E se la cillano, tra l'altro sa tutte le regole a memoria, sa fare qualsiasi cosa perché è un genio. E funziona bene. Al terzo posto, Aesop. Raga, Aesop sarebbe un giocatore D&D incredibile, perché lui, cioè, saper mentire e saper diciamo fare l'attore è un'arma in più su D&D, perché devi interpretare qualcosa che non sei. E Aesop è fortissimo, raga. Cioè, Aesop mente come se niente fosse. Cioè, un personaggio fatto da Aesop sarebbe quasi meno personaggio di Aesop stesso. Al secondo posto ci ho messo Shiro, che è il protagonista di Log Horizon. E vabbè, palesemente lui gioca a D&D, cioè nel senso, gioca a World of Warcraft lui. Però diciamo che la rappresentazione videoludica
di D&D. E lui pure è il classico di D&D che si studia tutte le build, fa tutte le cose sgravate, power player, incredibile, molto Stefano Sciro, eh. Ma al primo posto, il giocatore per eccellenza, sua maestà, Heinz Olgone, ha creato un dungeon, fa il master nella vita vera, Heinz Olgone. Eh? Voi ci giocate con le carte, lui ci gioca nella vita vera. Oh, 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 dai, dai, facciamolo. Sì. Oh, dai, passala. Ma non è possibile. Oh! Yeah! Oh, ma oh, ma riga, ma belle. Cosa? Che è successo? Comunque non ho capito perché non l'ha passata, cosa c'ha di fianco a portare. Ah, beh, ma incredibile, Abram non riesce, cioè, è veramente stunnato. Ma... beh, non no, mi pare, oddio, oddio, però qua tacchetto, qua tacchetto gol. Molto, ma no, ma è giusto. No, c'erano due. Ho capito, però la passa via così. Miriam mi ha spiegato, c'erano due personaggi dell'altro colore prima di lui, quindi in teoria non può essere fuori gioco. Uno sì, l'altro era è convalidato, mi sa. Boh, non so, sta esultando, non so se è pazzo. Che cosa che fa? Ma sei sentivo frizzato. Sì, ma aspetta, no. Aspetta, no, cioè, no, lui si mette davanti. Ma lui esulta prima, non lo sa se è vero o no, anche perché, perché è secondo di me millimetri. Dispettisci l'arbitro. Sì, no, ma poi è questione di millimetri, cioè. Cioè, raga, questo è impossibile da capire così. Cioè, devi mettere una linea col computer e devi ma capire. La gamba alzata conta, giusto? Qualsiasi allora, pezzo del allora corpo sembra non essere. Qualsiasi pezzo del corpo che può fare gol. C'erano dopo pazzi dell'altro colore. Se non glielo dà, bara. Sono d'accordo. Questo me l'ha spiegato Miriam l'altro giorno. Brava Miriam. Sì. Cioè che ti ha spiegato Miriam, scusa. È gol! Te l'ho detto, c'erano dopo gol, signori! Abram come Delli Mello. C'ha la sfera di cristallo, dammi Abram, signori. O comunque è incredibile, cioè Abram prevede le decisioni del VAR sui fuori giochi. Secondo me era tipo così. Vabbè, tipo, io scrivo a Maggi d'uscita, dai, su, la partita è finita. Mo non rompesse il cazzo e venisse che dobbiamo fare la live. Vabbè, sì, che cazzo. No, 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 non volevo dire che fosse nero, perché quelli della Roma sono rossi, gli altri sono azzurri. Quindi quelli dell'altro colore sono azzurri. Sono azzurri. Giurli. Comunque ci sono stati... Senza di Baro, ma è finita. Sì, sì, abbastanza d'accordo. Maggi non ci cascare. Ma no, ma guarda che è uguale, cioè, secondo me non viene uguale. Cioè, no, viene. La sua cosa no, è se allora, risegna la Roma. No, 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 no. Allora, lui ci mette un quarto d'ora a venire da casa sua. Ok, quindi se arriva se parte adesso, arriva comunque dopo la fine della partita. Ha detto che mi porta la Coca Zero, non può non venire. Quindi, anzi, cioè, se fosse già qua sarebbe meglio, però anche staccheremmo tutto e faremo la cosa. Però comunque sia, cioè, deve uscire. Di che parla? Sta sotto, ma può essere che sta qua sotto. Esatto, c'è una Coca Zero che va portata in salvo. Ma guarda, ma magari esce, non fa in tempo prima che finisce la partita e si ritrova tutto intasato perché i giocatori della Roma escono e suonano il clacson. E se fosse uscito prima non questo li avrebbe trovati. Molto bello. Mamma mia, guarda. È vero, più tardi esce più è probabile che si trovi in mezzo ai tifosi a Roma che esultano. Sì. E questo un po' mi rincuora. Un millimetro, eh. No, sì, sì, è preciso. No, però povero Livio ha lavorato fino a 5 minuti prima della live per fare tutto, per sistemare tutto. Sì, ma cioè mi non mi ha neanche dato attenzioni oggi perché dovevo lavorare. Sono molto arrabbiato. Ma sì, capito, vabbè, questo è fuori gioco. Non ha fatto le cose con la rinuccettina. Molto male. Molto male. Molto, molto male. Capito? Il vero lavoratore. Ma sentite una cosa invece, mentre aspettiamo, One Punch e Dragon Ball escono domani? Cioè, sono già usciti in italiano o escono entro domani in italiano? Bravi, fate spam perché, di team Libio. Perché a seconda se escono o meno... Sì, team Libio.
OPM può essere, ma non si sa, non credo lo sapremo fino a domani. Vabbè. Cioè, se vuoi possiamo fare, se esce One Punch, il pomeriggio portiamo One Punch. Eh no, è quello dicevo, e spostiamo a lunedì prossimo la live di, eh sì, di domani. Facciamo così. Oh, però se esce, cioè, se non esce, che esce, ovviamente se esce. Tutto che esce. Luca chiede se leggete One Piece domani pomeriggio. Domani sera. Domani sera. C'è anche l'open Discord. E facciamo l'open Discord, esatto, quindi se vuoi, esatto, entrare a prendere cazzi, puoi entrare. C'è Melte, sì, che mi vuole insultare su Super Mario da una settimana, quindi. Sì, sì, vieni, guarda, Luca, io direi di prendere Ocelot come terzo. Sai chi lo vedo bene? Il Pippega. Il Pippega ha fatto una grande live contro Maggio. Ha fatto veramente una grande molto, live. Sì, sì, molto interessante. Ora ne ho visto un pezzettino. Secondo me è per ora live dell'anno. Secondo me il Judgment Day su Blue Lock. Devo dire, cioè, ho riso veramente tantissimo. Meglio delle... ma domani sera. Domani sera. Ma sì, sì, venite. Domani sera potete dire quello che volete su quello che volete. Sì. È il vostro momento. Però per piacere non entrate a dire no perché voi siete belli, fiorellini, oppure vabbè, entrate... Perché un po' di... Vabbè, no, però tutti a dire siete qualcuno belli, qualcuno che dice qualcosa di positivo ogni tanto. Vabbè, serve, dicono sempre le cose morale, positive. Melt è arrabbiatissimo, va bene. Arrabbiatissimo. Dove appunto il maestro ha vinto. Dimmi che sei tu quello che ha scritto quel commento. Vedi, Livio è un bel girasole, questo va bene. Anche Francesco bel girasole. Ma sì, cioè, è stata divertente quella live, cioè. Sì, ma io ero d'accordo con Maggi in realtà, però ovviamente fomento Pippo contro Maggi, cioè. Poi sì, cioè se dobbiamo valutare la cosa del il fatto del fuorigioco è una cosa importante. Oh. No. Sti cazzi. No, guarda, io in realtà ho trovato una mezza soluzione a questa problematica, però non tendo a non dirla perché non voglio rompere questa situazione di lite. Mi piace. Anche se tanto il maestro mi disinteresserebbe totalmente dalla mia idea, quindi voto all'anime di Blue Lock. Voto all'anime l'anime non è brutto, un 7-7.5, sì, ci sta, cioè fomenta, le puntate passano molto veloci. E di che si parla? Vanix, la puttana, c'è il titolo e non abbiamo iniziato perché Scraps non è arrivato il terzo stronzo Boris. Tra l'altro sono tutte e due da 5 lettere. Sei no, lettere, Scraps. Però finiscono in S tutte e due. Sì, finiscono in S tutte e due. Livio, tu hai seguito i Digimon? Se sì, hai visto l'ultimo film? Molto bello, te lo consiglio se interessa. Non ho visto. No, purtroppo film. Non ho visto. Rigore? No, non credo. Cioè, non credo. Ha preso prima il sedere. Ciao, gli ha detto ciao. 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 Non sai cosa significa Scraps e Boris. Come non sai? Sono due serie TV. No, sì, ma ogni tanto mi stupite, veramente. Pazza, incredibile. Ma quanto godo che rosichi. Quanto non mi stai simpatico tu. Ma proprio non mi stai simpatico. Non mi stai simpatico tu. Sono contento che tu non sia contento. Molto contento. Proprio non mi stanno simpatici questi. Allora, io a questo punto faccio una piccola premessa intanto che aspettiamo l'altro per il versus di oggi. Dico questa cosa, io sono molto, 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 molto fanboy di Scraps. Cercherò di essere obiettivo, ma ragazzi è difficile, cioè io la reputo veramente la sitcom migliore di tutti i tempi. Ma quindi, anche perché nel senso è ispirato palesemente a Livio, cioè nel senso, beh, JD è Livio. JD che si, cioè, perde nei pensieri, non hanno scritturato Livio solo perché non sa parlare inglese. Ma proprio anche lui c'ha un po' più i labbroni, però mi e somiglia un azzurri. Po'. Sì. Vabbè, lui è più carino, abbiamo... E devo dire che diciamo che Maggi un po' Cox. Sì. Gli piacerebbe, cioè, no, gli piacerebbe. Ah, aspetta, hanno la stessa gimmick. No, secondo me ha la vibe tra Cox e l'inserviente.
Perché fai dispetti con quegli instrumenti, tipo non viene. Fai dispetti. No, però secondo me è più. Cioè, un pochettino sì, però è quella gimmick da non ti darò mai la soddisfazione. Ma fai schifo. Ma quando ho detto che fai schifo? No, nessuno l'ha detto. Ho detto sì, no. Mi hai stupito. Guarda, cioè, tipo, non ti preoccupare. Nel senso non che. Allora, il concetto era questo. Cioè, la tua risposta cioè, mentre per me non aveva senso quella cosa che avevi detto, ha acquisito senso e mi ha stupito questa cosa che ha acquisito senso quello che hai detto, capito? Io tipo non avevo mai visto Boris, quindi tipo... No, tranquillo. Però non sapere proprio cos'è, cioè, potrebbe essere un dinosauro come una serie, come un... Beh, cioè, un po' capito? Tipo Smaug alla fine, se ci pensi. Vabbè. Però lo capisci che è un nome di un personaggio. Vabbè, magari anche lui dice, sì, ho capito, e ma... E magari lui l'ha capito quello, ma pensava fosse, che ne so, un film... Tra l'altro Boris è un nome di persona, quindi potrebbe, esatto, anche pensare che sono due tizi di qualche manga, anime. Qual è la sitcom migliore? Ah no, non lo so che è scritto. Qual è la sitcom migliore? È evidente, qual è la sitcom migliore? Ti dà un contesto. Quello è vero. Ah, non Miri è arrivato fino a quale la sitcom migliore. Miri, hai detto che sei arrivata prima. Ho detto che mi hai insegnato cos'è il fuorigioco. Infatti prima ho detto quello non è fuorigioco, perché ci sono due omini dell'altra squadra. Ho detto, mi hai insegnato, Miri. Già hai imparato. Sì, visto che brava. Oh, potential red card. No, comunque no, su quello effettivamente col dottor Cox ci prende Maggi, perché in realtà mi vuole bene, ma non vuole esternare, sì, sì, i suoi sentimenti. Però Maggi terrebbe la gimmick anche dopo. Cioè, Cox che quando lui se ne va dice... Sì, cioè, in realtà cioè, non sapeva che era alle spalle, capito? Che cos'è? Ma dai, su, ma che gli dai? Dai, vabbè, posso dire, però, allora, ma secondo me questo... Gli voglio dare rosso, sì. Posso dire che se dai rosso a questo, però il fatto che tu non l'abbia dato a quello di prima è strano. Cioè, prima... Un tizio del Feyenoord ha fatto la stessa entrata su Cristante e gli ha dato il giallo. E adesso invece gli ha dato il rosso, perché la partita è finita. Mm-hmm. Cioè, vaffanculo. Cioè, ah, e poi, raga, non ha dato il secondo giallo a uno che ha fatto proprio una stronzata del Feyenoord. Era giallo netto e ha fatto finta niente, perché ha detto questo no, dove spelle che è un coglione. Mm-mm. Però beh, è andato tutto bene. Viene qua a casa? Rossi, è quello del Feyenoord. Sì, sì, è quello del Feyenoord. Ma guarda l'intervento che ha fatto, non mi ricordo come si chiama, quello loro ricciolino su Cristante. È uguale. E gli ha dato il giallo. Bravo, Asso. E chi ha detto Frabip? Ha detto Melia, ma la Came House è stata disinfettata e lavata. Martedì rischio contaminazione. Ah, no. Non c'è niente di disinfettato qui. Ma perché... Eh? No, effettivamente la domanda di Arianna ha senso, perché martedì viene qui, no? Ma chi? Rabbit. Detto martedì rischio contaminazione. Ma vieni qua, Rabbit. No, non che mi risulti, però se vuole venire. Vuoi caffè? Non so. Cioè, mamma mia, io sento proprio che sto... Se mi fanno giocare, sto, sì, aspettando un imbecille, capito? Cioè, io mi devo... Che sì, davvero, cioè... Stiamo perdendo tempo. Sì, adesso siamo veramente... cioè, sono 10 minuti che perdiamo tempo. Sì, ma pure... Melt perché chiede se lunedì posso giocare a Fantateam. Però l'ha chiesto Melt. Va bene. Sì! Aspetta, no, dipende che Fantateam facciamo. Perché se quell'altro... infatti, no, dipende te. Perché se tu fai il Fantateam... No, quello... a me va bene. Sì, okay. Perché è quello prima della maratona, se no non facciamo più. Lo facciamo troppo in là. E magari, vabbè, vediamo quando metterlo durante la settimana. Se no, scusami, fai quello che... Facciamo la settimana quell'altro dopo quello con Dexter. Tu partecipi a quello da maratona? Sì. Facciamo la settimana dopo quello con Dexter. No, ma scusa, fate quello con Dexter lunedì. Lo facciamo in maratona, Matt, non ti preoccupare. No, comunque no, lei partecipa a quello della maratona. Vabbè, tanto sì, siamo 8, lo vogliamo fare a 8, sì, quindi sì. È solo che abbiamo già sentito una persona per fare teoricamente il prossimo. Sì, però, cioè, nel senso, allora glielo devi dire, perché sì. Cioè, non è dobbiamo che è una decidere cosa... il giorno, dobbiamo decidere. Allora, la Brendina chiede quando inizia la maratona. 5 maggio
Direi verso le 16. Adesso poi l'ora precisa non so, però 5 maggio di pomeriggio. E tra l'altro il 7 maggio, se arriviamo al 7 maggio la sera, dai, cominciamo a dire qualcosa che facciamo. Abbiamo un, oddio, lo posso già dire. Non lo so se lo posso già dire. Non lo so. No, allora, domenica sera c'è un'altra cosa. Una cosa che è stata organizzata con anche altri canali, che avverrà contemporanea. È estendibile. Brother. E c'è, diciamo, vabbè. No, non lo posso ancora dire perché non hanno ancora annunciato. No. Chi partecipa, quindi, però domenica sera c'è già una cosa ufficializzata. Infatti speriamo di arrivarci, perché altrimenti poi lo facciamo offline, cioè nel senso non lo so, cioè diventa un problema se non arriviamo a domenica sera. Dai raga, godo tantissimo di aver buttato fuori sti palloni gonfiati del Feyenoord. Che bello, così siamo passati tutti. Abbiamo segnato 3 gol. 4. La Roma che segna 4. Di cui 2 nei tempi supplementari. Ma da quanto tempo è che non succedeva che segnavamo più di 2 gol? Poi c'è da schedulare la partita a scacchi tra Luca Matteo e Livio. Ah, sì, sì. Stiamo cercando di organizzare il famoso format con gli ospiti, che è quello dei giochi. Vediamo se ci si riesce stavolta. E c'è il Mega Fanta Team. Ah, e poi sto pensando a un nuovo format. Ho avuto un'illuminazione oggi, mi sa. Sì, accendi. No, non te l'ho detto. E non è quello che mi hai detto prima. Non lo so che ti ho detto, però no, non è quello che ti ho detto. Quello che volevi fare da solo. Ah, no, quello. Ah, in maratona. Cioè, rendetevi conto che lui mi dice le cose. Lui mi dice le cose e si dimentica. Ah, in maratona ci sarà un momento in cui starò da solo. Ok? Quello sarà il momento che chiamerò, ancora il titolo in elaborazione. Ok? Però è tipo: debanchiamo le stronzate di Meliador o qualcosa del genere. Hai capito? Prima a cena oppure Meliador merda, no, insomma, qualche titolo così. Bello, bello, mi qualche piace. Qualche titolo così. Mi piace la sua... Da solo. Mi ricorda un po', ne so, un ratto, no? Sì, perché poi te lo fa di nascosto. Un animale codardo, sì, che attende il favore delle tenebre. Da solo faremo un'attenta analisi insieme con il debancamento delle cagate, dice Francesco. Va bene, sono curioso. Magi! Ma incredibile, è entrato appena è finita la partita, ma un caso sarà? Sarà un caso? Sarà un caso? Lo sai benissimo che è finita la partita, perché sei entrato appena è finita la partita. Stavano al 92. Al 92esimo. Al 92esimo la partita durava 120 minuti. Ma Maggi, ma la partita è finita 15 minuti fa. 4-1. Yeah! Siamo in chat. Porco Maggi in chat. Fanno 2 gol al 90esimo. Sì. Meliador al microscopio, mi piace. Meliador al microscopio. Mi piace. Sarà il momento pettegole. Sarà il momento pettegole. Saremo noi da soli in maratona che sparliamo degli altri 2. Ok. Brava. No. Dissociati. Sarà il momento migliore della maratona quello. Sì. Fidati. Ho in mente cose incredibili. Pochi d'artificio. Pam, pam, pam. E non ti piace quando stiamo insieme? Che cosa c'entra? Tu puoi rimanere a sentire cattiverie che ho da dire su loro 2. E allora, cazzi tuoi.
Senti, qua ci abbiamo dai che già immagino. Dai, ti prego. Dai, che già immagino. Buonasera, no, non si è fatto vedere già, Maro, che schifo. Sì, perché secondo te vengo con la Roma in sottofondo. No, guarda, Maggi. No, questa stronzata. No. Lo so che mi hai ascoltato. No. Lo so che mi hai ascoltato. No, e io, se vuoi te lo ripeto. Io ho messo in live perché ho detto, ma è possibile se stanno a della Roma? Tu hai scritto. Maria, per favore. Ah, tu hai scritto. Iniziamo un quarto d'ora dopo. Beh, che, ma è implicito, no, che se la partita non finisce. No, non è implicito, Maggi. No, anche perché io ho scritto, non è implicito. Anche perché io sul gruppo ho scritto come si chiama? Vai a controllare, ho proprio scritto rinviata e non ho messo una data perché ho detto metti che vanno ai supplementari, non scrivo 22:45. Questo l'hai deciso tu da, Maggi, solo, però. Che cazzo mi frega? A me è scritto io parti 22:45 e io sono uscito di casa mentre c'era la partita, no, quindi non me la so vista. Vabbè, io per non veni qua. Io la partita con te qua non me la vedo. Siccome e perché non lo dici? Siccome questa cosa l'avete già fatta l'anno scorso con Roma Leicester, che io me la sono dovuta vedere per i cazzi vostri con lui che esultava, io non mi vinculo di e perché non l'hai detto? Ma non è implicito che se c'è la partita, no, vedi se la tu partita mi dici un quarto, no, d'ora dopo, anche no, perché io sono venuto qua a volte con te, c'avevi la Lazio nel cellulare, non è che ho fatto, no, problemi. No, io non la, io la levo quando c'è live, vi la partita, a me della partita a me frega niente, io più la levo, sì, vabbè, quando parte live, questa è una tua idea, perché io non è che ti sono venuto a dire, oh, ma c'è, no, 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 te ti sei messo l'altra volta lì a vedere Roma Leicester come te c'avevi la partita, no, io l'ho levata. Sì, ma no, io l'ho levata. Sì, ma senza che nessuno ti abbia chiesto di farlo. Eh no, io non mi voglio vedere la partita da Roma con te che esurti. Chi ti si incula? Vabbè, infatti, avevo ragione. Mi stai sul cazzo in quanto tifoso da Roma. Ma tanto anche quando, anche se non c'è la partita lì, se in chat scrivono tutti gol da Roma, esulto uguale. No, no, però tu te la vedi la partita. No, ma anche se la levo e l'esultanza arriva uguale se segna la Roma, perché la chat ce lo dice. No, vabbè, ma lì, quindi, cioè, io non voglio vedere la partita. Quindi tu non vuoi essere in live. Quando se nel mondo c'è la Roma. No, io non voglio vedere la partita da Roma. Cioè, anzi, è meglio per voi, perché così fate il content con la partita da Roma. Quale content? Stavo a parlare di una cosa completamente diversa. Siamo messi a fare top 5. Sì, vabbè, questo è perché volevate avere ragione a prescindere. No, perché guarda, se la metto da partita a Roma, ma la vedo a casa. Guarda, allora, io lo accetto. Questo problema si ovviava semplicemente scrivendo iniziamo quando finisce la Roma. Ma è ovvio che se vanno i supplementari, ti vedi i supplementari da Roma, scusa. Vabbè, allora. Io ho startato, però. Ma infatti non me ne sono accorto. Io quando hai scritto, io quando ho visto la notifica ho detto ma questo ha startato, ma non va nei supplementari. E infatti ti ho scritto. Tu mi hai detto startiamo un quarto d'ora. Ho capito, ma perché il quarto d'ora è perché la partita finisce. La prossima volta mi scrivi quando finisce la non partita. Non è implicito. No, no, non, che è, se no, no, non, sai, non è no, implicito. Aspetta, tu non lo sai, ma lui lo sa che non è implicito. Perché io sul gruppo Telegram ho scritto iniziamo alle 22:45 e Vovu l'ha pinnato. E Vovu l'ha pinnato. È vero. No, è vero. Eccolo qua. Guarda, vai giù. Vabbè, sti cazzi, cosa c'è scritto? Cosa c'è pinnato? Questo. Cosa c'è pinnato? No, 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 perché dopo Vovu ha pinnato il mio. Il mio è iniziamo alle 22:45. Ho capito, però io ho scritto proprio cosa? Attenzione, live ritardata a causa di partita. Non l'ho voluto mettere apposta l'orario perché l'ho messo io. E chi ti si incula che l'hai messo te? Ma come chi però? Cioè, io dovevo leggere tu sul tuo, nostro gruppo hai scritto 22:45. Ma perché la partita su Telegram 22:45 e secondo te il mondo deve pensare quello che pensa Maggi, che tra l'altro è matto e quindi è possibile capirlo. Allora, e guarda, no. Tanto dai, siccome senti, c'è vai via! Siccome ci sarà vai via! Basta! Allora, guarda, questa è una discussione da uomini. Si parla di calcio. Le discussioni da uomini. Guarda, è tanto semplice. Tanto c'è la partita di ritorno. No. Come la semifinale? La semifinale di Andor ce l'ha, è finita sta. La semifinale di ritorno. Che cazzo stai a dire? La semifinale di ritorno. Quindi già lo sai allora a sto punto. Va bene. Oddio, io devo litigare con te, mi tocchi da dietro. Che va bene. Già sono nervoso di mio. Scraps contro Boris. Parla più. Oh, alla fine della fiera quella più al culo è Livio e siamo tutti contenti di ciò. Bravari. Bravari. Così lo vedi che soffre. Team Melia no. Team Melia nel suo libro. No. Io la partita, no. Io la partita da Roma. Io le partite da Roma. La prossima volta mi scrivi, vengo tu dopo la partita. Non mi interessa a me, mi compro la Coca Zero. Tu neanche quella. Già. Non mi guardare così. Testa di cazzo. Ma che poi io sono contento, sa. Che poi io, a me mi sta sul cazzo lui, io sono contento se la Roma vince, a me mi frega un cazzo. Però mi sta sul cazzo lui quando ti sei della Roma.
è da appendere al muro, quindi non ci voglio stanziare. Sì, ma allora io ti giuro, vabbè, l'avrei accettato, però a sto punto con quale maggi stiamo parlando adesso? Tu sei contento che vince la Roma? Ma perché non ce l'ho con la Roma squadra? A me sono cazzi tifosi da Roma. Ma questa è una distinzione che non puoi fare, cioè nel senso, vabbè, allora mi sta pure sul cazzo la Roma, sapete, ovvio, cioè nel senso, se ti sta sul cazzo tutti quelli che sono, cioè a quanto pare, a parte gli 11 in campo, e poi saranno tifosi da Roma pure loro, quindi ci stanno pure loro tra i tifosi da Roma. Vabbè, comunque sia, cominciamo, dai, che già è tardi. Dai, si inizia con il versus Oscar Edition Scrubs versus Boris. Sigla. Non c'è nessuna niente sigla. Sigla. I versus non hanno mai niente avuto sigla. Una sigla. Niente sigla. Che so, pensavo che ci fosse quella cosa nera che poi diventa gialla. Quella è un'altra cosa. Allora, perfetto. Volevo intanto fare un'introduzione dicendo che abbiamo scelto, comunque, in realtà ha scelto Francesco. Vabbè, io Scraps avevo detto vorrei fare una cosa con Scraps e Francesco ha messo Boris. E secondo me è molto azzeccato dal punto di vista che effettivamente sono... due sitcom anche che parlano di un lavoro. Sì. Da quel punto di vista sono simili e ti fanno vedere tutte le dinamiche all'interno di quel lavoro. Quindi secondo me è un buon versus questo. Sì, allora velocemente pensando, spieghiamo per chi non l'ha mai visto. Allora, Boris è una sitcom italiana che praticamente vive nel dietro le quinte di Cinecittà. È una troupe con tutta quanto il cast di attori e anche tutti quelli che lavorano invece diciamo sul lato tecnico. E diciamo che è appunto una sitcom che però vuole fare una critica al modo che hanno ultimamente in Italia di fare serie TV, di fare prodotti per la televisione, insomma. All'inno della a noi la qualità ci ha rotto il cazzo. Sì. E Scrubs invece è una Boris sitcom. Non è italiana, no. È romana. Ma in realtà no. Vabbè. E Scrubs invece è una sitcom americana che è ambientata all'interno di un ospedale e le vicende trattano appunto quelli che lavorano in questo ospedale, quindi i dottori, i chirurgi, i chirurghi. E gli apprendisti, gli studenti, eccetera, eccetera. Anche ovviamente i pazienti. Grazie, Giuseppe. Bella, Giuseppe. Boris Animen 20 Boundless. Boundless. E anche in questo caso c'è una critica. C'è una critica alla privatizzazione della medicina in America, al fatto che gli ospedali fondamentalmente in America sono delle aziende, non sono dei luoghi in cui si mette al primo posto la salvaguardia delle persone. E 5 minuti. Tutto quello che è inerente il cammino che deve fare anche un dottore all'interno di questa situazione sociale. Sì. Allora, qua abbiamo due personaggi secondo me molto potenti. Allora, uno secondo me più carismatico dell'altro. No. Boris è recitato, ma la cosa, la difficoltà, diciamo, la cosa bella di Boris è che gli attori devono cercare di recitare facendo finta di non recitare. Perché no? Perché secondo me è pure il protagonista di Scraps è figo, semplicemente... Ah, bravo, hai capito quello che volevo dire, bravo. Non è di la tua mente, non è così complicata. No, pensavo avessi capito il contrario. Certo che no, ovvio. No, allora, io parlo di carisma. A livello, invece, di personaggio in sé, sono d'accordo con te. Cioè, sono tutti e due personaggi che reggono. Una, purtroppo, è che sei romano, quindi lo senti molto di più il suo modo di fare, quindi... In quanto romano ti è molto più congeniale e familiare. Le battute che fa le senti due, perché le fai pure te tutti i giorni. È una cosa molto più vicina a te. Sì. L'altro no. Solo per questa è la grossa differenza. Allora, è vero, è anche vero, è comunque. Ma come René non è il protagonista? Ma come e chi è? Certo che René è il protagonista. Cioè, quello che sta più a schermo. Sì, vabbè, no, ma è il protagonista, certo. Ma tra l'altro si vede ancora di più nella quarta stagione. Cioè è assolutamente il protagonista. Sì, Boris fuori no, non è così, cioè, incidente. È tutta una cosa dipende. Sua. Cioè. Cioè, secondo me Boris è conosciuto molto a Roma, però non è che fuori da Roma non conosce nessuno. Poi a livello di caratterizzazione, in generale, io ripeto, sarò molto fanboy.
Io sarò molto fanboy. Cioè, a livello di caratterizzazioni sono tutti e due, secondo me, abbastanza ben caratterizzati. JD c'ha delle sfumature bellissime, secondo me, ma più che altro perché si vede di più. Cioè, è molto più JD-centrico Scraps rispetto a Boris. Boris c'ha, si concentra molto su tutto l'ambiente, per dire. Scraps è più JD-centrico, nonostante anche altri personaggi poi sono fortissimi, per carità. Cioè, non lo so, poi ditemi voi che pensate. Ma il protagonista di Boris, allora, non è Alessandro, se... non è Seppia, no, è René il protagonista, dai. Cioè, è, Seppia, diciamo che spesso fa la voce narrante, ma non è il protagonista. E, allora, secondo me, René in particolare è un personaggio proprio fatto bene. Mi fa ridere molto di più di JD. Cioè, io la comicità di JD non l'apprezzo molto, Livio penso molto di più di me, e, cioè, mi sembra molto più nelle sue corde che nelle mie. No, sì, sì. E, cioè, anche René mi fa ridere, cioè, le battute che fa a me fanno ridere, per carità, anche perché comunque, essendo vissuto a Roma, cioè, mi fanno ridere, cioè, tipo cagna maledetta. Sì, cioè, sì, sì, però cioè, anche lo vedo più, anche più vero, cioè, a me... piace di, cioè, JD è un po' troppo caricaturale. JD vedi però tutte le debolezze, no, i punti, cioè, forza, vabbè, però i suoi pensieri, pure, ma perché vedi anche, sì, i suoi pensieri. René è un pezzo di merda, sì. Cioè, René fa delle cose gravissime, cioè, più, secondo me più, io lo di, vedo più stereotipato di René rispetto a JD, cioè, dal mio, insomma, punto di vista, cioè, JD è meno stereotipo, cioè, lui è veramente, cioè, René, un po' René, in realtà, René in realtà, beh, no René in realtà vive di questa, cioè, lui in realtà è stato corrotto dall'ambiente in cui vive, perché in realtà lui aveva un talento, poteva magari farlo brillare, ma si è reso conto che in Italia non funziona quello che tu vuoi fare con quel talento. E piano piano si è venduto al modo di fare, diciamo, decadente italiano, perché è quello che funziona per la casalinga, per vabbè, quando poi gli dicono che cosa deve fare, i target di persone che deve acchiappare, perché sono quelli che si guardano la TV. E quindi lui piano piano, cioè, inizialmente dice, vabbè, devo fare questa cosa per guadagnare i soldi, perché altrimenti in un campo, poi piano piano si fa corrompere da sta cosa, cioè lui, e infatti poi la quarta stagione è lui che cerca di uscire dalla melma in cui è vissuto per anni, cioè si rende conto che sta a fare una merda da tanto, tanto, troppo tempo, e diciamo prova a fare un canto del cigno che in qualche modo lo, secondo me... volevo rispondere a un commento in chat, e dicono JD e Ted fatto male. Secondo me... Al massimo è Ted, che è un JD fatto male. Cioè, Ted è il personaggio più debole, secondo me, di How I Met Your Mother. Cioè, no, proprio io non sono d'accordo su questa cosa. Anche JD c'ha un'evoluzione da specializzando, che si interessa ai pazienti, una cosa che poi rimarrà nel tempo e sarà anche la cosa che lo differenzia anche dagli altri. Ma una certa passa anche lui il periodo in cui non prova più niente per la morte delle persone. Vince il Boris al 56. Boris. Vince Boris al 56. Dimmi che avete scritto Scraps a sto punto. Ok. Certo. Okay. Okay. Allora sì, io voto René. Io JD. Ma Ted è comunque molto diverso. Cioè, anche la comicità di Ted è molto diversa da quella di JD. Ma che stai di Livio? Ted è super profondo. Raga, io parto da un presupposto. Molti di voi avranno visto How I Met Your Mother, molti non hanno visto Scraps. Parto, l'avranno visto tutto, forse, addirittura non vederlo. Guarda, dipende quanti Scraps anni c'hai. Scraps è vecchio, eh? Sì, Scraps è vecchio. Va bene, quindi 1-0, 1-0 Boris. Ma Livio, te l'ho detto all'inizio, che è una comicità romana che senti più tua. Ah, che ne so. Veramente non leggi tra le righe, Livio. Non avevo capito. Sei non riesco fiacco. A capirti. Oggi non riesco a capirti. Sei veramente fiacco. Va bene. Allora, primo Oscar per Boris. Pum, eccolo lì. Vai. Oh, zoom. Personaggi maschili.
Ah, personaggi maschili, ovviamente, escludendo il protagonista. Vabbè, certo, escludendo il protagonista. Allora, io qua sarò netto. Il dottor Cox. Secondo me il dottor Cox è uno dei personaggi migliori mai scritti nella storia proprio delle serie. Figo. Pure l'inserviente, ma pure Kelso, Turk, cioè... Ma basta Cox per me, cioè, sarò fanboy, ma ragazzi, per me beh, Cox, però di là pure, di, no, pure secondo Stannis, me, è, secondo me è, cioè, è difficile questa cosa, perché Stannis è un ottimo personaggio. Biascica è uno stereotipo del romano medico. Vabbè, Biascica è divertente. Sergio secondo me è un ottimo personaggio. Ma pure Lopez. Lopez è carino, ma è Corrado Guzzanti è incredibile, raga. Cioè, Corrado Guzzanti secondo me è uno dei personaggi più fighi Duccio. Di una... Vabbè, Duccio è vero, Duccio pure è molto, molto, molto bello. E poi tra l'altro, raga, ma io non l'avevo capito. Ma il l'agente di Corrado Guzzanti è Corrado Guzzanti. Il prete, sì. Incredibile. Ah, non lo sapevi? Non l'ho capito subito. Io non l'avevo capito. Quando l'ho capito ho detto, Dio, ma è un genio. Cioè, è sempre lui. Vabbè, lui è bravo, incredibile. Incredibile, cioè per me è veramente uno dei miei personaggi preferiti proprio in assoluto, il Duca. Che poi, no, come si chiama lui proprio il personaggio? Perché lui fa il Duca, il Conte anzi. Però lui come si chiama? Ma dici il prete? No, non il prete, è ah, l'attore. Lui proprio? L'attore. Mariano Giusti. Mariano Giusti. Ah, Mariano, è vero. Mariano Giusti. Oh, ci stanno dei cinesi che fanno i cosi con le suole delle scarpe. Vieni dai cinesi. Vabbè, dai cinesi. Bravi, belli. Vieni dai cinesi. Che cazzo, Cox, dai. Cioè perché... basta. Guarda, anche se ci fosse solo Cox... Non sono d'accordo. L'inserviente. Ci stanno tanti personaggi forti. Scrittura. Secondo me, allora, Cox è il miglior personaggio in totale, ma secondo me... Turk, ma ce ne sono un botto. Ecco, già Turk non mi piace più di tanto. Ma il fatto è che ce ne sono pochi di livello, secondo me. Cioè, Cox è molto bello. L'inserviente è cattivo, è divertente. Come si chiama? Kelso è figo. Kelso, l'inserviente e Cox sono la... No, vabbè, pure basta. Turk. A Turk non mi piace più di tanto. Vabbè, ci può stare. Ma come non mi piace JD. Zori, veramente lei non capisce veramente un cazzo. Di là invece i personaggi interessanti sono 6-7 e sono Glauco. Dai, quanto è figo Glauco. No, Glauco è figo. Glauco però sta pochissimo a schermo Glauco. Vabbè, sì. È una mezza comparsa quasi. Farà sennò l'equivalente di 3 episodi, 3-4 episodi in 3 stagioni. Fa, Sì. Vabbè, viene stagione, è il personaggio principale. Però ti rimane, cioè, è veramente no, lo schiavo è... No, Glauco è il regista sostituto. Quello che fa il giochino con il direttore della fotografia, che lo fa passare come vero regista, ma in realtà non è il vero regista. Io lo dico, se qua vince Boris, secondo me non ha senso. Cioè, vince Boris. Cioè, se vince Boris qua, vince Boris. Cioè, non ce n'è. Cioè, non ce n'è. Ma proprio a livello di carisma, cioè, Cox è veramente, secondo me, il personaggio più bello mai fatto. Cioè, nelle sitcom. Ma sì, cioè, se la chat vota Boris, vuol dire che vincerà Boris, cioè, non... Ma no, tu stai facendo questa... Cioè, nel senso, non è che stiamo valutando il miglior personaggio maschile, cioè, perché te l'avrei votato pure io, Cox, a occhi chiusi. Stiamo valutando l'interezza dei personaggi maschili delle due opere, e considerando che una c'ha 180 episodi e l'altra 50, cioè, il fatto che ce ne siano di più in quella da 50 e quella da 180, la cosa in realtà è che vale. Ci sono molti personaggi che appaiono un sacco, però che appaiono tipo due stagioni, che però io non ti sto nominando. No, ma non mi stai nominando e sono dimenticabili. Cazzo, a pari due stagioni c'è un personaggio incredibile. Per dire, che ne so, Michael J. Fox, il personaggio che fa Michael J. Fox. Quello è un personaggio assurdo. Quello della la puntata del water sul soffitto. È incredibile quel personaggio che c'ha è ossessivo compulsivo. Ce ne stanno. Vabbè. Il fratello di Jordan, che vabbè, la puntata 3x14 e che ovviamente si vede prima, che è il miglior amico di Cox, c'è il fratello di JD. Vabbè, quello posso dire che insomma, cioè, grande attore tra l'altro. Sì, ma è stanno attore, come si chiama quello che fa, che è il chirurgo, quello con la bandana con i tatuaggi.
Ah, Todd. Todd. Però pure quello. Il no? Todd, cioè, vabbè, quella è la macchietta. Dai, su. Vabbè, macchietta. È quella Biascica, una macchietta la Biascica. Sì, e te dico, cioè, io preferisco Biascica comunque. Vabbè, perché sei di Roma. Ah, vabbè, sono romano, non sono romano. Cioè, mi fa ridere più Biascica del tizio della banana. Il tizio della banana penso non mi abbia quasi mai fatto ridere. Cioè, se vedete il finale, appaiono tipo una cinquantina di personaggi, e anche se sono apparsi due puntate, te li ricordi. Sì, sì, no, Stanis è un personaggio bellissimo. Ted. Boris. 52%. Cioè, pure Ted. Close. Ted personaggione. Incredibile, Ted. Sì, Ted, sì, però... Porca troia. Nel senso, cioè, ho detto, guarda, Stannis è un grandissimo personaggio. Ted Mosby. No, Ted Mosby. Ted Mosby. Ted Mosby, l'architetto. Ted e il suo... Ma ce ne sono un botto, ma ce ne sono proprio tanti. Cioè, se vi rivedete l'ultima puntata, li rivedete praticamente tutti. E te li ricordi tutti. Cioè, Uccio è pazzo. Beh. Ce ne sono un botto. Uccio è pazzo. Uccio è pazzo. Bellissimo. Livio, che voti? Io... Ah, vai. Qua Scraps. Io voto Boris. Io pure. Vince Boris 3-1. Vabbè, ho capito come va sta cosa. Va. Ma non è detto. Prossimo. Oh. La ribalti, Marconi, la ribalti. Ma sì, Miriam. Ma come faccio a ribaltare? Sono da solo. Cioè, la chat vota Boris perché ha visto Boris e basta. No, ma perché mai secondo me ci sono... Prossimo. Questa non è come, no, vabbè, come di voi. Cioè, ecco, qua posso capirlo. Ai personaggi maschili no. È veramente. Ma ti dirò, cioè, alcuni sono personaggi che hanno cambiato il modo di interpretare le sitcom. Cioè, boh, vabbè. Qua vabbè, ci può sta. Nel senso... Cioè, nel senso, qua i personaggi femminili c'è. Vabbè, c'è lei, Carla. Ci sta Jordan. Però posso capire che uno può votare Boris. Lo posso capire. A me invece qua è il contrario. A parte la cagna maledetta cagna. Arianna. Vabbè, c'è la Guzzanti. Due di qua, due di là. La figlia di Mazinga compare poco. Pure la figlia di Mazinga. Pure la terza stagione che c'è la figlia di René. Personaggi dimenticabili. Che non so. Itala. Esatto. Itala è un bel personaggio. Itala è un bel personaggio. Però effettivamente... Itala è tipo la Verne. No, ma infatti i personaggi dice, però no, perché è vero, la Verne è fatta meglio. Karin, è pure Karin. C'ha i momenti più alti della stagione la Verne, effettivamente, c'hai ragione. Vero. Idala in realtà rappresenta una critica sociale molto presente in Italia, ok? Cioè, c'è Molly, sì, ce ne sono diciamo si accorge, cioè rappresenta una parte che in Italia è molto, cioè tutto quanto il nepotismo, la corruzione con la politica, è molto interessante il personaggio Idala, secondo me. Io da qua non schiodo, è vero. Io da qua non schiodo. È una frase che dice lei nelle prime stagioni. Poi di quello che te pare, ma lo sai chi c'ho dietro io? Io sto con Romanelli, sì. Una foto col cellulare. Stagione 2. C'è il voto politico, c'è il pareggio cambia tutto. E, allora, di là ecco, secondo me ad esempio non mi ricordo come si chiama la ragazza di Turk. Carla, secondo me Carla è meglio di Turk. A me, Turk è proprio l'amico. Cioè, Turk è quello che ti sta sempre a fianco e non ti tradirebbe mai. Carla, sì, cioè, Carla c'ha è un po' tipo Lily. Ok, Carla. Vabbè, però, ovviamente è Lily che ha preso la Carla. Però il fatto ovviamente. È che Marshall, secondo me, gli dà in culo a Turk. Cioè, molto meglio su Marshall, capito? Ma quella perché la differenza Marshall, è che Turk non mi piace. È Marshall molto, e quindi sì, Carla e Lily sono simili, ma da una parte preferisco Carla a Turk, dall'altra parte Marshall a Lily. No, ma io sono d'accordo. Marshall mi piace tantissimo, Marshall è bellissimo. Comunque, personaggi femminili, è vero, Karin è divertente. Pure lei però è... quanto sta a schermo, cari. No, vabbè, lei quattro episodi con lei. Sì, fa qualche comparsata. Una comparsata. Sai quanti ne hanno fatti dei compo? Cioè, come si chiama? Sì. C'era pure Martellone tra i personaggi maschili. Ah, Nardo Martellone, bucio di culo. C'era, come si chiama? No, cazzo, quella bionda americana famosa che ha fatto... È mo te la cerco.
bionda americana famosa. Sì, vabbè, sì, ma, sì, cioè, sì, state a prendere i tizi che compaiono. Io vi elenco tutte quelle che compaiono in una puntata. Ah, bravo, finiamo domani. Ecco, ce l'ho davanti, la ex moglie del dottor Cox. Jordan. Ah, lei si chiama Jordan. Jordan. Tara Reid, ecco, il cazzo era un porco. Tara Reid, dici te. Esatto. Sì, sì, ho capito. Mamma mia, Tara Reid. Tara Reid io la odio. Fa veramente. L'unica cosa decente che ha fatto è Scrubs. Tutto il resto ha fatto, beh, solo ha fatto merda. Sharknado sì, ha fatto. Sì, 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 sì. Ha, vabbè, fatto, ha fatto merda su merda. Dai, ha fatto pure cosa. Io non mi sento di dire che è merda American Pie. Secondo me American Pie non è merda. No, no, ma è il suo personaggio che è proprio una merda. Vabbè, il suo cioè, personaggio. La parte di American Pie di lei col ragazzo. È la parte più noiosa. Cioè, sono un po' due pallosi. Cioè, io vedo Tara Reid e dico: che palle! E poi la sorella di Jordan che poi diventa alien infomane praticamente. Però vedo una battaglia molto serrata in chat. Stanno finendo tutte intorno al 50%. Mi piace, bravi, bravi. La guerra. La guerra più totale. Il grande dei boschi. Davvero. Tara ridere e nascondete i bambini. Nascondete i bambini. Vabbè, comunque personaggi femminili, cioè so belli da tutte e due, secondo me. Cioè, sì, però personaggi femminili non è che devo dire che ce n'è uno che è più figo di tutti, allora perché siccome ce n'è uno vince, no? È una questa, cioè se da una parte ce n'è uno fighissimo, ma sono solo due e di là ce ne sono 50%, ce ne sono quanti? 50. 8 non fighi come quello unico figo, però mediamente buoni, sì, vince, cioè, di là perché tu, sono di più. Se tu in top 10 c'hai 7 personaggi di Boris e 3 di Scrubs, anche se il primo è di Scrubs, secondo me sì, quello prima, secondo me ce ne stanno anche di più di personaggi in Scrubs, però no, vabbè, però dico, cioè, se io mi faccio una classifica mentale 10 personaggi migliori, cioè, tra Scrubs e i primi tre sono di e Boris. No, non sono d'accordo. Per me il migliore è Cox, ma per me il secondo migliore è Stannis. Stannis è un personaggio incredibile. Meglio dell'inserviente, sì, di sì, 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 assolutamente. Assolutamente. Per me assolutamente sì. E terzo è Corrado Guzzanti. Quarto ci metto Kelso. Quarto ci metto Kelso. Quarto ci metto sti cazzi. Quarto ci metto Kelso. Ma che vuol dire? Allora pure Michael J. Fox fa 4 puntate incredibili. 4 puntate però. No, non me ne frega un cazzo a me di quello che dici te. Cioè, io ti dico che... Cioè, rispondi. Ma no, è di parte. Io... No, non è che so di parte. È che vabbè, se... Quindi chi voti, Merconi? Guarda, diamo sto voto a Boris, dai. Io voto Scrubs. Io voto Boris. 2-1. Vince Boris. Vai, prossimo. Next. Ah, questa è bella. Che cos'è? Sei un po' buggato. Cosa sta succedendo? Morali, prego. Vabbè, insomma, capite. Wow. Cos'è che vuole dire la serie? Esatto, esatto. Cioè, la morale della serie e le critiche che vogliono portare avanti. Allora, io qua faccio due ragionamenti distinti. Dal punto di vista del quale critica viene diciamo narrata meglio, io percepisco di più Boris, ma no, perché sono italiano. No, devi far finire le persone. Devi far finire le persone. Devi far finire le persone. Ribellati. Devi far finire le persone. Per carità, finisci. Devi far finire le persone. Finisci. Ok. Perché io sono italiano e quindi io non vivo il problema della privatizzazione della medicina che vive un americano, e quindi mi trovo meno spesso a rivivere un momento che ho vissuto, ok? Mentre quando vedo una serie TV italiana rivedo esattamente, cioè io dico: ah, vedi, quello c'è, sta Duccio dietro che sta a fare quella cosa, c'è sta René che l'ha girata quella cosa, guarda, quella è una cagna maledetta, cioè lo rivedi proprio, la vivi uno a uno. Però d'altra parte, secondo me la critica che viene fatta in Scrubs è infinitamente più importante, cioè e l'argomento trattato in Scrubs è un argomento, cioè, allora,
È un peccato che le serie TV italiane facciano cagare, sì, ma sopravviviamo uguale. Invece la critica sociale che porta Scrubs è una critica per cui la gente in America muore. Ok? Cioè, è una cosa veramente pesante. Una cosa veramente pesante. E io ci aggiungo anche che in realtà Scrubs a volte, molte puntate, le dedica anche a farti capire come tu ti devi rapportare ai medici, all'ospedale. Cioè, perché tratta anche delle situazioni psicologiche. Ad esempio, il tizio che dice: perché non ti fai il... non mi ricordo come si chiama il tizio a cui gli dice JD, perché non ti fai le analisi? Perché finché non mi faccio l'analisi, io non so se sto effettivamente male. E fino a che non so se sto male, ho il futuro nelle mie mani. Una volta che una persona mi dà dei dati e mi dice una cosa, io non posso più tornare indietro. Posso più non sapere quella cosa. Ed è interessante, cioè è una dinamica interessante, ok? Quindi io darò il mio voto a Scrubs perché reputo proprio più importante che esista Scrubs rispetto a Boris. Ah, è più profondo. Cazzo. E la prossima volta, se stai zitto invece di fare il coglione. No, ma non sono comunque d'accordo. Non sei comunque d'accordo. No. Tu vivi proprio la privatizzazione della non medicina. Non è perché vedi, perché non l'hai compreso, evidentemente. Non l'ho compreso. Dimmi, fammi comprendere. Quello è l'incipit. Questo poi viene soverchiato da mille altre tematiche che si formano. Come ad esempio il sentimento che hanno i dottori nei confronti della morte. Quando succede a un amico tuo e quando succede a un paziente. Quello che senti. Quella però non è una critica sociale. È un'introspezione. No, è una critica privata, sociale. Ti fa proprio capire i medici che non provano emozioni per la morte. Che è una critica. Molti. E si vede proprio, ci sono proprio puntate intere dedicate a questo tema, dove i medici non danno attenzione ai pazienti, i pazienti muoiono. Perché? Sì, anche il contrario, perché ad esempio c'è il ragazzino, quello che poi diventa chirurgo, cioè che per diventare chirurgo, che gli dice lui è perfetto a far chirurgo, perché non gli frega un cazzo, guarda la cosa come se niente fosse, non si impressiona, non è completamente distaccato emotivamente, quindi pure sei un coglione, è perfetto a far chirurgo. Ma sta sia questo, cioè, sì, ma questo anche, però anche quando tipo c'è Turk che c'ha uno switch da questo punto di vista, che lui era un chirurgo, non prestava attenzione ai pazienti. Poi c'è una puntata, secondo me, incredibile, dove dicono praticamente che c'è un paziente su tre muore. E in quella puntata si vedono i pazienti di Turk, di JD e di Elliot. E alla fine della puntata muoiono tutti e tre. E dicono, è vero, di media è uno su tre, ma succedono delle volte in cui va anche peggio. Va bene, e la cosa di Turk... Questa non è una critica sociale. E la cosa questa di, cerca di colpirti però, alla vedi, pancia. Non mi fai vai. E poi il padre dice proprio a Turk... Grazie comunque che sei rimasto fino alla fine, perché gli hai dato gli ultimi istanti di vita con un amico. È una critica, perché no, le persone non lo fanno. No, questa non è una critica sociale. Come no? Questa al massimo può essere una morale, ma non è una critica sociale. Critiche morali. Infatti io sul fatto delle morali sono sto. Comunque è anche una critica per chi non è una lo critica fa. Sociale. No, semplicemente tu diciamo che abbiamo due idee diverse di critica sociale. Facciamo così. Diciamo che abbiamo due idee diverse. Io non sto dicendo che non ricade in questo argomento, perché tra l'altro è quello che vi ho detto come esempio, rientra ho letto, Vani, in una morale. Ma se tu mi dici che la critica sociale è quella, non è una critica sociale. Cioè la critica sociale è quella della privatizzazione, ok? Quella è la critica sociale. La critica sociale è del medico che non ti opera perché il tuo tumore è in stadio avanzato e lui non vuole perdere la percentuale di successi perché poi lo pagano di meno. No, la non empatia dei dottori in realtà è una cosa che fanno sì che succeda. Cioè i dottori se provano empatia per ogni singolo paziente crollano psicologicamente, perché non puoi vivere la morte provandola ogni volta, ok? È proprio un lavoro che fanno fare ai medici, perché stanno a contatto con la morte tutti i giorni. Se ogni volta che uno muore tu ti metti a piagne, cioè, ma quanto duri?
Quanto duri? Sei mesi, stai al manicomio? Attenzione, non nei confronti della morte, nei confronti di stare dietro i pazienti. C'è un concetto un po' diverso, vabbè, comunque. Ma la noncuranza è un altro discorso, però. Cioè, è un conto è l'empatia, un conto è la noncuranza. Cioè, tu devi fare il tuo lavoro fatto bene. Comunque, vabbè, io voto Scrubs. Ma sì, nessuno vota Boris, stai tranquillo. Dai che c'è la rimontata, Livio. Sì, se puoi... 67. I commenti erano: vabbè, un voto a sta merda lo possiamo anche dare. Questa era. Mamma mia, quanto sei vittima! Mamma mia, veramente Livio Ervittima. Lo chiamano Ervittima. Ervittima. Okay, è anche un elogismo. Vabbè, così. Nei gruppi d'amici credi nella rimontata. Io credo, ma guarda, ti quella la partita Barcellona PSG. Roma. No. Sì. Barcellona PSG è finita 6-0. Sì, sì, sì. Col 5-0 non passavano. Vabbè, anche che cazzo, Roma, ma ho capito, ma te hai vinto tipo 5-1 quanto era 5-1 all'andata e già, però, 6-1 sei passato, no, 5-1 all'andata, 6-1 al ritorno. Ah ok, 5-1 all'andata, 6-1 al ritorno, cazzo, 6-6, cioè 5-1 dice beh, hai perso. Sono 4 gol e uno in più da Roma. Oh, 4 gol. Noi ce l'avevano fatti 5, poi ne abbiamo fatti 2. Ma è anche una questione di valore in campo. Cioè, il Barcellona va remontato è un conto. Se la fa la Roma sul Barcellona è un altro conto. Cioè, se il Lech Poznan 4-0-6-1. No, Dave, quello è Meliador. Ti stai proprio sbagliando. Il Lech Poznan da vince 3-0. Quella sarebbe stata una rimontata incredibile. Lech Poznan che è fuori casa ne fa 4 alla Fiorentina. Vabbè, dai. Rimontata incredibile. Basta. Prossimo. Oh, boom. Beh, l'avversario pure PS. Sceneggiatura. 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 Sceneggiatura, ok. Allora, qua bisogna valutare, diciamo... c'è anche la parte dialoghi? Sì. Ok, quindi diciamo che non la consideriamo qua la parte dialoghi. Questa sarebbe trama. Trama. Sì, sceneggiatura, trama. Quello che succede... Ok, quello che quello succede. Che viene messo a schermo, le dinamiche. Ok, allora ti piace questa parola? Sì. Allora, secondo me tanto mo che ti arriva la trappola, Merconi. No. Ah, io aspetto. Secondo me gioca in difesa. Allora, a me in generale, come sono scritti gli episodi? Sì, vabbè, ma anche il filo conduttore, ovviamente. A me in generale, il diciamo, secondo me, la puntata autoconclusiva di Boris è superiore. Di Scrubs è superiore alla puntata autoconclusiva di Boris. Però Boris ha una trama orizzontale che è più corposa, ok? Cioè, Boris, anche perché comunque sia, non so, 180 puntate che devono fare le stagioni a ripetizione a caso. E che quindi fanno puntate a iosa, tanto per fa puntate, perché va la cosa, e quindi poi la parte orizzontale della trama non va avanti, e quella di Boris inizia a parte centrale e finisce. Quindi secondo me è molto più organica a livello di trama orizzontale, però il singolo episodio in puntata verticale, secondo me, è diciamo strutturato meglio quello di Scrubs, perché appunto c'hanno, in questo caso c'hanno proprio due strutture diverse, cioè una comunque sia segue una storia da inizio alla fine, e l'altra invece fa tanti, diciamo, aneddoti, e ogni 30 puntate c'è un andare un po' avanti sulla cosa. Ma il fatto è che, vabbè, io lo dicevo, per me se Boris fosse finito la seconda stagione sarebbe stato quasi perfetto. Il problema c'è la terza stagione è un calo. Ma vabbè, drastico. C'è pure la quarta se a me è piaciuta. Vabbè, però la quarta fa da coltrantare alla nona. Cioè, la nona di Scrubs. Esiste la nona di Scrubs? No, aspetta. Cioè, nel senso... Non esiste la nona? Allora non esiste manco la terza di Scrubs, di Boris. Decidi. No, ma... Allora, immagini... Allora, non ti rispondo. Esistono tutte le carta trappola, serie. L'ho detto, no, c'è ma la carta trappola. Esistono tutte le serie. Quindi se tu metti finale, non metti il finale dell'ottava, metti il finale della nona. Ma infatti, guarda, su quello ci ho pensato e ho deciso di essere magnanimo. È tipo uno spino... Ma tanto non c'è. Non c'è finale, infatti. Miglior episodio. Certo, non c'è finale. Ah, ok. Pensavo ci fosse. No, era voluta. Pensavo che io nella mia testa pensavo ci fosse il miglior finale. Ho detto, vabbè, comunque sia, prendiamo quello dell'ottava. Perché. No, terza stagione è la più brutta delle tre, delle prime tre, intendo dire. Quindi io ritengo che la terza. Cioè, secondo me, la quarta stagione di Boris, il post, è molto meglio della terza, perché prende in considerazione cose nuove.
La terza stagione è il brutto. È un buon proseguio, cioè al contrario di quello di Scrubs, che tra l'altro non l'ho visto, me lo so visto mo' sta settimana, perché non l'avevo vista io quella sembra stagione. Sembra tipo uno spin-off, che i protagonisti diventano secondari. Ma è uno spin-off, cioè vabbè, è una cosa beh, al cazzo è uno spin-off, si chiama Scrubs stagione 9. È un sequel. Sì, ma non ci sono loro come protagonisti, è poi un'altra cosa. Che bordino, questa è una cazzata, è Scrubs stagione 9 quella. Ditemi la verità, l'avete vista? Non sono i protagonisti. No, non sono i protagonisti. No, ragazzi, allora, non sono i protagonisti. No, è vero che non sono i protagonisti. Ragazzi, dai, non mi prendete per il culo. Allora, non sono i protagonisti. Allora. Si vedono nella prima puntata e ogni tanto spuntano fuori, ma hanno un minutaggio tipo di 10 minuti nelle prime 10 puntate. Dai, ragazzi. Beh, raga, cioè questo però non è vero. Che non sono i protagonisti come l'anno prima, sono d'accordo con te. Che fanno i cameo, però non è vero. Cioè, nel senso, ci sono puntate che sono soltanto loro. Cioè, tipo quella in cui devono fare... Nella nona stagione, sì. La puntata in cui devono fare le valutazioni dei professori. È tutta quanta DJD praticamente, che va in giro a fare il super buono con la gente. La puntata quella in cui Dr. Cox deve far fare i prelievi. Ma non sono i protagonisti, allora, cioè, è proprio un altro che non sono i protagonisti. Poi che appaiono in un paio di puntate. È una situazione corale, cioè... Ma perché stiamo a parlare della nonna? Non ho capito. Perché non è fa parte della sceneggiatura. Ma sì, però, ma me buttaci dentro. No, ma è Maggi che c'ha quei suoi intacchi mentali, capito? Una su nove è brutta. Cioè brutta, poi, secondo me è decente. Brutta, mettiamo che è brutta. Infatti una per me nove. Non è una merda, cioè io non so dire che è una merda a me la nonna. Che Scrubs fino all'ottava va solo in crescendo. Sono solo più belle quelle belle. Cioè migliora sempre. Tu invece mi stai a dire che c'è un calo drastico nella terza. Ah, per me sì. Tu mi stai a dire, cioè, nel senso per lui, Maggi, per Maggi, Maggi c'ha le sue... Ho detto. Perché per me la seconda è meglio della prima, ad esempio. Vabbè, sì. Ok. Cioè, e la quarta pure è bella, cioè, nel senso... E sta a dire che la terza è la più brutta tra le quattro. Ma allora, pure se la terza è quella meno bella tra le quattro... Non vuol dire che fa schifo rispetto all'idea. Passo indietro, No, la terza è palesemente un passo indietro, anche perché l'attrice che sta a schermo, che è quella che fa la figlia di René, non regge il confronto. Quella che poi è la protagonista della soppopera. Non si vede che non è la cagna. Vabbè, maledetta. Però tipo tutta la parte in cui vanno a Milano è carina. Sì, l'inizio, la concorrenza. Sì, l'inizio, la concorrenza, però basta lì alla concorrenza. No, secondo me no. Cioè, vabbè. Però i primi due stagioni sono fighissimi. Ma Marconi, se una su quattro non è bella, problema. Ma non è. Vabbè, non è che non è bella. Non è bella, è che. Non è che. È che la seconda è più bella della terza. Vabbè, però la prosa. Però prima e seconda settano uno standard molto alto. È perché anche in Scrubs ci sono alti e bassi, ok? Anche in Scrubs ci sono alti e bassi. Troppo frizzante. Soltanto che tu. Cioè, in una sitcom in cui ci sono 8 stagioni con puntate quasi tutte autoconclusive, fai pure fatica a geolocalizzarle. Cioè dici, la stagione 3 è meglio o peggio della stagione 5? Boh, che cazzo meglio ne so. 5. Meglio, vabbè, tu se l'hai visto 8 volte magari te lo ricordi, però cioè per una persona che l'ha visto una volta, boh, non so, cioè è confuso la mia testa. Vabbè, ci può stare. Diciamo che cioè, valuto la media delle cose, non riesco a dividere per stagioni. In Boris, visto che c'è una trama che va da punto A a punto B, tu ti ricordi bene qual è la stagione. Quindi non lo so, per me è molto close la cosa. Per me è molto close la cosa. Livio, no, aspetto Francesco. Mamma mia, giochi di rimessa. Se io voglio, vinco. Cioè, se io voglio fare vince Scrubs, faccio vince Scrubs. Però voglio vedere se lui gioca onesto. Bella questa. È quello che voglio in che vedere. Senso? Perché secondo me sta pensando, glielo do il voto a Scrubs che tanto è buttato. Io non vorrei, ma se proprio perché ci sta a mettere troppo. No, ma lo sai perché l'ha usata sta frase, perché questa ho detto che giocavo in difesa. Questa è la prima in cui non, cioè quando l'ho vista non ho pensato a chi votare.
Cioè la prima, perché le altre... Che ti ricorda questa frase? Io, se non gli do un voto qua, non glielo do da nessun'altra parte. Ah, no, lo so io, so io. Marco, Lerio Merconi. Ma io lo ammetto, io sono... Lerio Merconi. Sono anche fiero di quello che ho fatto. No, sto semplicemente decidendo se è meglio la trama orizzontale o quella verticale. Secondo me, oggettivamente, Boris. Mm. Vai, fagli il cazziatone. Vabbè, vabbè, io voto Boris perché a me la strategia sitcom con ogni puntata fine a se stessa nelle ere delle ere non mi è mai piaciuta come idea, quindi anche se sono molto belle le puntate di per sé. Beh, però le sitcom americane se per sé si basano, vabbè, ho capito, però visto che posso scegliere una sitcom in cui invece però non era due sotto un tetto, no, otto. No, qual era quella, no sono sbagliato, quella sempre di Chuck Lorre, quella con che poi è arrivato Aston Kutcher, quello che ha fatto io con gli attori c'ho una confusione, come si chiama, coso, due uomini e mezzo, quella intendevo. The Big Bang Theory, sì, perché The Big Bang Theory mi fa talmente tanto ridere, due uomini e mezzo, The Big Bang Theory per me volevo dire anch'io, l'unica, però The Big Bang Theory per me è l'unica sitcom che sono riuscito a vedere senza rompermi il cazzo, cioè l'unica proprio, Quella con Charlie Sheen, che cioè, poi va via e arriva a Aston Kutcher. Bella, dopo un po' mi rompo il cazzo. Friends, mi rompo il cazzo quasi subito. Scrubs, bella, dopo un po' mi rompo il cazzo. E, cioè, no, The Big Bang Theory è l'unica in cui non mi rompo mai il cazzo. Sì, veramente ti piace dello sfogo. Vabbè, io voto Scrubs. Dai, forza. Next. Prossimo. No, pure due uomini e mezzo, cioè, boh, carino, ma mi rompo il cazzo. Allora, due uomini e mezzo capisco. Ci può stare, cioè. Era bello all'inizio perché era la novità. Ma anche, ma guarda, ti poi dirò, spacca, anche Friends lo capisco, cioè, ci può stare. Questo no, Memory, questo però va bene. Lo capisco. Questo Memory assolutamente no. Vai, prossimo. Tum, dialoghi. Prego. Bravo, Livio, che batte sempre. Sai come se questa è una... Sei in check mode. Questo si fa nel poker, quando tu sei di mano, ma fai check ancora prima che il mazziere dia le carte per cambiare il turno, perché così parli per secondo. Lo sapevi, si fa nel poker questa cosa. Check. È una mossa. Bello, mi piace. The move. Si usa proprio come mossa nel poker. Tu a scatola chiusa fai check ancora prima che lui giri le carte, perché ti vuoi creare, però te può dire pure male, perché no, se quello parla per primo, poi te rialza pesante, da sei piata under culo. Perché magari tu alzavi pesante e lui usciva. Però molti lo fanno perché pensano che giocare come secondo sia più vantaggioso. Ma sei un giocatore di poker senza saperlo. Bravo. Check. Giusto. Allora, i dialoghi. Allora, i dialoghi. Dialoghi comico e buttali nel mezzo il caldone tutti. Dal punto di vista della comicità, esatto. Allora, secondo me sono molto più belli quelli di Boris. Sono d'accordo. Mentre invece dal punto di vista della profondità sicuramente sono quelli di Scrubs. Quindi devi capire se a te interessa più la profondità, ti ha colpito più la profondità di uno o la comicità dell'altro. Oppure... Se fai il ragionamento opposto, quant'è la profondità in Boris, che secondo me c'è? No, c'è. Però sono pochi. C'è. E quant'è la comicità? Allora, c'è pure la comicità in Scraps. Esatto, in ma Scraps, tipo a me la comicità di Scraps è tipo alluce o dito, non mi fa ridere. No, zero. Ma infatti, guarda, a me... Prendi la mela, metti la mela in tasca. Cioè, non mi fa il motivo per cui mi rompe il cazzo pure Scraps è che la maggior parte della comicità non mi fa ridere. Ok? Cioè, ci sono delle comicità che mi fanno ridere. In profondità Scraps vince su comicità. Non per forza, però. Però. Vabbè, allora, alluce piede ti fa ridere. Tendenzialmente ti dico di sì anch'io. Quello è per una sitcom, quello però ti fa capire se te stai guardando una sitcom. L'amicizia tra le due persone. No, cioè, sai cos'è? La bravo cosa Melton, che ho capito. Anche Kelso. La cosa che ho capito è che quando vedo una serie dove non sono coinvolto, ok? Molte cose non mi fanno ridere. Nel momento in cui entro nel meccanismo di quella serie o di quella sitcom, entro anche a me. Friends, le prime mi facevano schifo. Poi sono riuscito ad entrare nel loro mondo e mi ha iniziato a fare molto più ridere. È un passaggio che sì, però tu dici alcune serie non è, sì, però a te di Scraps piace il finale dove hai pianto, quindi vuol dire che la profondità dei dialoghi per te è maggiore rispetto alla profondità della comicità. Cioè, per tu Scraps lo ricordi soprattutto perché ti ha commosso. Allora, Scraps per me più commozione, maggiore comicità per te. Scraps. Ma a me Scraps mi ha dato tutto. Sì, ma la tua puntata preferita è il finale dove hai pianto. No, non è. L'hai detto te. La mia puntata preferita non è il finale. Ma se hai pianto? Ho pianto. Ma secondo me non è la puntata più bella. Vabbè. Però è vero, cioè la conclusione fa piangere. No, io ho detto è il miglior finale. Secondo me è il miglior finale. E su questo mi ci gioco tutto, ma delle sitcom proprio in totale.
Però secondo me non è, vabbè, la miglior puntata. Vabbè, allora io dirò una frase cattiva. Io voterò Boris, ma per un semplice motivo. Ritengo la profondità dei dialoghi di come cazzo si chiama Scrap, sicuramente è superiore in tutto e per tutto. C'è un problema: è facile fare una profondità di dialoghi quando sei a contatto con la morte. Con la morte è facile. Ma tu hai presente la complessità di scrittura, ad esempio, certo, dei dialoghi del dottor Cox, per dire? No, però io tutti i momenti più struggenti che mi ricordo sono tutti quelli in cui c'è il funerale, che è come quello di Amethyst, cioè il concetto alla è come quello di Amethyst, nel senso che empatizzi perché è un funerale. E quindi c'è quel momento struggente che è bello, però perché è un funerale. Ci arriviamo, Maggi, ma questa no. Perché è un funerale. Ci arriveremo. No. Sì, è uguale di più. È il concetto alla base lo stesso. Ci arriveremo, però. È il concetto alla base. Ci arriveremo. È il concetto alla base che empatizzi con la... Cioè, è facile empatizzare con la morte. È molto più facile. Vabbè, certo. Cioè, è normale. Perché ti tocca molto più nel profondo la morte. Ma chi se ne... A parte che non è il dottor Cox e l'inserviente, ma anche se fosse il dottor Cox che improvvisa... dialoghi, cioè, ma che cazzo vuol dire? Chi se ne frega? No, infatti, per esempio, improvvisa, cioè, sono comunque dialoghi. Sì, cioè, non è che non cambia niente, quello, non cambia niente. Cioè, beh, allora, come al solito, il mio problema con Scrubs è che ci sono delle cose che mi piacciono molto e delle cose che non mi piacciono per niente. Quindi devo cercare di fare un via di mezzo delle cose. Cioè, in Boris, invece, è veramente raro che c'è qualcosa che non mi piace. Cioè, qualcosina c'è, però è molto più raro. Ma c'è la categoria comicità? Sì. C'è meme? No, c'è proprio comicità. C'è comicità? Va bene, dai. Allora voto Scrubs. Boris. Prego, Marconi. No, Scrubs. Solo i dialoghi del dottor Cox sono una pippa a due mani. Qualsiasi cosa dica quel personaggio è oro. Ogni puntata c'ha dei dialoghi allucinanti, secondo me. Alcuni, non tutti. Ci sono dei personaggi meno profondi, altri molto di più. Ragazzi, ci sono delle mine pazzesche. Mm, 68% Scrubs. Sto iniziando a pensare che i bambini latte di Boris siano andati a dormire. Bravi. No, sei semplicemente un piagnino. Hai visto che la rimontata era possibile? Sei un piagnino. No, sei un piagnino. Ti rendi ridicolo ogni giorno. Beh, no, dai, non voterai i personaggi piagnina. Secondari. Nel momento in cui perde Scrubs piagnina. Nei personaggi. Ma io non sono d'accordo. I personaggi maschili di Boris sono fighissimi. Ma sono d'accordo con te. Sei uno schiavo. Allora, ti dico onestamente Merdu. Che cosa penso. Merdu arriva dopo. Secondo me Boris è la sitcom più bella italiana mai creata. Okay? Piazza il cazzo. Ok, siamo a un livello top per me. Il problema è che Scrubs è la sitcom più bella di tutti. Cioè, è proprio su un altro livello, per quanto d'accordo. Mi riguarda. Cioè, è la sitcom più bella di tutti i tempi, secondo me. Vai. Comunque, vai, prossimo. Comicità. Questo vabbè, intanto dico che voto Boris, poi possiamo parlarne. Ha fatto il controcheck, l'ha fatto. Allora, vabbè. Ma io non mi ricordo, aspetta, devo dire l'unica persona. Non mi ricordo che c'è una cosa tipo meme o soltanto comicità. L'unica persona che, ma lo devi dire, lo devi chiedere a Livio, perché è Livio che l'ha fatto. Ma che l'ho fatto io. No, Maggi, tu pensi di averlo fatto tu, ma in realtà quello che lo fa è Livio. Quindi se Livio cambia qualcosa, tu non hai potere per evitarlo. Fino a che non lo scopri in live. No, lascia perdere. No. E allora? Vabbè, che è uno stronzo che cambia per cazzi suoi. È già successo. Sì, no, ma te lo dico prima. Ah, beh. Non è vero. Non è vero. Quello del cibo hai cambiato e non hai detto niente. No, l'ho detto. No, me l'ha detto all'inizio. E lui stava lì e faceva... Vabbè, io l'ho rosicato, però me l'ha detto all'inizio. Sì, è vero, no, io lo dico. Allora, vabbè. Quindi no, però Buzzanti, allora, è incredibile. Dovete scindere, no, perché c'è anche il miglior meme, quindi scegliete comicità e meme. Va bene, è uguale. E un personaggio che a me mi fa ammazzare da ridere è Sergio. E Sergio, secondo me, è un personaggio sottovalutatissimo di Boris. Cioè, è veramente sto cazzo ben pensato, cioè proprio Sirge, bravo. Sirge, vabbè, sì, ovviamente Guzzanti è top. Stannis è divertente, René è divertente,
Ecco, l'unica cosa che salvo di stagione Duccio, bravo. Duccio è molto ecco, l'unica divertente. Cosa che mi ricordo bella di stagione 3 è quando fanno il finto film. No, non mi sa che il film quello, non è stagione 3. Lo ha nel film quando fanno ste lui fa Fini. Non bisogna la ragione senza il parlamento che fa Fini, quello è figo. Lui che fa Fini è figo, mi piace un sacco Fini. Che fa Fini. Fa Fini. Perché lui fa è il film o stagione 3, non mi ricordo. No, mi sa che è il film Natale con la casta è il film. Devo, sì. È il Natale con la casta il film. Devo andare a pensare. Andare a pensare è figo. Non bisogna svelire il ruolo del parlamento. Bellissimo Fini. È il film, eh? Ok. È vabbè, il film, vabbè, comunque sia per me. Cioè, di là a me fanno molto ridere Cox, Kelso e sì, pure secondo me. Basta. Basta, c'è cioè, JD, Turk, Letizia, zero. Cioè, anzi, mi gringio spesso. Non... Ma è vero, le donne in Scrubs non fanno così ride. A volte Jordan è quella un po' più forte. Però sì, vabbè, la cagna che conta. Bello, bello. Però non so, quelli sono tutti meme. Quelli io li metto tutti. Beh, quelli dai, che sono cose, sono pillole. Allora, aspetta, la comicità crea meme. Ma la comicità è comicità. Cioè, i meme sono un sottoinsieme della comicità. Cioè, comicità, quindi sì. Cioè, la comicità di Boris è quella. Il fatto che tutto quello che io ti dico di comicità tu lo associ a meme perché vuol dire che tutta la comicità di Boris si è elevata a meme per quanto funziona. Bucio de culo è nel film non... Bucio de culo. No, bucio de culo, no, ma che bucio de culo è nella serie. Bucio de culo, bucio de culo lo dice in otto puntate diverse. E lui va a fare, lui è famoso lui per quello. Lui va a fare i cosi in Francia. Lui è famoso per quello, lui è famoso per bucio de culo. No. Il film è sti cazzi, no? Bucio de culo è la serie. Sì, bucio sì, de culo. Sì, sì, sì. No, ma veramente secondo me cioè, a livello di comicità, per quanto mi riguarda, proprio non c'è paragone. Vai, ti attacca. Perché c'è una parte importante di comicità in Scrubs che è su quel cringe no sense che io odio, che non mi fa ridere e anzi mi appesantisce molto la visione. Che ringraziando il cielo non c'è praticamente mai in Boris. Bravo Brenda. E in Boris si creano un sacco di dinamiche divertentissime. Cioè quando Sergio deve cercare di spendere i soldi entro fine giornata perché li deve fatturare. Quando... No, a me non mi piace proprio quando un culano la vecchia che vanno a casa sua. Dove è la Bellucci? Quando. quando... Ma come si chiama stasera? L'amore e l'onore. L'amore e l'onore. Tutto perché è fattissimo. Dai Livio, incazzati, vai. No, vabbè, a me piacciono tutte e due in realtà, cioè, quindi secondo me Scrubs sono state inutilmente denigrando perché secondo me c'ha cioè, pure delle battute di alto livello. No, ti ripeto, però prendi la mano. Però sì, ci sta, cioè, a me piace la, il no senso. La mano in tasca non mi ha fatto ridere, manco quello. Sì, una battuta che fanno una volta. No, è per farti capire, c'è cioè, il livello medio, quella, dito alluce, alcune... Guarda, il dottor Cox è fighissimo. Bella Sic, bentornato caro. Siete i migliori ragazzi, Livio un po' meno. Lo trainiamo noi, dai. Se ci pensi, anche René Crin, tu dici chi cazzo è? Ha fatto il triplete René Crin. Chi è? Bravo, esatto, quella la faccia giusta. Però quello ha fatto il triplete. Dici, come è possibile? Stava là. E gli ha detto pure culo, perché all'epoca non c'era la regola di adesso. Se ti giochi zero partite, sei campione di sta ceppa di minchia. No, vabbè, comunque, tornando in argomento... Infatti il povero Izco non è campione di d'Europa. A me fanno ridere tutte e due. Riconosco più vicina, ovviamente, la comicità di Boris, perché cioè, a me bucio de culo, cagna maledetta, cose del genere, a me mi fanno ridere, cioè, nel senso, come mi fa ridere... Però, cioè, mi fa ridere di più, effettivamente, un cagna maledetta di pollice o alluce. Molta della comicità di Scrubs è dovuta anche alle visioni che ha JD. Che non... No, vabbè, a me piacciono. Cioè, a me piacciono. Però, secondo me, servono anche molto a caratterizzare il personaggio. Le gag dell'inserviente sono bellissime. La comicità di Cox è bellissima. Però dall'altra è veramente una mitragliatrice. Quindi dai, mettiamo sulla mitragliatrice. No, Livio. 74. Quindi Boris al 74%. Io voto Boris. Livio? Boris. Anche lui vota Boris, prego. Prossimo.
Tum, colonna sonora. Colonna sonora. I'm no Superman. Allora, la sigla di Scrubs è molto meglio di quella di Boris. Però quella di Boris non è male, però. No, c'ha quella frase iconica perché l'hanno fatta gli. Come si chiama? Elio le Store Tese. Sì, 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 no, ma è carina. Però quella di Scrubs è fighissima. Sì. E poi in realtà mi ci sono concentrato stavolta perché l'altra volta appunto era. Perché poi per parlare di tutte le host durante le puntate invece è un po' più difficile. Quindi le puntate che mi sono rivisto ho cercato di concentrarmi un po' su sta cosa. Allora, secondo me le host da sitcom sono invecchiate male di Scrubs, cioè proprio quelle musichette che dovrebbero servire per accompagnare. Gli intermezzi. Sì, sì. Nelle stagioni dopo sì, cioè, le fanno sempre di meno. Però sì, è vero che specialmente nelle prime. Sì, un po' così. Tutto un... sì, quelle cose lì, oppure. Però ci sono proprio delle belle canzoni in Scrubs. In Boris non mi ricordo belle canzoni. Mamma, forse non ci stanno nemmeno. Cioè, allora, è più pulito. Cioè, appunto, non ci sono quelle musichette del cazzo che mi cringiano un po'. Perché secondo me è anche stato fatto dopo, quindi è proprio un modo di fare le cose. Anche se ci sono anche nella nona stagione le musichette del cazzo ad accompagnare. Però effettivamente c'è un po', cioè secondo me c'è più cura nel. La stagione non esiste. No, la stagione non esiste. Che cazzo di ragionamento è questo? Non l'ho capito. La stagione non esiste. Ma che cazzo dici? Vabbè, ma è come chi dice non esiste la nuova trilogia di Star Wars. Cioè sì, episodio 9 non esiste. Io invece lo rivendico come una cosa che esiste e fa cagare. È palesemente uno spin-off che hanno rivenduto come nona per vendere di più. Ma all'atto pratico l'episodio è un sequel, cioè proprio un sequel. Sì, molti anni dopo con loro insegnanti che appaiono ogni tanto, ma i protagonisti sono i ragazzini. E quello è uno spin-off. No, poi non è così tanti anni dopo, Pochi anni dopo, perché c'è la tizia. Qualche anno dopo. No, la bionda c'è già nelle ultime stagioni di Scrubs. No, ma i personaggi ricompaiono. Quindi non è tanti anni dopo. No, un po' dopo. Sarà 5 anni dopo. Vabbè, comunque per me la nona. Cioè il finale è la 8. Poi il resto. Posso dire che questo ragionamento del cazzo non esiste manco l'ultima stagione C'era una volta, perché cambiano i protagonisti improvvisamente. Però quella è l'ultima stagione C'era una volta. Anche perché quella è l'ultima stagione, non perché lo poi so, non l'ho vista. No, il concetto a base è lo stesso. Quella è l'ultima stagione perché hanno provato a fare un cambio per cercare di dare linfa nuova al prodotto. Ha fatto cagare, serie finita. Stesso ragionamento per Scrubs. Hanno provato a fare un qualcosa di diverso per portare avanti il prodotto, tipo un risciacquamento in Arno. Non ci sono riusciti, la serie è morta perché quella nonna ha fatto talmente tanto cagare che hanno detto, va bene, abbiamo fatto una bella cosa alla fine alla 8, non la sporchiamo facendo una decima ancora più di merda. Ma nonna non è canon. Ma come non è canon? Vale, non esiste. Adesso vado su Scrubs, vediamo se mi dice che le stagioni sono 9. No, sono 9. Esatto, sono 9 le stagioni. Ma che cazzo dici, Merconi? Ma come ragioni? Allora, facciamo così. Per me non esiste. Va bene, questa che è una cazzata, ti piace? Però ha senso. Il suo essere una cazzata, questa l'accetto. Sì. O ha senso o è una cazzata? No, è una cosa da fanboy, è una cosa da fanboy. Questa è una cazzata. Non è una cosa a casa mia sono 9 stagioni. Allora, il cherry picking è una cosa da fanboy. Cioè, il scegliere tu su cosa tenere di buono di una cosa che stai valutando è da fanboy, perché tu dici la cosa che fa cagare di quello che voglio valutare bene, faccio finta che non esiste. Ma lo voterei uguale, cioè, il fatto che ci sia la nona o no non mi cambia un cazzo nelle votazioni. Questo è strano, perché dici che fa cagare uno però. su 9 stagioni. Vorrei ricordarti che Game of Thrones ultimamente siamo arrivati alla merda a 12 episodi. Cioè, sono 12 episodi che non sono piaciuti su 8 stagioni. E è una merda. Game of Thrones è una merda. Ah, le due una stagioni merda. Finali fanno cagare. Però esistono. Sono 12 episodi. Cioè, e nell'ottava c'è proprio il finale. Cioè, poi c'è un continuo dopo, tipo spin-off con altri personaggi. Cioè, è diverso. Game of Thrones è proprio là. C'è poi la trama che continua direttamente. Se la interrompi alla sesta, non c'è un finale. Questo è. Vabbè. Comunque ripeto: nelle votazioni mi cambia un cazzo. Voto Scrubs. Questa che sta. Ah, le musiche. Vabbè, sì, le musiche, certo.
Valerio Marconi. Ma beh, sì, grazie, sì, per scrapso, dai, su. Normale, che cazzo devo da sto fanboy del cazzo. Adesso poi controllo come vuoi. Ma guarda, l'ho già detto all'inizio. Cosa? Che era un fanboy? Che era un fanboy? Ma sì, ma io ti ho detto, e secondo me Scraps è la sitcom più bella di tutti i tempi. È normale che per me vince il 90% delle volte. Dall'inizio. No, 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 è il contesto che sia la verità. E dimmi una più bella. Secondo me non c'è. Secondo me. Vabbè, allora dipende più vabbè, se parli esatto, sì, stavo per dire quello. Secondo me sì, manco per il cazzo, sì, Big Theory più bella di Scraps. Ma pure Boris non è meglio Scraps. Lo sto vedendo. Secondo me è più bella. Remontata, cioè, Marconi. Se devo scegliere cosa riguarda a me, sempre Boris. Marconi 4-4, siamo ai supplementari, vai Marconi, che è il prossimo? E vai, sarà meme. Tum, bascia, meme. Perde Marconi questa l'hai perso. Vai avanti. Qui c'è solo una persona che sta cercando di non menarti. E quella persona è quella che prima o poi. Signore, voglio fare Padre Frediano. Il fatto che tu lo sappia a memoria. No, vabbè, io so di qua. Vediamo. Dai, meme. Cagna maledetta. Io dico solo una cosa. Sì. Dico solo una cosa. Il meme più usato della storia di internet. Detto questo, sì, vabbè, va benissimo. Cioè, che ci sia un meme Boris su 180 episodi. Ah, e poi, attenzione. Esattamente, Gauss. Questo è prima dell'internet mania. Questo arriva adesso. Detto questo, liberi di fare quello che volete. Ma dai, ma sei serio? Cioè, sono molto serio. Ma questo cagna maledetta. Non è cagna maledetta. Il meme più usato al mondo? Anche se fosse uno, questo sarebbe una cosa da analizzare. No, vabbè, ma io lo accetto. Dimmi un meme di Boris più usato di quella canzone. No, ma io lo accetto. Vabbè, no, questo è soltanto una questione di celebrità della serie. Cioè, perché Boris è una serie che rimane in Italia, e quindi i meme fuori dall'Italia non diventano virali perché è una cosa italiana, ma all'interno dell'Italia i meme di Boris negano tutto, cioè, nel senso, la gente parla con i meme di Boris, cioè tutti quelli che hanno visto Boris, allora, parlano con i meme di Boris. Io vi dico solo che da quando vi conosco soltanto lui ha detto una volta, no, due volte ha citato Boris. Ma che due Dio, magari perché non ma ce n'era quante altino. Volte cito guarda io il qua lui c'è ci soltanto piace la merda. No io la cosa qua c'è soltanto una persona Basito. F4 Basito, sì, viene detto in costruzione anche da me stesso, ma la frase del qua c'è soltanto una persona che sta cercando di non menarti ed è la stessa persona che poi alla fine ti menerà. La dico in continuazione. No, la dice Maggi. No, perché tu senti Maggi. Trovami allora una clip dove pensi, lo dici. Ma non lo so, ma trovate la voce. Trovami una clip in cui la dico. No, sei tu che dici ma che lo dici. Ma chi ti devo andare a vedere le clip di ultima. Ma no, bravo, ma infatti non mi interessa. Sì, che ha due polli per rotta ascolta. Ma pure Merdu. Questa ma pure Merdu, cioè l'avrò detto 6 volte da quando è uscita la cosa. Cagna maledetta, lo dici in continuazione. Maledetta. Ma sì, ma allora, questo è allora. Voi siete cresciuti insieme. Sì, sicuramente. Ok, siete cresciuti insieme. La cosa di Big Bang Theory, de Futurama, de Boris, sono cose che vi siete passati e quindi pensate che la realtà del mondo sia quello che... Ma posso dire che non è che io e Maggi parlassimo. Fammi finire di parlare. Okay, vai, quindi continui. Voi siete cresciuti con sta cosa e nel vostro gruppo di amici si è formata una determinata... Scusami, smarmella. Sì. Si è defilata un certo tipo di comicità. Nel mio gruppo, ad esempio, non era così. Nel mio gruppo, magari, si citava tanto Richard Benson. Da voi no. Cioè, però poi dite, Richard Benson, ma chi sei in culo? In realtà... No, cioè, esatto. Però, visto che tu stai facendo un'assunzione... Tutte persone che dicono... Allora, se tu calcoli, Melt, la realtà del mondo, allora voti Scraps. Se vuoi la realtà dell'Italia, puoi votare anche... No, sicuramente. Non puoi votare anche cosa. Votare anche cosa. I meme in Italia... Cioè, sono i meme in Italia. Cioè, in Italia la gente mema su Scraps. Sì. Ma vai a cagare. Ancora adesso. Cioè, il fatto che ancora adesso, sia, a distanza sia, di 10 anni, fammi che... finire di parlare. A allora distanza... che sta a parlare. Vai. Grazie, visto che devo rispondere alla cosa che hai detto prima. Bellissimo Boris, la migliore sitcom della storia. Carina questa voce. Il fatto che tu nel tuo gruppo di amici memassi su Richard Benson lo sappiamo tutti.
perché tu parli soltanto con me, Richard Benson, quindi non è difficile da capire. E infatti, se ti posso dire, se quello che dici tu fosse vero, ovvero che io assorbo i meme che mi vengono dagli altri, io dovrei pensare che Richard Benson è incredibile, perché bella Luca Matteo, bentornato, un anno, cazzo, oh wow, un anno. Ranchesse, perché la persona che mi ha provato di più a inculcare dei meme sei tu, nella mia vita. Cioè, nella mia vita, la persona che mi ha provato a inculcare più meme sei tu. Quindi dovrei essere più affine ai tuoi meme. Perché io e Maggi non abbiamo mai. Io non ancora sapevo che a Maggi piacesse di Big Bang Theory. Non lo sapevo. Cioè, io fino a che non abbiamo iniziato a fare questa cosa, non lo sapevo. Cioè, non ne abbiamo mai parlato. Non abbiamo mai parlato di Boris, non abbiamo mai parlato di Futurama. Cioè, proprio zero di queste cose. Io e Maggi non abbiamo mai. Ma perché allora, nel nostro Futurama, gruppo non si parla di. Allora, si parla di calcio. Se ti rivedi la live con Tri Simpson. Però dai, la maglietta di pera col Bender che ti offender. Può essere capito. Ok, è vero, sì. Bender che ti offender lo usavamo nel nostro gruppo. Bender che ti offender, sì. Ma sì, ma si vede, cioè, ma è normale, ma è normale, no, cioè, se chiami qua Andrea Zoppo e Pirro, la pensano diversamente. No, però quello che ti sto dicendo è che nel nostro gruppo di amicizie si parlava tantissimo di calcio, di sport in generale, che so, ma guarda, ovviamente si parla di più di discoteca no, a parte Boris neanche ancora. Quello che ti sto cercando di dire è che io riconosco il fatto che l'essere cresciuti insieme vi hanno dato dei gusti simili. Posso dire che molte persone in chat stanno dicendo Simpson contro Futurama, dal mio punto di vista è follia che vinca Futurama, però voi avete votato Futurama. Big Bang Theory contro Meteor Mother per me è follia, però avete votato Big Bang Theory. Un conto è che abbiamo dei gusti simili. Ci avete i gusti simili perché siete cresciuti insieme. No, secondo me è il contrario. Siamo cresciuti insieme perché abbiamo dei gusti simili. Cioè, le persone si attraggono. Non è vero, perché stiamo insieme qua, noi tre, e non abbiamo gusti simili a quanto pare. No, ma infatti, nella mia vita, Livio è un... l'eccezione conferma la regola. Comunque, scusa, cioè, posso dirti, cioè, che Livio in chat non c'entra niente. Io i meme di Boris li conosco anche senza aver visto Boris. Trono usa i meme di Boris in continuazione. Allora aspetta, allora ascolta. Quindi non è solo noi due, eh? Ascolta, se mi dici ad esempio qual è il meme che ti piace di più, io voto Boris. Perché effettivamente a me i meme di Boris mi fanno più ridere dei meme di Scraps. Ok? Se contiamo ci sono due parametri che vanno presi in considerazione, secondo me. Detto questo, voterò Boris. Va bene, non mi cambia un cazzo, tanto ho perso uguale. Personale l'hai preso. Scraps ha perso uguale. Ci sono due fattori da tenere in considerazione. Uno, quanto sono stati usati nella storia. Due, l'età della cosa. Perché se esce LOL e c'è Frank Matano che fa una cosa, quello è il meme più che vedi di più. Però perché è uscito adesso? Magari se Scraps fosse uscito adesso ci avrebbe una cosa diversa. Boris è molto più recente, è normale ci siano più meme. Però, non scusa, ci stanno i meme su Friends, perché Friends è uscito prima. Fallacy, io chiamo la fallacy. Questo è lo stesso discorso con i personaggi secondari maschili. Il fatto che da un lato ci sia un grande personaggio, io non lo so se Scraps, il meme di Scraps è il più forte al mondo, ma ammesso non concesso che lo sia. Il fatto che ce ne sia uno, che è il più grande di tutti, non vuol dire che giudicando. Sì, cioè, Lillo è un meme del cazzo, eppure è stato iperusato. Beh, però non l'avrei votato. Cioè, ecco, se qua mi metti Sol Lillo come meme da votare, non te lo voto. Cioè, perché è un meme che mi deve essere piaciuto a me, no? Quanto la gente. A me mi frega un cazzo di quanto la gente. Io, i meme che mi piacciono infatti, a me. Infatti, quello che sto dicendo io. Se. Perché, attenzione, perché qua si va a sforare un attimo a dei cavilli. Allora, tocca capire bene. Qua uno deve votare quello che ti piace di più o quello più usato. Allora, io te lo dico, da quando abbiamo aperto questo canale tu continui a rifarmi. No, perché la ringa, ad esempio, per Big Bang Theory e Bazinga la usavano. Io tutti. Voto se no, questo al massimo lo dice Maggi. Io no, voto sempre, io voto se no, poi è quando si degenerano le discussioni. Io voto sempre quello che piace di più a Melia. E quando do un voto lo do in base a quanto apprezza Melia quella cosa. Sei tu che ti fai i castelli del cazzo. Boris esce ancora adesso, imbecille, no, di un mento. No, non ti cazzate, perché là consideriamo anche quando è uscita la nona di cose. No, e tu considera le prime tre stagioni e le prime otto. E è uscito comunque prima di Boris. Mo vediamo, infatti sto andando a vedere io. Sto andando a vedere quando sono uscite. No, ma ripeto. Vai, vuoi dirmi che è uscita prima, dopo Scraps della quarta stagione di Boris? Vuoi dirmi questo?
dimmi questo, vediamo. Vai, vai a guarda vedere. Che, la quarta che... stagione è uscita quest'anno. E lo sai che... No, 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 lo sai che la terza stagione di Boris è uscita lo stesso anno dell'ottava di Scrubs. E quindi? E quindi vuol dire che sono uscite lo stesso anno. E ti non dico un'altra capito, cosa. No, no, capito. No, stiamo parlando di meme. Stiamo parlando di meme. Quanti meme usi della quarta stagione di Boris? Visto non che tu capito. Parli... No, no, io ho capito, sei tu che hai capito no, che, che sei stato non affondato. Non hai capito, dimmi, no. Dimmi. Allora, il fatto che l'ultima stagione combaci con la prima non vuol dire niente, perché la gente quando esce la seconda... Altri si vanno a rivedere la prima e riescono i meme. Non hai capito, non hai capito. L'ultima di Boris, l'ultima di Boris coincide con l'ultima di Scrubs. Ottava stagione di Boris, ottava stagione di Scrubs e terza stagione di Boris sono uscite lo stesso anno. Non la guarda. Quarta e la nona l'abbiamo lasciate fuori. Ma ti dico, anche contando prendi quelle... Prendi pure la quarta e la nona, no, alla, cioè, okay. Ma ti sto venendo dietro, perché stai cercando di difenderti. Va bene, io ti faccio difendere, ti concedo la difesa. E ti dico che della quarta stagione di Boris non ci sono meme. Cioè, ci sono meme, ma non sono quelli più usati. Quelli più usati sono della seconda stagione di Boris. E la seconda stagione di Boris è uscita nel 2009. Ok? Allora. Che è quando Scrubs era ancora in produzione. Quindi questa storiella del fatto che Scrubs c'era quando non c'era internet è una cazzata, perché... Prendi, Gaussia, la nona la prendiamo in considerazione, va bene? Siete contenti? La prendiamo in considerazione. No, ma è uguale, non stiamo parlando dei meme. I meme, i meme di Boris sono del 2008-2009, ok? I meme di Boris sono del 2008-2009, che è quando Scrubs era ancora in produzione. Si è concluso. Quindi... No, perché vabbè, nel senso, nel 2010 si è concluso Scrubs, che è lo stesso anno in cui si è concluso pure Boris prima di fare l'ultima l'anno scorso. E, ma quei meme, i meme di cui parliamo noi, sono gli stessi che potrebbero essere la stagione 6, 7, 8 di Scrubs. Sono usciti nello stesso periodo. Quindi, vabbè, ma ci può stare, okay, dai, ci può stare. Meno male, grazie. Ma tu li usi, quali sono i meme di Boris, di Scrubs che usi costantemente tutti allora, i giorni della tua vita? Tipo il meme della canzone, cioè un meme che si usa nei video. Poi? Quello è, io non uso meme il meme di Scrubs, infatti. E questo è lo stesso ragionamento di prima. C'è una persona che non ti ascolta. Ok, a due pollici, Livio. Due. Ce ne stanno. Due. Mo me li rivedo. Vabbè, così dai, su. No, dai. No, mo me li rivedo. La bellezza del meme è che tu te lo ricevi. Cioè, tu ce l'hai talmente tanto. Un cazzo. Dai, vabbè, questa però è una scusa che usi quando te fa comodo. Sì, vabbè, oltre al fatto che tu Scrubs l'ho visto 8 volte. Quindi. Ma io ripeto, è quello il concetto. Cioè, io ripeto, se mi dici qual è quello che ti ha fatto più ridere di meme, Boris. Cioè, sono d'accordo. Ma io ora io se mi dici quello più usato nel mondo. Scrubs, vabbè, per forza anche di cose. Ma io che tu mi dici che quella musichetta è usata in tutto il mondo. Cioè, non è mi sembra detto una cosa va così benissimo. Che Trono musichetta... ha sempre usato i meme di Boris. Sempre usato i meme di Boris. Trono. Sempre usato i meme di Boris. Trono. Vabbè, ma chi se ne frega? No, sto rispondendo a DVD. Che DVD dice che stiamo usando i meme di Boris adesso perché è uscita la quarta. Cazzata. Ma che cazzo stai a dire? Proprio cazzata questa. E rispondo anche all'altra cosa che ha scritto DVD prima. Se due persone hanno interessi in comune, anche se non lo sanno, probabilmente si attraggono perché hanno anche altre cose. Cioè, gli interessi in comune spesso sono una derivazione del tuo essere, ok? Quindi, ad esempio, io che non sapevo che a Maggi piacesse The Big Bang Theory e piace anche a me, l'abbiamo scoperto adesso, dopo 15 anni che ci conosciamo, ma probabilmente quello è figlio del fatto che ci siamo trovati come persone e come persone che si trovano hanno un'impostazione mentale per cui gli piacciono cose simili. Ok? E infatti anche Livio ha molta più vicinanza su queste cose con altre persone rispetto a che con me. 19. Cosa 19? 2004. Stai dicendo cosa numeri stai... a caso? No, che lui ha detto 15 anni che ci conosciamo. Ah, 19, okay, sì, perché sì. Perché il primo anno di liceo era 2004. Va bene, sì, no, è di più di 15 anni. Tacito Marconi. È quasi domani, facciamo il ventennale. Schifo Marconi. Ma che ho Marconi, detto adesso? No, stavo pensando che un anno di conoscenza tua già ci ho rivolto a stomaco. Ma in realtà è già dall'inizio. Ma Livio, Livio eri simpatico Flavio. Prima. Livio ha superato simpatico. Flavio? Dipende, allora, dipende da che punto di vista. Allora, dipende da che punto di vista guardi. Non so che cosa è successo con Flavio. Flavio è il motivo per cui Maggi va in palestra. Ah, vabbè. Devo dire che tu sei una bella spina al fianco. Un bel rompicazzo. Allora, sulla Roma no. Sulla Roma ancora sei indietro. Sulla Roma. Flavio è molto più tifoso. Sì, sulla Roma ancora no.
Però su tante cose sì. Effettivamente, mo ci penso. Io dico a Flavio, Sì, ma l'hai conosciuto sicuro, Flavio? Sì, sì, no, l'ho conosciuto pure Capodanno. A coso? A Capodanno. Qualche mese fa l'hai conosciuto. Cioè, l'hai conosciuto, l'hai visto l'ultima volta due mesi fa. A casa di Emo c'era pure Flavio. 2 o 3 mesi fa l'hai visto. Non mi ricordo. Pera e Flavio c'erano. Non mi ricordo. Ti ricordi Pera, non ti ricordi Flavio? Da Emo. Da Emo. Madonna. C'era Pera. No, Pera sì. C'era pure Flavio. È quello che è arrivato dopo perché aveva preso la via sbagliata e è andato in culo ai lupi. Sì, no, sta cosa me la ricordo, non mi ricordo. Vabbè, non c'è in... È greve, eh? Molto per ci può stare. Non mi ricordo proprio che ha partecipato alla serata. Lì, è male, stai andando sul viale del tramonto. No, io mi ricordo però. A ma coso. C'era Arianna. Io mi ricordo a coso, no. Sì. Vabbè, intanto metti la prossima cosa, dai. Mi ricordo... No, non c'era. Bravo, non mi c'era. Ricordo, mi ricordo... A coso? A... Peccato che Arianna c'era però. Sì. E mi ricordo a coso, come si chiama? Dai, sul Lungotevere. Sì, sì, Tevere Expo. Al Tevere Expo. Okay. Quello me lo ricordo. Non so perché. Quindi Oscar, l'ha messo l'Oscar? Sì, sì. Chi devi votare, Merconi? Boris. Gli ha dato il contentino. Sì. Prossimo. Come sì, abbiamo sì. conosciuto Livio? Livio l'abbiamo conosciuto perché andava a scuola con mio fratello. No, io non lo conoscevo lì. E quindi poi abbiamo cominciato a giocare insieme a LOL prima. E poi a un certo punto Dodo l'ha portato a giocare a D&D. Perché stavamo iniziando una campagna e non so bene la dinamica. Forse lui voleva provare a giocare a D&D o forse Dodo gli ha detto oh, dai via a giocare, via a giocare. Quindi l'ha portato e da lì abbiamo cominciato a giocare insieme. E poi... l'ho fatto conoscere a Maggi. Che culo. Ma io Maggi già l'avevo visto. Sì, mi sa. Vabbè perché poi quando uscivi con noi magari sì. è capitato. E se tipo, a Tromborama se magari. Sì, sembrai Bruno simpatico. Anche lì che diceva così di me. Sì. No, all'inizio Francesco, perché il problema di Francesco è c'è anche Dodo, però Dodo arriva prima. La cosa che tu lo conosci e dici dai, ammazza, questo ci sta dentro, e poi invece te fai esaurire di testa e dici porca puttana, non ci ho capito un cazzo, ma perché non mi sono fatto? È stato circuito. Sì. Dodo uguale, all'inizio lo conosci, dici i primi 5 minuti, dici vabbè interessante, poi sembra dopo 5 minuti dici no, un coglione. Lui arriva dopo però, arriva dopo, lo maschera meglio. Va bene, vai, penultimo. Oh, boom! Migliore episodio. Allora, perché sul funerale? Perché è l'episodio migliore. No, su me il finale. Però vabbè, scegli quello che ti piace a te. Ma come anche di Boris. Allora, io di Boris per migliore episodio ero indeciso tra uno di quelli con Guzzanti, che secondo me sono quelli più divertenti. No. Però ho deciso di mettere la 2.6 perché secondo me rappresenta appieno quello che vuole criticare Boris. Cioè, che cos'è Boris? Cosa sta cercando di dirti Boris? Che è la puntata, non so se ve la ricordate, in cui c'è l'unica puntata in cui ci sono sia René che Glauco. E già questo vale la pena, perché Glauco secondo me è un personaggio incredibile. Ma che devono mettere le pubblicità occulte negli episodi, cosa delle merendine, senza che se ne esatto, quella delle merendine, senza che se ne accorga Stannis, perché sennò vuole la percentuale Stannis. Ed è bellissimo. Beh, a parte che è molto divertente, ma poi è proprio questa la crisi. Cioè, stanno a fare una serie in ospedale e te devono mettere la merendina. La merendina, che cazzo c'entra la merendina? Però ci hanno i soldi, tocca a mettere le merendine. E quindi poi tutte queste cose super goffe, che loro stessi lo sanno che stanno a fare una merda. Cioè lo capiscono che è veramente una schifezza quello che viene fuori, però lo devono fare perché così va il mondo. Mentre cercano di inculare l'attore che vorrebbe inculare a sua volta, ma non ci riesce perché non se ne accorge loro, cioè è tutta incularella, che alla fine è quello che vogliono dirti in Boris, e in tutto questo è anche molto divertente, quindi secondo me ci sta a metterla come migliore puntata.
No, invece, vabbè, io te lo dico dopo. Io penso che la decima puntata più bella di Scraps sia più bella della più bella di Boris. La decima puntata di Scraps? Qual è la decima in ordine di bellezza. Ma qual è la decima di Scraps? No, in ordine di bellezza, se tu fai una scala mentale delle puntate più belle, secondo me sta intorno alla decima la puntata più bella di Boris. Secondo me le puntate di Corrado Guzzanti, non c'è nessuna puntata di Boris che di Scraps che fa ride come quelle. No, nessuna. ridere ho capito, ci può pure stare. Allora, però c'è, allora, la 3x14 è proprio, ci fanno ancora gli articoli su questa puntata, per quanto è bella. Se voi andate a cercare 3x14 Scraps, su un'altra cosa, ancora degli punta articoli sulle emozioni. No, certo, però vuol dire che è proprio una puntata, è incredibile. Il colpo di scena finale è da strapparsi il cuore, probabilmente. C'è la puntata della rabbia, che è bellissima. C'è la puntata della donna che viene infetta prima di uscire e poi muore, che è incredibile. La puntata dei tre pazienti che ho detto prima. Il finale. Il finto finale. Posso dire che però tu, allora, ok, no, ci sta, però tu prendi soltanto, cioè, nel senso, stiamo parlando di sitcom e tu prendi soltanto le puntate in cui te l'ho c'è detto, il dramma. È quello il fatto. Secondo me questa cosa però perde un po' di senso. Detto io. Cioè, praticamente le puntate migliori parliamoci sitcom chiaro. Comicità abbiamo già messo. Se poi volete, no, perché fa più ridere. No, aspetta. Vabbè, allora, ok, facciamo così. Allora, io voto quella di Scraps. Secondo me pure è meglio quella di Scraps, ma per tutta, insomma, una costruzione. Il finale di stagione 4 di è quello più bello. Quella è l'unica cosa che si salva veramente tanto in stagione 4, ma perché è morto Torre. No. Quindi loro fanno tutto, fanno finalmente Amico Mio, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati al cinema, abbiamo fatto il successo. Io invece penso, cioè, secondo me la stagione 4 è bella. Però il finale c'ha tutto un senso, perché è il finale con Maggia Torre. Ma perché quello è l'unico momento in cui c'è anche lì emotività. Cioè, esatto, ma perché è facile imparare con la morte? Non ti vuole dare, cioè, ti vuole fare le critiche, la satira, le risate, cioè, non ti vuole mettere il dramma, l'emotività, cioè, è raro. Anzi, a volte magari parlano un po' di problemi personali, così, però sempre, insomma, più con introspezione che con il tentativo di farti scendere la lacrima. Sì, perché è morto Torre, e quindi loro hanno voluto omaggiare il loro amico morto, dicendo questo, ce l'abbiamo fatta. Sì, ma poi è molto bello anche il plot twist, cioè, nel senso, il fatto che c'è il tizio, ma si vede, cioè, loro lo vedono, gli altri non lo vedono, ma non capisci. Sì, sì, poi sì. Piano piano comincia e dice, ma perché, eccetera, eccetera. Cioè, è figa, è costruita molto bene quella cosa. Però anche lì, secondo me, quella è più una questione di trama, di sceneggiatura, diciamo, anche orizzontale, capito? Che funziona in Scraps. Però sicuramente la puntata drammatica ci sta, cioè, la puntata drammatica ci sta, è tra l'altro è fatta bene, è figa, effettivamente è, ti fa provare delle emozioni forti. Però quello che dico io, che esulando da questo che ti ho detto, già dato il voto, è che secondo me, se tu te guardi Scraps per il dramma, cioè, forse dovresti guardare qualcosa di drammatico. No. Mamma mia, che cazzata che dici. Cioè, no. Cioè, se tu l'unica cosa che ti ricordi di Scraps, cioè, se tu mi dici le puntate migliori di Scraps, me ne nomi 5, sono tutte 5 drammatiche. Boh, cioè, nel senso, poi ognuno se guarda. Una delle puntate preferite di Ometto il Madre è il funerale di Marco. È il funerale, ma perché a Livio gli piacciono quelle in cui piagne sempre, cioè, in tutte le cose piagnone che si guarda, lui non è un piagnone, no, gli piacciono le cose che gli fanno provare delle emozioni forti, che però emotive. Sì, che però è strano che lui le ricerchi sempre nei sitcom, capito? Cioè, non lo so, poi ognuno fa come cazzo gli pare, cioè, però è come se io cerco il jumpscare nella sitcom. Boh, magari per sbaglio lo trovo, però, cioè, nel senso, non è quello l'obiettivo. Come no? Ti difendi da queste accuse, Lerio Mercogna? Ma non è un'accusa. Scraps è tutto, cioè, se tu pensi che Scraps sia comicità solo perché si chiami sitcom, non hai capito Scraps. No, io non sto dicendo... Scraps no. È... profondità. No, però lui dice quello che piace a te. No, io non sto dicendo quello. No, io, perché allora, la puntata del questa funerale, è una risposta facile. La puntata del funerale è divertente e poi ti dà la mazzata finale. Cioè,
Io, perché il pezzo ovviamente che mi rimane più impresso è quello che mi fa commuovere, ma penso sia normale nella, nell'umano. Sì, cioè, sì, però quello che la dico... La cosa che ti fa ridere non dici, wow, mamma mia cosa mi ha lasciato, no, ti ha fatto ridere. No, Scrubs ti lascia una cosa pesante, una cosa ma forte. Ma perché? Beh, una cosa che fa ridere non ti può lasciare niente, io non ho capito sta cosa. Che fai? Cerchi nelle sitcom che ti lasci qualcosa? Allora a sto punto vediti i film concettuali, scusa, ma che vuol dire? Cazzo dici? Ma uno la sitcom se la vede per ridere. Ma ti può lasciare qualcosa la risata? Cioè la risata ti lascia un bel ricordo, magari tu lo rivivi mentalmente quando sei triste. Un ricordo di qualcosa ti fa anche ragionare. Allora, questo è perché a te piacciono più le cose tristi, ok? Cioè, però questo è un gusto tuo. È una cosa che ti fa pensare. Cioè, per dire, il finale di Scrubs è triste? Scrubs è triste, il finale di Scrubs è malinconico. Non diciamo. È triste. Malinconico. Sì, è malinconico. Cioè, non muore nessuno, quindi non è così. Vabbè, so i feels, cioè, nel senso, rivedi tutti quanti i personaggi delle stagioni. Ok, è una cosa che abbiamo vissuto un'esperienza tutti quanti insieme, che comunque sia funziona in quasi qualsiasi opera. Cioè, se tu fai la passerella finale alla fine di un'opera che ti ha accompagnato per anni... Cioè, tendenzialmente funziona, perché se un tizio se l'è guardata tutta e gli è piaciuta, rivive le emozioni che gli sono piaciute nella passerella finale, ok? Per fare un sondaggio? No, è vero, niente. Che è successo? No, ho scritto un posto così. Vabbè, tanto lì io vado a Scrubs. Ma sì. Però ma ti ripeto, secondo me ci stanno almeno 10 episodi molto più belli. Sì, però è ben chiaro che... Boris, nel coso. Ho visto male, forse. Vinto Scrubs. Vinto Scrubs. Non ha vinto Scrubs. Ho letto male. Hai scritto male. Vabbè. No, aspetta. Allora. No, ho letto male. Ha senso che Scrubs diciamo che resti a imbilico tra comicità e dramma, ok? Perché non è stato così. Non è una roba solo comica, ok? Quindi ha senso che sia così. Io stavo parlando con Livio. Cioè, Livio mi dice quali sono le puntate più belle, cioè vai da uno, gli dici guarda le puntate più belle, gli dici le puntate, se guarda 5 puntate che sono le più drammatiche della serie. Per me la prima, per esempio, penso... la prima puntata di Scrubs è bellissima. La prima puntata è bellissima, non c'ha scene drammatiche, okay. Però c'è un plot twist finale che è fighissimo. Perché quello che io mi basavo su quelle che hai nominato prima. No, certo, okay. No, però, dico come man mano che mi vengono in mente. Oh, Merconi, 5 vari. Merconi, siamo alla vabbè, ora dici della chat praticamente. Siamo alla resa, mamma mia, che cagazzo. No, vabbè, è incredibile. Siamo alla resa, dei conti. Chi voti? Io lo dico già. L'avete già detto. Ma io non mi ricordo neanche qual è. È il miglior prodotto. Quello sta di che decide. Siamo arrivati alla fine. Non mi ricordavo che eravamo arrivati. Decide la chat. Allora, io dico. Convincili. Ma non è che allora. Adesso parli per primo, non fai check? Faccio check, come mi pare. Ah, stavi parlando. È che hai cambiato strategia, mi è sembrato strano. Ho cambiato strategia perché già avete detto che cosa avreste votato. Vabbè, ma magari adesso dico una stronzata e la gente mi dice anche io. Ma anche tu già detto cosa avresti fatto. A parte quello. Esatto. Quindi non ho più, non devo più fare check. Prima era per testare. Ah, adesso no. Adesso vai. Le carte sono scoperte. Prego. No, allora, se io devo pensare a quello che mi ha lasciato Scrubs, cioè Scrubs è una cosa che mi ha accompagnato per tutta la mia vita. È una serie che mi ha insegnato tantissimo. Dall'amicizia al senso della vita, al senso della morte, alle relazioni interpersonali che ci stanno da personaggi che all'inizio magari odi e poi inizi ad amare. E secondo me è una costruzione che va solo a salire, migliora sempre Scrubs fino ad arrivare all'apice del finale. Secondo me è la serie, la sitcom migliore di tutti i tempi. Io amo How I Met Your Mother, ma secondo me Scrubs è meglio pure di How I Met Your Mother, perché siamo proprio su livelli diversi. Boris, io la reputo un ottimo prodotto, ma proprio ottimo per l'Italia, me coglioni ad avercene di Boris, però ragazzi, secondo me va proprio a livello di qualsiasi cosa, a parte forse la comicità che noi magari sentiamo più nostra. Ho capito, però è una sitcom, cioè nel senso... io capisco, lo capisco, però quello che dico io è per dire, a me mi ha fatto ridere pure Scrubs, a me mi ha fatto ridere, mi ha fatto piangere, mi ha fatto provare decine di sensazioni diverse, cosa che Boris mi ha fatto ridere. Sì,
cosa ti ha portato a casa? No, niente. Beh, niente, perché forse non ti interessa. No, forse niente, non ti interessa, però mi ha dato però molto questo, meno questo, di Scraps. Invece, questo ti rispondo io. Ti ha dato di più Boris di Scraps. Non hai capito? Boris non è una sitcom, è vita vissuta. E lo sai perché, lo sai quando l'ho capito? Ma, no, no, cioè, ma certo, no, ma come Scraps. No, 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 aspetta, no, no, no. Boris è vita perché vissuta. Perché tu non vivi bravo. Esatto. Ma non, il problema è che non sei neanche un regista, ma lo senti più tu perché italiano. No, perché io ci ho lavorato per la televisione e queste cose succedono, dire, io le ho vissute sulla mia pelle queste cose della televisione. Ma vabbè, ma sei una cosa personale. No, aspetta, però non solo te, attenzione, gli stessi attori. Cioè, loro io ci ho lavorato in TV, per la TV, io lavoravo per Forum. Scraps è fatto da attori, non è fatto da medici, ok? Cioè, e loro hanno fatto una cosa in cui parlavano di però quello che facevano tutti piccolo, i giorni. Lo sai che reputano Scraps la serie più attendibile medicalmente di tutte quelle fatte? Ma, sì, vabbè, ma dici medicalmente sulle cose, ok. Sulle sì, cose ma, tecniche, ma sì, anche sì, quello sì, che no, succede però, negli ospedali. Però, io sto parlando a me. Cioè, c'è Simone che è medico, se vuoi lo invitiamo, lui ti dice: Scraps sì. È proprio così. Sì, 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 ma a me, però. Ti dico una cosa, a me. Sì, ma sono attore. Vabbè, giudicate perché quelli sono registi. Della parte tecnica. No, della parte tecnica di entrambi mi interessa poco. Perché non è quello lo scopo. Cioè, io non è che mi guardo Scraps per imparare la medicina, non mi guardo Boris per imparare a girare un film, ok? Cioè, quindi la parte tecnica mi interessa poco. Cioè, sono contento che la fanno bene, ma chi se ne frega. Le interazioni tra i personaggi invece sono le cose che mi interessano. Le interazioni tra i personaggi. I personaggi in Boris, innanzitutto. Non sono, soprattutto quelli principali, sono molto meno estremizzati che in Scraps, ok? Cioè in Scraps i personaggi esasperano spesso, cioè sono quasi tutti esasperati, cioè l'inserviente non esiste, ok? Il personaggio inserviente nella vita reale non esiste. E invece il tizio carico con la pistola dentro esiste, vero? Che fai, che minaccia tutti, dai, ma anche là sono esasperate. No, bravo, ma infatti e Mariano, la scena Mariano... di Biascica che prende i 7.000 euro del straordinario del Biccio, è quello là verosimile che si mette e fa sono guarito, erano i 7.000, no, dai, no, ma è ovvio che è tutto esasperato, sì, cioè, no, è verosimile, ma no, è verosimile che tu verosimile. Che non ti pagano i straordinari, ma no, ma che c'entra, ma se parliamo di relazioni di personaggi, come si comportano i personaggi. Anche là so inverosimile, ma non è vero. No, io ti posso garantire che non proprio cagna maledetta. Io ho parlato pure con allora io ti garantisco con Bibba dice effettivamente è molto verosimile. No, ma io ti dirò di più, assolutamente. No, cioè, ma io non cagna maledetta, ma cioè cagna che non sei altro, l'ho sentito dire ad un'attrice che stava recitando allora per la miglior serie del mondo. No, però c'è la prima cosa che ho pensato, capisco che tu l'ho vissuto. Esatto. Allora, se tu mi dici l'ho vissuto, quindi lo sento questo, più mio, assolutamente. Sì, ma questo però non è detto solo cagna. Questo però deluso, non l'ha sentito. Ma vatti a vedere chi recensisce veramente le cose e poi mi dici Scraps come è reputata nel mondo, e poi dici cioè lo fai sempre. No, ma poi non solo, la butti sempre sul guarda la gente cosa dice. Ma hai capito cosa è successo? Tu hai capito che cosa è successo? A me, dimmi che cosa no, è successo. No, dimmi se tu hai capito io che cosa è successo. Io ho visto che lui ti ha detto che l'hai deluso. E tu gli hai risposto. A che cosa gli ho risposto? Al fatto che l'avevi deluso. Ecco. Quindi per te, tutte le persone che non la pensano come te, anche i critici, le cose, sono deludenti. Ma comunque sia, veramente, ma allivio... Cioè, nel senso, ma un tizio che scrive su cosa mi hai deluso, che tendenzialmente... Mi hai deluso tu. Tendenzialmente è anche mezzo meme, mi hai deluso. Mi hai deluso tu. Cioè, e stai lì a fare... Vabbè. Sì, ma certo, Gaussian, è l'unico che non l'ha capito. Sto triggerato. È lo stesso sto che triggerato. Poi alla fine meneremo. Sto triggerato. È lo stesso sto che poi triggerato perché ogni volta vengo scammato da degli incompetenti. Ma scammato cosa? Siete degli incompetenti. Scammato cosa? Ma ne parleremo. Okay, cioè stiamo parlando... Se o si vota come dici tu o sei stato scammato, ma che ragionamento è? No, allora, a livello oggettivo. No. Diciamo che gente che ne capisce molto più di noi e in generale, ecco, vedi, tra cui me, vedi, quando serve andiamo a prendere i Scraps i guru, è reputata la serie migliore tra le migliori di sempre. Chi se l'incura i guru? Chi se l'incura i guru? Guardo una cosa, decido se mi piace o no e decido chi votare. Il guru non me lo inculo.
Ok? E se ottimismo, che mi frega. E di conseguenza tu devi dire per te stesso, cioè a te è la serie che ti piace più, Scraps. Bene, mi fa perdere fiducia nell'umanità, quello sì. Mi fa perché la gente vota Boris, ti fa perdere fiducia in umanità. Beh, se stiamo a questo punto, allora è finita l'umanità. No, comunque sono stati bravi, 57, non ci siamo arrivati, però siete stati bravi. Purtroppo c'è molto di peggio del votare Boris come sitcom bella. Sì, la gente muore, ci sono problemi peggiori. No, che cazzo stai a dire? Cioè, nel senso, abbiamo visto esempi di votazioni molto peggiori di Boris come serie, come sitcom. Cioè, Boris è una sitcom di Cristo e i personaggi sono caratterizzati benissimo. In 50 episodi, i personaggi di Scrubs, secondo me, che hanno 200 episodi, nella media sono peggio. Senti che ha detto, rispondi Livio, rispondi. Sono frasi di una persona che non si ricorda bene Scraps e che non capisce un cazzo. Va bene, una delle due. Ma no, non credo, Boris. Ma è la stessa cosa che posso dire a te. Queste sono le frasi di una persona che Boris non se lo ricorda e Scraps ha visto otto volte. Il problema, ma che discorso è? Il problema è ecco, mettiamola così. Io sto discutendo, io sono un astrofisico come te, anzi astrofisico, un dicente astrofisico che parla di astrofisica. Un dicente astrofisico. Con un tizio a caso e reputa di aver ragione. Io sono Mark, io sono un Oscarino, dicente letterato. Cioè stai dicendo che tu hai le stesse lauree di Meliador in fisica? Beh sì, effettivamente sì. Però questa l'avresti dovuta fare tu sta battuta, non l'avrei dovuta dire. No, però è per dire, cioè. Ma non ho capito, questa ma non è la terza è la terza volta, succede. Questa tipo, proprio non l'ho capita. Spallucce. Mi è sfuggita questa cosa, cioè nel senso, secondo te, i voti che vengono dati su quanto ti è piaciuta una cosa, li possono dare solo quelli che hanno studiato cinema? Fammi capire. No, se tu mi fai, che ne so. Quello che mi è piaciuto di più, ma io posso essere d'accordo e te è piaciuto di più Boris. Io, certo. Chi sono io per giudicare i gusti? Ok. Ma se nella caratterizzazione dei personaggi o nella scrittura di un prodotto. Ah no, aspetta, fermati. Ma io reputo di capirne più di te di scrittura dei personaggi. Cioè, nel senso, tu ne capisci più di me su regia, tu ne capisci più di me su fotografia. E tu non capisci un cazzo di me di scrittura. Cioè, non capisci cazzo. E quale foglio tu? Di nuovo, sei tu che difendi dietro ai fogli. Cioè, io non giudico le persone per un loro foglio o per ipse dixit. Cioè, tu sei ipse dixit. Allora, ipse dixit è la rovina del mondo. Io ti dico, cioè, le persone si giudicano per quello che dicono. Io non capisco non per un cazzo di scrittura dei personaggi. Tu vai, ma io penso che anche se vai proprio da Pannofino stesso e gli dici: secondo te sono caratterizzati meglio i personaggi di Boris o di Scraps? Lui stesso gli dice di Scraps. Va bene. Secondo me. Poi, troviamo Pannofino. Ma no, tra l'altro Pannofino immagino che anche per una questione di umiltà non faccia il coatto. No, è semplicemente che il Pannofino ne capisce più di me. Allora facciamo così. Allora andiamo da tutti quanti e glielo chiediamo a tutti quanti. Cioè adesso prendiamo tutto il cast di Boris e gli chiediamo secondo voi sono scritti meglio i personaggi di Boris o quelli di Scraps. Vediamo chi te lo dice. No, ma perché cioè, se perdi lì è proprio la disfatta. Hai detto una frase completamente buttata per aria perché dovrebbe andare a tuo favore. Cioè Pannofino, con cui non hai mai parlato in vita tua, se gli chiedi se qual è scritto meglio tra Boris e Scraps, ti dice Scraps. No, questa è una cazzata. Quindi, se Pannofino ti risponde, eventualmente il contrario, vuol dire che non capisce. Hai capito? No, io sono convinto che ti risponda Scraps. Però, quindi, se ti rispondesse il contrario, se tu non capisci un cazzo, no, capirebbe lui lo stesso. Pannofino ne capisce più di te. No, non parlare con lui, ok. Però poi silenzio. Non è m'accollo. Giochi in casa, perché No, io m'accollo. Però tu puoi stare zitto. È direttamente coinvolto. Quindi, cioè, se dice così è proprio l'apice. No, allora, tu stai dicendo che secondo te dovremmo andare a chiedere a Pannofino in base alla risposta di Pannofino decidere qual è la realtà dei fatti, ok? No, io sto dicendo che se anche Pannofino ti dice che Scraps è meglio, è proprio, cioè, l'apice.
Cioè, no, lì allora, proprio non puoi dire nulla. Innanzitutto, secondo me, si può dire sia di una cosa sia dell'altra sempre. Perché ti ripeto, bene, che a me di quello che dicono gli altri non me ne frega un cazzo. Beh, se te lo dice uno dei creatori, ti dice emotivamente un volto, guarda, è meglio quello. Li alzi le mani, ma... dici cazzo. Allora proprio non c'ho capito, ma cazzo. Questa è la teoria, che se vai da Modric e gli chiedi se è più forte te o Totti, dice Totti. C'è un sacco di gente che pensa che Totti è più forte, che Modric è più forte di Totti. Voglio un punto. No, non è la stessa cosa. Vabbè, non è la stessa cosa. E comunque Modric ne capirà più di te. In generale, cioè, se ti dice Totti, Dio, quindi se poi Henry dice no, secondo me è più forte Modric, Henry non ne capisce un cazzo. Cioè, ci sono opinioni diverse, anche tra la gente che ne capisce, ci sono opinioni diverse. Cioè, questa idea che tra gente che ne capisce non ci sono due opinioni diverse è una stronzata. È una stronzata, ok? Se tu chiedi alla gente che ne capisce su delle cose, avranno comunque opinioni diverse, ok? È un andare a discutere su fuffa proprio qua, fuffa, ok? Qua ci sto io, ci sta te, ci sta lui. Tu dici la tua opinione, io dico la mia e lui dice la sua, ok? Ognuno poi è libero di giudicare le opinioni degli altri, va bene? Io quello sto facendo. Certo, eppure io. E tu però metti in mezzo panno fino, io no. A me non mi serve un alleato da un'altra parte. Io discuto con te. Tu prendi un altro tizio che dovrebbe discutere con me perché tu non riesci a discutere con me. Oh, è questa la cosa. Tu riesci a discutere. Ma è come vanno le cose qua dentro. Ti dice non sai discutere, prego. Non stavo ascoltando. Bravo, vedi. E questa è la verità. Questa è una buona difesa, non la puoi fare sempre. È una cosa che si usa ogni tanto. Per la tangente le sue cazzate. No, certo. Farla sempre. No, comunque a parte scherzi, ma per quanto mi riguarda, Pannofino può dire X o Y, però non è che puoi prendere in considerazione solo Pannofino. Come mi sembra troppo schiavamare. Un'esasperazione. Ma lui ha detto che Scrubs è la sitcom migliore della storia. Io sono quello troppo schierato. Cioè, tolto che secondo me ha tutto il diritto di dirlo, ma come fai a guardare la live e dire tu sei troppo schierato? Ma perché secondo me c'è proprio un'oggettiva differenza. Non ho capito. Cioè, sono curioso. Cioè, una persona ha detto che secondo lui è la sitcom migliore della storia. Ok? Sì. E io dico che secondo me Boris è meglio di Scrubs. E io sono quello troppo schierato. Ma sì, ma perché secondo me sono due livelli diversi. Sono belle perché lui potrebbe essere d'accordo con te. Per te qual è la sitcom più bella della storia? Per i miei gusti. Di quello che ho visto, Big Bang Theory. Big Bang Theory è ancora superiore a Boris. Ma l'ho detto anche prima. Cioè, per me Big Bang Theory è l'unica. E Scrubs a che livello sta? Allora, Scrubs, secondo me, innanzitutto Scrubs, io te l'ho detto, lo vivo in maniera conflittuale, perché ci sono delle parti, è un po' come vedermi il secondo del Signore degli Anelli, il terzo del Signore degli Anelli, ci sono le parti con Frodo, Gollum e Sam che mi rompo il cazzo in maniera esagerata, le parti invece con Aragorn, Gimli, Legolas e Gandalf che sono fighissime, ok? E quindi vivo questa conflittualità che vedo un pezzo e che mi fa cagare e un pezzo che mi piace un sacco. E lo vivo anche in Scrubs, perché a me tutte le dinamiche JD, Turk e così non mi piacciono. Quindi Signore degli Anelli com'è? Il Signore degli Anelli è un buon prodotto. Meglio o peggio di Star Wars? Secondo me, a me piace di più Star Wars. Ecco, vedi, questa è una frase che ha senso. Per carità, se tu pensi che è diverso, secondo me no. Quindi è meglio Star Wars. Ritratto come ti piace a te. È meglio Star Wars, ok? A me non cambia niente. Secondo me è meglio Star Wars. Per me è la stessa cosa, perché parlo io, quindi è la mia opinione. Visto che è un'opinione, e un'opinione è tale, e se uno prova a ergere la sua opinione come verità assoluta, semplicemente non sa dove vive. Ma io ho la mia opinione, quindi quando dico la mia opinione, che dico secondo me è meglio, la stessa cosa, ok? Non esiste l'oggettività nella critica. No. E c'è gente che vuole ergere, capito? No. Quando parla dice due cose diverse. Cioè, se è un suo gusto personale, dice secondo me è meglio questo, anche se è un po' una merda. Se invece quello è meglio di quell'altro, quello è meglio di quell'altro. Io quello che ti sto dicendo è che si può cercare di essere il più oggettivo possibile. Ci sono dei criteri di valutazione che si usano per valutare le opere non usi. Quindi dire è meglio. Bravo. Dire a me piace di più è diverso da dire è meglio questo di quell'altro. Allora,
Io non un, io, allora, io non sono, io, allora, io non sono un critico cinematografico, e manco te, e manco te, e manco te, perché se prendi un critico cinematografico e gli dici, oh, sai che pure Livia è un critico cinematografico, te sputa. Ok? Non lo sono lavoro, io, non lo sono io, e non lo sei manco te. Ok? Potrei non farlo. Siamo critici cinematografici. Farlo. Allora, si faccia un partito e vada alle elezioni. Livio entra in confusione. E, quindi io giudico un'opera in base a quanto mi è piaciuta. Ad esempio, e faccio sempre le stesse, dico sempre le stesse, ma le ripeto senza problemi. Io guardo un film, ok? La parte tecnica, quindi la regia, il sonoro, la CGI, eccetera, eccetera, e fanno parte di tutto quel, diciamo, non detto, che mi devono accompagnare in una bella visione della cosa. Se alla fine quello che sto guardando il film mi piace, è perché quella roba sta funzionando, ok? Sta funzionando. E quindi io non giudico direttamente la regia. Cioè tu mi dici, com'è la regia di questo film? Tecnicamente dai un voto, sì, alla regia di questo film. Non lo so dare di preciso, cioè, un voto. L'ho fatto di lavoro. Ma se quella regia non mi ha dato problemi nella visione della cosa, per me è un plus. Se mi dà problemi, per me è un minus, ok? Però quello che io voglio vedere in un film è che il contorno lo renda gradevole. E poi a me quello che mi interessa è la trama, è la caratterizzazione dei personaggi, ok? È l'entrare dentro la storia. Io voglio la storia, voglio vedere la storia che mi stai raccontando, ok? Il tutto il resto per me è il contorno che la deve rendere gradevole. Se arriva il tizio e mi dice, beh, però c'è quel film che c'ha quel piano sequenza dei 6 minuti, ma che ne hai visto quanto è figo? A me non me ne frega un cazzo. Perché se a me il piano sequenza dei 6 minuti mi racconta una storia di merda, per me fa cagare. Per me fa cagare. C'è a chi piace quel tipo di cosa e dice, no, però a me piacciono queste cose, quindi me le guardo. Ma guardatele. Ma non è Melia. Non è Melia. A Melia del piano sequenza dei 6 minuti, in sé per sé, non gli frega niente. Se il piano di sequenza dei 6 minuti rende la scena bella, sono contento. Sono contento. Basta, finito, è finito. Spiego, non mi ergo quello che nient'altro. Voglio dire, che magari alcuni in chat non hanno capito bene quello che intendo. Lo spiego anche a Francesco, magari. Tanto so che non cambierà idea, però cerco di spiegarmi meglio. Se mi mettono davanti American Pie, mi mettono davanti American Pie il primo e Quarto Potere, mi dici, Livio, quale ti rivedresti di più? E dico, io mi rivedrei American Pie. Qual è meglio? Quarto Potere. Cioè, Quarto Potere, secondo me, oggettivamente, è meglio. Cioè, ma è meglio di tutto. No, ma è meglio che vuol dire. È meglio che vuol dire. Regia, di qualsiasi cosa. No, ma, allora, cioè, no, di qualsiasi cosa. Allora, di qualsiasi cosa, allora riguardatelo. Se è meglio su tutti i punti di vista, no, perché, allora, perché te guardi quell'altro? L'epoca in cui è stato fatto. Secondo, ripeto, la qualità. Cioè, a me, io se, per dire, se mi ascolto l'ultimo disco di Avril Lavigne, io so che è merda, però dico, a me piace. Però riconosco il fatto che sia merda. Non posso dire Avril Lavigne è meglio dei Dream Theater. Cioè, c'è qualcosa che non va in questa cosa. Non è che quello che mi piace è meglio. Ma non è così. Ma se uno sente Dream Theater e gli fanno schifo, no? Ma perché deve sottostare a una regola? Ma no, per cui, beh, cosa, ho capito, ma tecnicamente. Dire che se l'incula? Cioè, dire che ti piace di più, nessuno te lo vieta. Dire è meglio, è diverso. No, non è. No, cioè, allora, no, beh, è semplicemente che tu. Ma semplicemente che tu. Ci sono cose che secondo. No, stai attaccando alla semantica. No, posso dire che in questo caso ti stai semplicemente attaccando alla semantica delle parole. No, sei tu che ti stai attaccando alla semantica. Sei tu che mi stai dicendo niente oggettivo. Sei tu che ti stai attaccando alla semantica. Ma come può essere un giudizio di gusto secondo oggettivo? Secondo te è meglio Quarto Potere o American Pie? Io a titolo personale ti rispondo Quarto Potere. Però se ho messo domani viene un tizio e ti dice gli piace più American Pie, no, questo non lo fa un no, detrattore. Bravo. Se ti dice a me piace più American Pie, tu dici va bene. Però se ti dice è meglio American Pie di Quarto Potere, che cosa gli rispondi? Che è un suo giudizio. No, ma non dire cazzate. No, no, non allora, dire no, cazzate, no, non lo diresti mai. Vorrei capire all'atto pratico. Non lo diresti mai, tu poi. No, no, dimmi, vorrei capire all'atto pratico. Cioè, allora, facciamo questa adesso Quarto Potere. Allora, Quarto Potere
Ipotesi, anzi no, usiamo un film che per carità non è vero che altrimenti ve impallate. Allora, La Luna è sorta, è il film, tecnicamente incredibile, così eccetera eccetera, e comincia a chiedere in giro e fa schifo a tutti, ok? Però è incredibile sotto quasi tutti i punti di vista, cioè incredibile sotto quasi tutti i punti di vista, poi lo chiedi alla gente, fa schifo a tutti. Ok? Dici, riguarderesti La Luna è sorta o American Pie? E tutti fanno, vabbè, American Pie, però La Luna è sorta è meglio. Ok? A me piace di più American Pie, ma La Luna è sorta è meglio, ok? E a livello pragmatico, questo essere meglio, che cosa comporta? Perché se poi tutti quanti si rivedono American Pie, l'essere meglio è soltanto un nominale, una classifica fittizia, cioè una cosa riservata a chi deve studiare per fare quel lavoro. Cioè, a livello pratico, quello che conta è se un film te lo vedi con piacere oppure no. Ok, tutto il resto sono pippe mentali. Ci sono due problemi. Pippe mentali. Ci sono a meno due che problemi. Non devi studiare, ma studiare. Ci sono due problemi in questo ragionamento. Primo problema: esistono anche film o serie che sono one shot. Cioè, tu te le vedi e te le guardi perché ti lasciano qualcosa ed è giusto che te li puoi vedere anche solo una volta. Ok, no, va bene, questo ma non vuol dire. No, non facciamo la cosa del rivedere. No, ti è piaciuto importante. No, ti è piaciuto importante. Di più American Pie secondo o La Luna è sorta? Secondo, tutti American secondo Pie. Punto. Secondo punto. Il target. Cioè, ci sono dei capolavori che sono per un ristretto target. Ok, però se tu mi dici è meglio quello, anche se non è per il mio target o quell'altro. È meglio quello. No, aspetta, però questo esempio. Tipo, se no, ti dicono Evangelion o Demon Slayer. Cosa rispondi? Ah, per me è meglio Demon Slayer. E io ti dico, no, cioè, non è così. Almeno, no, vabbè, per me, cioè, io se devo suggerire. Cioè, io ti dico, mi rivedrei dei due Demon Slayer? No, ma io la prima lo rivedrei visione, no, lascia perdere. Però se rivedere. Mi dici qual è più bello, no, lascia perdere e rivedere. Lascia perdere e rivedere. Li ho guardati tutti e due. Uno l'ho droppato, l'altro no. Fine della storia. Poi tu ci puoi mettere tutti gli ammenicoli sopra che te pare, ma uno l'ho droppato, l'altro no. Uno l'ho droppato, l'altro no. Cioè, noi semplicemente siamo legati a questa concezione per cui dobbiamo rispettare dei canoni perché fa status, ok? No, cioè, lo droppi o non lo droppi? Lo droppi? Non ti è piaciuto? E vuol dire che per te fa cagare, ok? Non è il tuo. E se tu consigli una cosa a un'altra persona che te hai droppato, sei una merda. Ok, a meno che tu non abbia esattamente capito che a lui piacerà, a meno che non c'è questa cosa che, ok, va bene, cioè ad esempio io Evangelion a qualcuno lo consiglierei, allora, pochi, guarda, pochi, ecco, ti ma la maggior parte della gente, se gli devo dire, cioè mi chiedono, ma a me vedo Demon Slayer o Evangelion, vedi Demon Slayer. Ti spiego una cosa che magari ti fa capire di più, ti fa capire di più quello che intendo. Allora, la musica commerciale, ok, la musica commerciale è fatta per piacere da subito. Ok, c'è questo bombardamento e tu cresci con questa cosa della musica commerciale, bella, io mi ascolto questa canzone, mi piace al primo ascolto, è bellissima. Quando inizi ad ascoltarti, a capire, ad esempio, io prendo gli esempi di Dream Theater, ma può essere col jazz, può essere col blues, può essere qualsiasi cosa, all'inizio ti farà schifo. Se ti ascolti una canzone jazz, magari all'inizio dici che cos'è, se riesci ad entrare nel meccanismo, allora lì non ti schiodi più. Cioè, allora, è una cosa che ma io guarda, nel momento in cui apri la chiave, io sono d'accordo con questa cosa, ma rimane una roba che se uno la vuole fare ci deve mettere per impegno e la fa per conto suo. Sì. Non è una dinamica diciamo popolare, ok? E quindi, quando tu fai, ad esempio, noi stiamo facendo qua Anime Night, quando tu fai Anime Night, consigliare una rottura di coglioni infinita rispetto a American Pie. No, aspetta. Perché la rottura di coglioni infinita io sono d'accordo con te è considerata un capolavoro, e non sto parlando di Quarto Potere per carità. Sul consigliare, io sono d'accordo con te. Ma ci può stare. Sì, vabbè, ma alla fine tu quando ne parli qua. Però per dire, ecco, ti dico, cioè, ti dico, perché ad esempio, ne stiamo parlando a me, qua? Se mi dicono, che ne so,
Mischeta. Mischeta, la gente si ascolta Mischeta, si ascolta 777 così. Gang gang gang. Magari quella là è la musica che a primo ascolto per la massa è una cosa bella. E se io facessi ascoltare Metropolis a una persona, quella persona mi dice: ma che è sta merda? Perché non è abituata? Ma io mi sento preso per il culo nel momento in cui quello là mi dice: ma che è sta merda? Perché non è così. Cioè, è questo quello che sto cercando di... Cioè, sì, ma Memory, da amante Slayer del genere mi fa incazzare. È merda venduta col fiocco, ok? Che è la tua opinione. Che è la tua opinione. Cioè, tu guardi Amos Slayer e dici: questa è una merda. Lo drop. Ok, quindi a te non piace. A te non piace, ok? A te non piace. Come a me non piacciono altre... Cioè, per dire, ecco, lì, Super Mario, ok? Super Mario per me è merda vuota. Cioè, ci stanno feels e tecnica. Fine. Cioè, non c'è, allora, non c'è tipo, una sceneggiatura, ecco, dire, non c'è una caratterizzazione dei personaggi, non c'è niente. Su Super Mario, okay? Cioè, lì c'è sacco di gente, stato, però dice che gli piace, ok? Ognuno ha la sua opinione. Ma, se tu mi vieni a dire che... l'ha deciso qualcun altro se Super Mario è bello o brutto, se Super Mario è fatto bene o fatto male, io a quel qualcun altro non me lo cago. No, però, okay? Per dire, se cago. Tu mi prendi, a me una, non mi interessa. Se mi prendi una canzone di Mischeta e mi prendi una canzone di Dream Theater, cioè, io ti dico che è oggettivo che uno è meglio dell'altro. Ma non è vero. Ma è oggettivo che uno è meglio dell'altro, ma che discorso è? A livello di tutto. No, a livello di tutto no. Ma da musicista te lo dico. Bravo, da musicista. Da musicista non è oggettivo per tutti. Da musicista è oggettivo per i musicisti. Ok? Non è oggettivo per l'altri. Cioè, nella cricca del... Grazie, ma guarda allora che... questo attaccarsi alla semantica è ovvio che non è oggettivo, l'abbiamo detto mille volte, niente oggettivo, ci sarà sempre quello che la pensa diversamente da te, certo, è un modo di dire, cioè per me, diciamo che per me è palese, ok? Per me è palese, mettiamola così, non so come dirla meglio, che una canzone di Dream Theater è meglio di una canzone di 777 Gang Gang. Ma il per me toglie proprio il concetto di oggettività. Sono tutte chiacchiere. Sono tutte chiacchiere, capito? Evangelion non mi è piaciuto. Perché sennò c'è il caos. Anni avanti. Sono tutte chiacchiere, ok? Ti piace o non ti piace? Difficile. Il resto sono chiacchiere per giustificare un'opinione che stai dicendo, ok? Perché la gente ha bisogno di giustificarsi perché ha paura del giudizio degli altri. Non okay. Me devi convincere. Ma la verità è che queste cose, questa è fatta bene, quindi va idolatrata. Se tu lo guardi e non ti piace, non ti è piaciuto, fa schifo, basta. Ma ti dico, okay? Cioè, e agli altri, quando tu devi andare a parlare con gli altri, se ti ha fatto schifo una cosa, tu, secondo me, hai il dovere di dire che ti ha fatto schifo. Perché se tu fai finta che ti è piaciuta, perché tutti dicono che è una cosa bella questo e fatta bene, questo tu stai inculando quello dopo di te, che se la guarderà, gli farà schifo probabilmente. Attenzione. E poi andrà però da un altro perché la attenzione, la continua. Dire che ti è piaciuto qualcosa che non ti è piaciuto è sbagliato. Quello che stai dicendo è assolutamente vero. Ma se, ecco, faccio un esempio con me stesso. Mi mettono una canzone di Avril Lavigne che io mi sono ascoltato 20.000 volte, ok? E poi mi mettono un pezzo jazz, ok? Io non sono un amante del jazz, ok? Mi piace più, per dire, il blues. Apprezzo di più il blues per il mio gusto personale. Però se mi dicono qual è meglio secondo te, nonostante io mi ascolto Avril Lavigne e mi dici mi, che è meglio, io ti dico che è meglio il pezzo jazz che ho ascoltato, cioè, ma per cercare di mantenere un'oggettività che non esiste. Bravo, stai cercando di mantenere una gimmick. No, perché riconosco il valore artistico e tecnico. Ma che vuol dire? Cioè, nel senso, piacerà, non posso dire... a chi piacerà quella, cioè, mi piacerà e basta. Ma è un insulto, dire che la canzone di Mischeta è meglio della canzone jazz, di Dave Weckl. Cioè... Detta così sembra quasi tu abbia paura di dire quello che pensi. No, perché riconosco il valore artistico, Maggi. Allora, arriva uno un domani che invece ti dice l'opposto, quindi lui non riconosce il valore artistico. Maggi, io riconosco il valore artistico dal fatto che la canzone di Mischeta è una merda. E domani arriva uno che ti dice: no, secondo me Mischeta è 10.000. Chi se lo incula? Cioè, chi se lo incula? È un giudizio che tu devi fare personalmente. Quella canzone vale. Quei musicisti stanno facendo? Infatti, vale quella musica? Infatti, è un ragionamento da musicista a musicista. Ok, da musicista a musicista. Da musicista a musicista, tu dici: io so il culo che uno si deve fare per arrivare a quel livello. E quindi sia che quella cosa sia riuscita di per sé più o meno perfettamente o abbia riscosso più o meno successo, io che sono musicista e riconosco il culo che ti stai facendo, ti dico: guarda, è fatta bene,
è fatta bene, ok. Ma queste sono seghe tra esperti, perché poi alla fine il pubblico comunque sia è ampio, e al pubblico arriva il prodotto, non arriva il lavoro di, cioè al pubblico non arriva la difficoltà con cui hai costruito l'oggetto di scena, con cui hai fatto il film. Al pubblico arriva se viene bene o non viene bene quando sta a schermo, ok? Perché se tu ci hai messo 2 miliardi su una cosa e quella cosa però non funziona poi a schermo, e anche se tecnicamente è perfetta, ma per qualche motivo la gente stona, non lo so per quale motivo, ma qualsiasi motivo, magari per un piccolo problemino di un'altra parte della cosa, eccetera, eccetera. Comunque sia, la percezione che ci avrà il pubblico sarà negativa di quella cosa, pure se ci hai messo 6 mesi di lavoro. Ma secondo me, a quel punto, la tecnica innovativa, bisogna avere, ad esempio, Avatar, il futuro del cinema, il 3D incredibile, il 3D è una merda, ok? Stai con quei cazzo di occhiali, ti esci fuori che sei rincoglionito, ma è il futuro, quando diventerà il presente, che lo faranno fatto bene, in cui io non esco che sto rincoglionito, allora sarà una cosa positiva. Per ora per me è una cosa negativa. Io ti dico, io sono il primo che si butta nelle discussioni, lo sai, mi conosci, io sono il primo che si butta e vuole dire la sua su qualsiasi cosa, anche se non ci capisco un cazzo, io sono il primo e riconosco questa cosa. Sì, però ce ne so, un Chitano, un Claudio mi dicono una cosa, cioè io dico, cazzo, non ci avevo pensato, cioè se mi riconosci il valore di questo film, magari so io che non ho capito. Cioè se un esperto di musica, ora metti caso io non suonassi, non avessi conoscenza della musica, mi dice guarda che questa è musica bella, questa qua è musica per questo e questo, io dico, cazzo, a me piace di più quell'altra. Però se tu mi dici questa cosa, ne conosci più di me, ci avrà un valore artistico superiore. Ma quindi secondo questo ragionamento... Funziona per te, Melt, funziona per te, per me non ha funzionato. Cioè, secondo me devi cosa. Avere una critica interna nel riconoscere un prodotto di qualità, anche se non allora, ti piace. No, sì, ma cioè, il cubismo allora, a me fa cagare, ma riconosco il valore artistico. Sì, però, ok, però a livello di discussione questa cosa, cioè riconosco il valore... Va bene, riconosciamo il valore artistico. Dopodiché però... Se uno deve commentare la cosa e dire quello mi fa schifo, fine della storia. Okay, se tu dici mi fa schifo, va benissimo. No, se io però. Se dici non mi piace, non ti piace. Sì, ma... Dire è più brutto quello ma di quello. Più, ma è una merda. Per me dire mi fa schifo, è una merda o è brutto, è la stessa cosa. Okay? No, è diverso. Ok, per Melia invece no. Ok, io, visto che sono io. Cioè, a me Star Wars non mi piace, però riconosco il valore tecnico dell'opera. Lo riconosco. Sì, ma a me non mi frega niente che tu riconosci il valore tecnico di una cosa. Cioè, cerco a di me rimanere, non frega niente. Almeno da quel punto di io vista, quando parlo con te... Onesto. Perché è una cosa che nel retrocranio ce l'ho. Sì, ma... Cioè, allora... Anche se va contro la cosa... No, perché poi ho letto, no, perché quindi la cosa più famosa è diventa quella migliore. No, c'entra niente. Cioè, perché appunto ognuno ha il suo gusto personale, ok? Il fatto è questo, che ognuno ha il suo gusto personale. Se io parlo con te, sono interessato al tuo gusto personale. Non a quello che ha detto il critico del cazzo, perché se no andavo da lui. Ok? Se una persona viene qua e pensa che io sia un critico cinematografico, ha sbagliato persona. Una persona viene da Melia perché vuole sapere se a Melia quella cosa è piaciuta, perché magari lui ha dei gusti simili ai miei e dici se gli è piaciuta a lui magari piace pure a me, se non gli è piaciuta a lui magari non piace manco a me. E non me ne frega niente del tecnicismo, ok? Non me ne frega niente del tecnicismo quando vengo a chiederti a te se ti è piaciuta una cosa, ok? Cioè, è come se ti venga a dire, ma la Roma ha vinto o ha perso? Ha giocato bene? Sì, ma non me frega niente, ha vinto o ha perso? Perché se ha perso ma ha giocato bene, io che ti sono venuto a chiedere se ha vinto o ha perso, rosico uguale. Non è che allà perché ha giocato bene, va bene pure se perde. A me mi interessa se vince o perde, non mi interessa, cioè se no ti chiedevo ha giocato bene o non ha giocato bene. Cioè se io vengo da te e ti chiedo, guarda, quel film a livello di regia tecnica è fatto bene o fatto male? E tu mi rispondi nell'ambito. Se io ti vengo a dire, quel film è figo o no? E tu mi dici, la regia è fatta molto bene con delle cose innovative, eccetera, eccetera. Sì, ma il film, cioè, funziona o non funziona, ti è piaciuto o non ti è piaciuto? No, perché guarda, ci stanno quelle cose. Allora, poi lo guardo e non c'è una cazzo di trama che funziona. Per me è una merda. Ti faccio un esempio.
se facessimo un versus American Pie contro Star Wars, nonostante a me American Pie piaccia di più, io farei vincere Star Wars. Beh, secondo me è una cazzata. Ma no, perché secondo riconosco il valore artistico superiore. Ma cioè, voglio essere onesto intellettualmente, perché nel mio retrocranio so che in realtà è superiore. Ma cioè, non ci frega niente. Ma come no? Ma allora non serve che tu metti la tua parola, capito? No, questo perché invece tanto è il contrario, lo dicono tutti. Ma perché cerco di dare un problema? No, scusami, questo è il modo... Se no facciamo quale ti piace di più? No, mi fa schifo l'arte astratta. Questo è il modo... peggiore per dimostrare di essere intellettualmente onesto, forzarti nel dire una cosa che no, perché io riconosco la bellezza artistica di quel prodotto. Quella cosa ti fa schifo. Facendo un versus per vedere e che a te non piace, perché devi forzarti di dire che ti piace anche se a te non piace? Perché cerco di mantenere questo. Scusa, non è prostituzione intellettuale? No, perché se tu mi fai quale ti è piaciuto di più, facciamo il versus quale ti è piaciuto di più, punto. Io ti voto quello che mi è piaciuto di più. Ma tutti punto. I versus sono così. Io cerco sempre di mantenere ci sono due personaggi una a schermo, certa, quello una che certa ti è piaciuto onestà di più. Onestà intellettuale. Ma la cosa più onesta altrimenti che puoi dire è quello che sempre, ti è piaciuto di più. Avrei votato sempre Scraps allora. Cioè, in ogni cosa avrei votato sempre Scraps. Fallo. Ma no, ma perché cerco di mantenere una... Una? Ecco, occhio. Una? Allora io te lo dico. Una finta coerenza. No, io te lo dico. Ma che c'entrano le view? Io te lo dico adesso. Ma per me può essere la parola più bella del mondo, una cosa che ho visto solo la io. Userò un sacco di volte, anche se non è oggettivo. Te lo dico, lo userò un sacco di volte. Mettiti il cuore in pace. Ok? Ma questa cosa con le view che c'entra? Cioè, non ho capito questa cosa con le view che c'è, perché c'è un po' di persone dicono. Io posso dire che la cosa è una cosa più bella del mondo, anche se non se l'è vista nessuno. Ad esempio, la sigla di Rogue Horizon. La sigla di Rogue Horizon, secondo me, è una delle più belle opening di tutto. Beh, la penso tipo solo io questa cosa. La penso uguale. Chi se ne frega di quello che pensano gli altri. Ok, quindi se vieni da Amelia, non ti dice le cinque cose che sono più famose al mondo. Sono le cinque cose che piacciono di più a Amelia. Alcune potrebbero coincidere con la cosa famosa, altre no. Ma infatti... No, però non capisco se il ragionamento di media vuol dire che le cose migliori sono quelle con più view. Ma perché? Cioè, non ho capito. Vabbè, perché dici piacciono a più persone, quindi sono migliori. Ma scusa. Bravo, esatto. Tu è obiettivo, essere obiettivo, è più obiettività che non oggettività. Va quella bene, che tu provi userò a fare. Obiettività. Cerco di essere obiettivo, ecco. Onesto intellettualmente. No. Io cerco di essere onesto intellettualmente, cerco, poi non ci riesco perché ovviamente c'ho anch'io le mie preferenze, eccetera, eccetera. Però cerco di essere, cioè, se mi mettono American Pie contro Star Wars, io voto Star Wars. No, Tech, no, Tech, perché posso votare American Pie. No, Tech, perché tu, no, l'errore Tech sta nel fatto che tu vai a chiedere a tutte le persone del mondo cosa ne pensano. No. Anche se una cosa piace al 90% della popolazione, se quel 90% della popolazione tu non ne rispetti i gusti, tu non gliele vai a chiedere quelle cose. Le vai a chiedere a una persona che pensi che abbia buon gusto, ok? Quindi, se una persona me lo viene a chiedere a me, non l'ha chiesto a tutti. Viene a chiederlo a me perché pensa che il mio gusto abbia un valore in cui lui si può rivedere, ok? Ah, è carina questa. Quindi non Heisenberg è quanta dice, gente, ma Amelia, se a te la piace persona di che più... ti interessa. Ti dice Amelia, ma se a te piace più Hunter Hunter piuttosto la Divina Commedia, se il mondo esplode devi salvare un'opera da mettere in una capsula, quale salvi? Hunter Hunter. Io ad esempio no. Hunter Hunter, anche se in realtà qua mi cogli un po' sul un po' de nazionalismo, ok? Cioè, nel senso c'ho un po' di nazionalismo latente sull'arte, sulle opere. E quindi il salvare una cosa italiana mi piacerebbe, ok? Però onestamente, regà, io non andrei da nessuno a dire no, e tra l'altro porco Amelia qua, porco Amelia là, voglio vedere. Benvenuto quanti di voi poi mondo. quando andate a scuola a fare Divina Commedia, quanti di voi sono così felici? No, è il sono concetto così no, esattamente no, perché quello. Sono tutte chiacchiere. È esattamente tutte quello chiacchiere. Che dicono loro. Cioè loro dicono, anche se io mi rileggerei Hunter x Hunter invece alla Divina Commedia, io quello che allora, voglio lasciare è la l'opera Commedia, migliore. Se la Divina Commedia ti ha fatto cagare, la Divina Commedia, ma perché io devo torturare pure quelli dopo? Cioè, se a me la Divina Commedia mi ha fatto... stiamo a fare un esempio, perché non è che a me la Divina Commedia mi ha fatto cagare, ok? Però è un'opera che secondo me è... cioè, appunto, è di un'altra epoca. Cioè, se ti metti a leggere la Divina Commedia ti rompi i coglioni in un attimo, non... Non, cioè la devi innanzitutto leggere ovviamente
diciamo parafrasata, o ci sono delle rappresentazioni che rendono meglio perché insomma sono più moderne, però comunque sia accolli in quel caso in maniera positiva l'inferno, poi a Salì diventa comunque un problema. E però se io devo è la stessa idea del consiglio, cioè se io devo portare un'opera Dante a qualcun altro. Bella. Vabbè, ma perché so gusti no, ho letto, cioè, in chat. No, ma io ho capito l'ironia dietro a questa cosa, però la verità è che sono tutti costrutti mentali che uno ha, perché ad esempio se io dovessi scegliere se salvare, che ne so, la Torre Eiffel o che ne so, o la piramide di Giza, io salvo la piramide di Giza perché a me proprio mi piace di più, cioè è più bella. Vabbè, okay? Quello anche però, se una cosa però secondo me è più livellata epoca, come cosa. È di un'altra epoca, cioè non è che per forza le cose di ultima generazione, ecco, sono migliori. Ecco, ti faccio un esempio incredibile. Ti faccio un esempio incredibile. Devi salvare una cosa. C'hai davanti la PlayStation e il Sega Mega Drive. Vabbè, la PlayStation. O sono indeciso tra due cose. Però vai, per dire, o la Torre Eiffel. Per dire, che salvo? Cosa salvi? La PlayStation o la Torre Eiffel? Sì. Ah, io salvo la PlayStation. Cioè, se hai capito? Certo. Non va bene questa cosa. Vabbè, ma chi ti si incula? Cioè, perché. Cioè, se tu mi dici salvi la PlayStation o il Colosseo, salvo il Colosseo. Però poi oggettivamente, però poi quale usi di più? Quale hai visto di più? La PlayStation. No, non è una questione di usare, è una questione. Preferisci guardare il Colosseo ogni giorno o giocare alla PlayStation ogni giorno? Preferisci giocare alla PlayStation. No, non è vero, perché sì, il Colosseo a me tutti i giorni nel sottocutaneo, per come sono cresciuto, mi rende orgoglioso. Però è lo stesso discorso del è importante. Film, no, cioè. Questo è importante. Cioè, è una cosa che fa parte della mia, la del mio essere. Ho capito. Del mio essere. Una cosa che fa parte del mio essere. E quindi è una cosa che per me è importante. La Torre Eiffel, a me non me ne frotta un cazzo della Torre Eiffel. Cioè, ma secondo me è pure brutta. Quindi, cioè, proprio non ha proprio un interesse. Cioè, sono contento che ce l'hanno, ma se mi devi levare una cosa a me per dargliela a loro, ti dico, ma levagliela a loro, cioè perché me la rileva a me, ok? Cioè, ogni cosa dipende, però io non so un ipocrita che dice farò meno della Play, perché la gente non fa meno di 10 euro per la salvezza del globo probabilmente, quindi so tutte frasi ipocrite queste qua. Bravo, se dici giusto. Io quello che sto dicendo è che non devi salvare per forza la cosa che usi di più e che quindi tecnicamente mi piace di più la cosa che mi piace di più. Però è la cosa che, cioè, se tu devi vederla tutti i giorni, preferisci giocare alla PlayStation che guardare il coso tutti i giorni. E Alex, se tu reputi, allora, già il fatto che tu l'hai chiesto, se trovi qualcuno che invece, perché secondo me tu reputi il libro di fisica trovi molto anche importante, qualcuno che gli piace la merda. Ma se lui ti risponde così invece, perché sta sbagliando? Non ho capito. Perché lui dicendo tu cosa fai? No, Dulla non è quello. Cosa fai? È ipocrita, allora, io dare una risposta che poi non è vera quando lo vai a fare. Per rimanere intellettualmente onesto, salvi il Colosseo. Ma chi ti si incula? Se io invece dico che salvo la PlayStation perché così c'ho da fare tutto il giorno, mi diverte di più giocare la PlayStation, salvo la PlayStation, c'ho una catarsi ogni volta che guardo il Colosseo che mi fa un'epifani invece della PlayStation, salvi il Colosseo, ogni risposta è diversa. Perché la verità qua sono quelle cose tipo che sulla teoria sono tutti bravi, cioè giocasta. Ti staccano la corrente per sempre, cioè d'ora in poi tu non c'è più la corrente, non puoi più usare le cose con la corrente e ti riattaccano la corrente oppure tirano una bomba su New York. Devi scegliere, levi la bomba su New York o rimani senza corrente per tutta la vita. E voglio vedere quanta gente sceglie di vivere come eremita senza corrente. Ma quindi Livio, fammi capire per salvare New York. Una cosa molto importante. Perché a chiacchiere sono tutti bravi, però tu la sacrifichi la tua vita per quella di una cosa X che non hai mai visto e non vedrai forse mai. Ma quindi se arrivano gli alieni e ti dicono di scegliere, premi un bottone. Lo premo. Lo premi? Sì. Io lo premo. C'è chi non lo preme. Lo so. E quindi quello che non lo preme sbaglia? Sì. Ah, ok. Ma sbaglia in termini oggettivi?
Sì, anche è oggettivamente sbagliato non premere. C'è qualcuno in cui fa cagare Hunter Hunter sul serio. Cioè, il mio concetto è devi levare una cosa dal mondo e devi scegliere se levare la PlayStation o Colosseo. Levi la PlayStation. Cioè, nonostante la usi di più, il Colosseo è più importante alla PlayStation. Ma tu davvero, cioè, tu davvero fai questi sacrifici? Cioè, tu poi nella tua vita reale... Se mi dicessero fare una cosa del genere, sì. Cioè, se dovessi levare dal mondo, se gli alieni arrivassero e mi dicessero... La verità è che se l'essere umano funzionasse così, non avremmo problemi. Non avremmo problemi. Perché se la gente fosse disposta, ad esempio, a rinunciare a delle cose in favore, ad esempio, di una svolta green... Non avremmo problemi di surriscaldamento globale. Beh, cioè, basterebbe dire a tutti quanti, regà, allora preferite la terra oppure diciamo la roba che costa 10 centesimi in meno? Se tutti scegliessero la terra, non avremmo problemi. Ma la verità è che non è così. La verità è che tutti quanti gli esseri umani scelgono 10 centesimi in meno da pagare. E la terra va a fanculo senza problemi. Stai divagando un po'. Non è che sto divagando un po'. È che perché un conto è chiacchierare. No, perché tu provi a fare degli esercizi di stile teorici. No, perché me l'hanno fatto in chat e mi era piaciuto. Che la gente. Però che la gente poi non. Cioè, dice a parole una cosa. No, però ai fatti fa un'altra. Cioè, proprio tutti noi, ai fatti. È come la storia del coso. La storia del cambiamento climatico con gli attivisti. Preferisci stare un pomeriggio in fila oppure che lo Stato fa delle nuove leggi per Giocasta, Wuz la chiama Giocasta. Ma no, più che altro. Vabbè, ma perché? Cioè, posso dire che no, in realtà il problema è un altro: che la discussione è bella, ma semplicemente siete arrivati al punto che non sarete mai d'accordo su questo punto. No, non è. È sempre così. È diventato ridondante. Cioè, ok, siamo tornati al punto di partenza. Tu non vi trovate. Alla domanda devi sacrificare il corso della PlayStation. No, l'argomento iniziale. Che il concetto, io ho sempre detto, il concetto di oggettività non esiste. Come pare, non è la domanda che ti ho fatto. Fammi la domanda, io ti rispondo. Era quello, era il problema sull'oggettività. Se mi arriva. Tu riconosci il valore artistico di un'opera, anche se non ti piace io quanto un'altra che in realtà tecnicamente è più scadente. Mischeta Dream Theater? Facciamo l'esempio di ti piace, l'esempio di Mischeta. Arrivo io e ti dico che Mischeta è meglio di Dream Theater. Tu mi dici no, stai sbagliando oggettivamente così. No, non è vero. Perché altrimenti non esisterebbe la trap. A me la trap fa schifo. Te la dico in un altro modo allora, se questa non ti piace. No, perché tu vuoi tornare sul concetto oggettivo. Mi hai rotto il cazzo sta cosa, ti ho fatto un'altra domanda. E ora ricontinuerai con sta cosa oggettiva. Tu riconosci il valore artistico di un'opera oppure te ne sbatti il cazzo e dici... Se Mischeta è meglio, vaffanculo. Oppure dici Mischeta mi piace di più, però riconosco il valore artistico dell'altro. Ma dipende di che cosa, perché devi essere esperto per riconoscere il valore artistico. Canzone jazz Io la mia risposta è sinceramente no, perché io di musica non capisco un cazzo. Come faccio io a capire il valore artistico di una cosa di cui sono ignorante? Allora, ma tu non sei un coglione, io non ti reputo un coglione. No, e invece questo è... Tu questo penso che riesci a distinguere se qualitativamente è meglio... un pezzo, non lo so, dei Dream Theater o il pezzo bravo Anime. Sei un coglione, no, ecco, lo puoi non fare. Falla, secondo me ti rispondo come il problema è che il valore artistico è soggettivo. Aridai o niente. No, ma, vi ripeto il primo infatti, punto? Il primo lasciare punto. Stare oggettività e soggettività. No, io ti dico che ad esempio io nelle cose in cui sono esperto, cioè per dirti ti dico qual è il gioco migliore di carte? Ok? Io ti dico qual è il gioco migliore di carte. La gente mi dice "Non è vero". Non è vero. Cioè, perché la gente gioca ai giochi, si diverte di più magari in un altro gioco. Dice, quello è il gioco. Ciao, 16. Quello è il gioco più bello. Ok, e io da esperto, posso dire quanto mi pare i motivi per cui è migliore, ma se al tizio gli piace di più quell'altro, non mi si incula. E la gente poi non ci gioca, cioè non è che perché glielo dico io riconoscono che è vero. Ok, se io dico, guarda che questo regolamento è scritto meglio, e sono esperto per poterlo dire, la gente mi dice, ma che cazzo stai a dire? Ok, e quindi arriviamo al fatto che tutta quella gente che mi dice che cazzo stai a D non può riconoscere il valore di un regolamento scritto bene perché è troppo ignorante per capire qual è il regolamento scritto bene. Lo capisco io che sono esperto del settore, ok?
Quindi chiedere al volgo di riconoscere il valore artistico di qualcosa è, secondo me, stupido, perché quel volgo non ha le capacità per capire qual è il valore artistico di qualcosa. Non ha le capacità per capire quanto è difficile fare quell'assolo di chitarra o quella cosa col piano, o quel piano sequenza, o quella cosa in CGI. Non c'hai le competenze per capirlo, e quindi l'unica cosa che tu riesci a percepire è se quella cosa ti piace o non ti piace. Io su questo non sono d'accordo. Sono d'accordo nel momento in cui tu mi metti Tool e Dream Theater, che mostrano a fare. Mi metti due cose che se sono più o meno sullo stesso livello e dici: io non ci capisco un cazzo di sta roba. Se tu mi prendi il pezzo del trapperino X con un pezzo di musica classica di Schopenhauer, scommetto che tu riconosci il valore artistico di Schopenhauer. No, ma che vuol dire? No, allora a me superiore fa cagare, a me fa cagare la trap. Ma io che ne so quanto è difficile fare una canzone trap. Che cazzo ne so io? Sì. Guarda che. No, io sono sincero qua, Cioè, io non lo so quanto è difficile riprodurre i suoni al computer, ad esempio. Non lo so. Cioè, per me è una cosa. Io faccio fatica accendo il computer. Quindi, per me, riprodurre dei suoni che fanno una canzone. Ovvero. Riprodurre dei suoni che fanno una canzone. Chopin, scusate. Vabbè. È tardi anche. Dai, sti cazzi, su, avete capito. Io non lo so quanto è cioè per me potrebbe essere anche magari tecnicamente più difficile. Se tu chiedi a Mozart di fatte una canzone del trapperino, non te la riesci a fare, perché che cazzo ne sa come funziona il poi è diverso se mi viene a dire il testo, ok? Questo è un testo di io merda. Io reputo che fino a una certa lo riesci a comprendere pure te, cioè ma anche guarda, stupido, ti dico che anche se arriviamo all'idea che ognuno lo riesce a comprendere più o meno, secondo me questo valore oggettivo che tu millanti tra Scrubs e Boris è talmente fine. Ma io non ho detto che è oggettivo. Sì, tu hai detto, detto che il mondo che lo dicono tutti, eccetera, eccetera. Certo, ma falso, non è oggettivo. Falso. Che niente oggettivo. È talmente piccola la differenza, secondo me, rispetto al tuo, perché qua stiamo parlando di. Tu cerchi di prendere la merda più merda e il top più top, perché no, sia per chiara e perché sia chiara la differenza, ok? In modo tale che ci arrivino tutti, e in quel caso ci possono arrivare tutti, ok? Se tu mi dici meglio Natale sul Nilo o The Prestige, è raro che trovi il tizio e ti dice Natale sul Nilo. Se qualcuno ti dice Natale sul Nilo, evidentemente qual è la tua reazione? Quello è così ignorante che non riconosce il valore artistico di quella cosa, ok? E gli piace quella cosa. Cioè, se tu fai un versus e magari appunto c'è questo versus e quell'altro continua a votare Natale. Non sono d'accordo. Come ti sei? Cioè, per te dici lui dice no, ma allora. è meglio Natale sul Nilo. Te gli dici, ma che cazzo dici? Vabbè, quindi è una volta gliel'hai detto? No, non hai capito, cioè, nel senso, io ho la mia idea. Cioè, allora, chiunque non abbia la mia stessa idea. No, per me diciamo, non la pensa come dovrebbe, ok? Perché ovviamente ogni persona è soggettiva dentro se stesso. Cioè, perché se io pensassi che la tua idea è migliore della mia, diventerebbe la mia idea. A meno che non sei così ottuso da non voler cambiare idea per principio, ma le persone hanno un'idea perché pensano che è la migliore idea che è stata partorita fino a quel momento. Nel momento in cui una persona vede un'altra idea che è meglio della sua, la fa sua. Ok? Cioè, è normale, no? È come va il mondo. Quindi non ci sarà mai un'idea di un'altra persona che dopo che l'ho analizzata e penso che sia peggiore della mia, dirò, beh, quello però c'ha ragione lui. No, se no io sono d'accordo con lui se c'ha ragione lui. Ma certo, Nash, cioè, questo nessuno lo mette in dubbio. Ripeto, io sono libero di dire, cioè, cazzo, se mi voti Natale sul Nilo rispetto, non so, a dei Prestige che hai detto, dico non capisci il cazzo. Lui dirà, fatti i cazzi tuoi, questo è il mio gusto. E io gli dico, finché il tuo gusto va bene, se tu invece mi dici no perché, è meglio lui risponde anche quello è il tuo gusto, tu ti ergi a saccente. Io penso che ci siano delle cose, ripeto, non esiste. Stai a fare obiettivi. Lo sai che stai facendo? Stai facendo il sommelier col vinello.
cheat Lerio Marconi, anzi Livio Marconi, anzi Livio, no no no, è proprio quel discorso, no, non è, quel è discorso. Proprio quel discorso, non è quel sì, discorso. Sì, 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 sì. Dal mio punto di vista è proprio quel discorso, assolutamente no, è che, è che anche il tu provi a dare al, del, del tizio col vinello al tizio che semplicemente apprezza una cosa che tu non arrivi ad apprezzare e quindi dai per scontato che lui lo faccia apposta, che è no. La stessa cosa che può fare il tizio che, si, che gli piace natare sul Nilo e ti dice perché tu stai a far figo col vinello, ma la realtà è che te fa ride pure a te De Sica, perché lui non concepisce che a te te faccia ride De Sica, perché secondo lui tu sei semplicemente uno che sta la, con la gimmick che non te fa ride De Sica perché fa figo non, che non te fa ride De Sica, no. E tu non lo convincerai mai che tu, a te non te fa davvero ride De Sica, come io non riesco a convincere da te che le cose che mi fa vedere non fanno ride, ok? Secondo me le cose che mi fa vedere non fanno ride e tu fai, non è possibile, secondo me stai a fare la gimmick, non è possibile che non ti fanno ride perché sono troppo divertenti, lo fai pure te, lo fai pure te, solo che quando lo fai te va bene, quando lo fanno gli altri è inaccettabile per te. No, allora no, niente giocasta, qua si continua fino alle 3 di notte. Allora, non so. No, no, e vabbè, hai dei, spari sempre sti treni, poi uno se mi fai una shotgun fallacy qua ogni no, due no, secondi sì, e devo rispondere a 200 cose. Io poi da un certo me ne vado, prego. Anche perché, cioè, state continuando ad essere d'accordo su una cosa. Che cosa? Che non sia d'accordo. Mannaggia, Livio. Continuiamo, dai, prego. Te lui ti dirà una cosa, tu direi che non sei d'accordo perché il tuo modo di vedere è semplicemente quello che i più utilizzano e quindi di conseguenza c'è un non so che di non detto che lo rende oggettivamente, secondo Livio Marconi, così. Io ti risponderò, ma che cazzo me ne frega a me? Io voto per quello che mi piace a me, quindi se voglio dire che Mischeta mi piace di più, io non sono sommelier, io dico che Mischeta mi piace di più. Ma no, non puoi dire che Mischeta ti piace di più dei Dream Theater, perché è oggettivamente riconosciuto che i Dream Theater sono migliori. Vedi, non hai proprio capito un cazzo, cioè no. Il problema è che stiamo qua a parlare tre ore e tu non hai capito. Beh, no, devi stare attento, cioè, perché il tuo mi piace di più non è te migliore. Sì, ok, sì, oh, cazzo. Digli è migliore. È quella la discussione, è quella la discussione, che cazzo. No, è una semantica spicciola di parole. Sei tu che usi la semantica, sei tu che usi la semantica. Cioè, tu, cioè, quindi sei tu che t'aggrappi oggettivo, Maggi. Ma se io non lo utilizzo come termine, tu lo stai continuando ad usare quando l'ho tralasciato da 20 anni. No, no, sì. Stai attaccando alle parole è meglio e peggio. Perché per quanto mi riguarda, se non mi dice è meglio, per come la interpreto io, è sottointeso, anche se non me lo sta dicendo apertamente, che dopo c'è un per me. Lui non lo sta utilizzando. Beh, è sottointeso. Quindi tutto inteso. Confermi questa cosa? Se vuoi te la scrivo nero su bianco. Me la scrivi per favore. Prego, dammi un pezzo di carta. No, ce l'ho io. Scrivi. Vabbè, Dulla, Dulla, questa come al solito è una teoria del cazzo, cioè nel senso, come la vuoi? Qualsiasi cosa dice una persona, una questione è per di distribuzione. Quindi le cose italiane non vengono distribuite all'estero. Siamo nel caso specifico. Com'è che era? No, 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 scrivi, il scrivi problema questo. Problema di semantica. Qualsiasi era cosa è dica meglio. Una persona è per lui, cioè secondo lui, quindi è soggettivo. Quando utilizzi il termine è meglio, che è quello che quando utilizzi il termine è meglio, e lo metto anche in maiuscolo perché è, e lo sottolineo. Va bene. Per quanto mi riguarda, è sottinteso. Sei molto lento. Dulla, allora, secondo capito, questa teoria è la stessa cosa al contrario. Le punchline di Big Bang Theory tradotte perdono di potere. Suo. Ma la verità è che la gente se sciroppa quindi qualsiasi cosa. E quindi se tu le traduci fatte bene nella quanti cultura loro oggi? Funzioneranno. 21. Devi essere bravo. Devi essere bravo a farlo per mantenere la stessa 21. Cosa. 04. Quindi se ti dico in una discussione quello è meglio, tu fai pippa. No, io ti discuto, non ti farò cambiare idea e ti spiego perché per me non è meglio. Quindi non c'è è tutto un per me vago, no, senza no, no, una conclusione. No, è una, perché, è una scusa, fight. Come fai a farmi cambiare idea se a me mi è piaciuto di più? Ma la conclusione, non mi farei cambiare idea, a me è piaciuto di più. Ma la discussione morale. Oh, mai infatti. Il nostro pubblico infatti, deciderà infatti, chi è stato più convincente. A parte quello, ma infatti uno dei motivi per i quali per esempio no, e muoiono tutte le discussioni dopo questo obiettivo.
Ma perché qualsiasi discussione, vabbè, per me. No, e non sono d'accordo, perché infatti quando presi... No, attenzione. Infatti, American Pie è meglio di Star Wars. Ma infatti, tu mi dici, allora, c'è una discussione, tu mi dici, ma attenzione, infatti io questa è una cosa, bravo, questa è una cosa molto importante, perché mi ha fatto un bel assist, bravo. Perché infatti, secondo me, quando si tratta di Judgment Day, la gente non per cazzo, perché parli sempre dei buchi di trama? Perché il buco di trama, cioè se una cosa non torna, è oggettivo che non torni. Scritta a schermo. L'unica cosa su cui puoi discutere è una cosa che non implica il sentimento personale, l'emozione o la soggettività. La discussione, infatti, io per quello, quando ci sono i Judgment Day, tu non mi sentirai mai dire a me è piaciuto, a me non è piaciuto. Io mi baso soltanto su quella che è la trama, proprio perché e deve essere l'argomento più oggettivo possibile, l'argomento più sul quale si può aprire una discussione, sulla quale la cosa se torna, torna, se non torna, non torna. A me che tu poi mi dici a me quella saga è piaciuta, ma io che ti devo rispondere? Judgment Day, facciamo qualsiasi Judgment Day, tu parli di 3 ore dei tuoi buchi di trama e dico, beh, per me è meglio di quell'altro. È meglio di tutti. Però se tu dici per me, ma infatti tu hai risposto. Va bene, io ti dico sempre però, no, però tu mi se tu mi rispondi. Non è vero, perché se tu mi rispondi, attenzione, io ti dico, infatti, per Matrix, meglio quelli tra me e Matrix. Ma infatti dico Matrix, per me Matrix c'ha un buco di trama. Se tu mi rispondi, per me a prescindere dal modo dal buco di trama mi piace di più, io non so che risponderti. Se tu invece vai nel concreto, perfetto. Però se tu discuti il buco di trama, se tu però discuti viene se tu discuti il buco di trama, che allora sarà una live che durerà 10 minuti. Ve lo dico. Va bene. Vabbè, ma, amica, ma se tu mi rispondi no, cioè, ma io, senso, io sto dietro al discorso, per me è una merda, vabbè, per me sei un coglione, finisce lì la live, sì, ci sta, vabbè. Poi spiego, ciao Lu, non me lo quando te pare, la differenza è già ne abbiamo parlato di questa cosa, che io quando ho un'opinione ma tu sei libero di essere monosillabico, bella Luli, però no, è che questa cosa invece ammazza le discussioni. No, è vero, perché ammazza le discussioni dove c'è soggettività, di una cosa che mi piace, sentimenti, perché se tu mi dici a me non è piaciuto e io ti rispondo a me è piaciuto, quello sì che ammazza la discussione. No, io ti dico che è una merda. Va bene. Perché è una merda? Però mi ha annoiato. Va benissimo, okay. Non hai argomentato, quindi come la no? Come no? Attenzione, giudizio soggettivo, a me mi ha annoiato. È una merda, sì, l'hai detto tu prima. No, perché sì, io quando io ti dico che una cosa non mi piace, poi io passo mezz'ora a discuterne. Basta quello. No, non hai capito. Allora, tu puoi fare come ti pare. T'ha annoiato? Tu puoi fare come ti pare, Livio. Tu puoi fare come ti pare, ok? La gente deciderà se tu sei una persona intrattenente o meno, ok? Perché io posso dire, quel film è bello, sì. Ma che, oppure posso parlare un'ora del film e del motivo per cui mi è piaciuto. Sono entrambe la stessa cosa, ma non sono entrambe la stessa live. Quindi tu puoi dire, questa cosa mi ha fatto schifo perché mi ha annoiato, punto. Oppure puoi spiegare per un'ora perché ti ha annoiato e perché ti ha fatto schifo. Sono la stessa cosa, non sono la stessa live. Sei libero di decidere come gestire il tuo personaggio. Fai il cazzo che ti pare. Io, sia che mi è piaciuta una cosa, sia che non mi è piaciuta, parlo di ore di quella cosa. Vabbè, e non ho bisogno, di Livio che mi fa da spalla, capito? Cioè, io posso parlare da solo. Cioè, se tu mi metti qua a parlare di. Esatto. E vabbè, no, il fatto è questo: è che, ripeto, questa cosa, secondo me, leva interazione. Ci può stare. Dipende, ma perché è perché una carta jolly troppo forte. No, ma non è vero. Io ti dico, ma mi ha annoiato. Tu mi dici, elencami i punti. Ah, no, vabbè, ma in generale mi ha annoiato. Cioè, anche se non ci sono punti, a me mi ha annoiato. Cioè, ma questa cosa l'ha deciso te. Ma quando mai io ho detto una cosa del genere? No, io la dico adesso. È una cosa che posso ma dire. La vuoi dire solo tu? Ho capito, ma allora non è una cosa che come succede dire, in generale. La comicità di Scraps non mi piace. No, ti ho spiegato. Vedi la differenza tra me e perché te. Perché è più semplice. Io, no, vedi, tu il problema è che manco mai ascoltato. Il problema è che manco mai ascoltato. Ho parlato mezz'ora del motivo per cui non mi piace una parte della comicità. Non è vero. Non è vero. Ti ho detto che Cox, Kelso e in parte le inservienze mi fanno ridere, ok? Perché hanno una comicità brillante, una comicità smart, punchline che mi interessa e mi fa ridere. Invece JD, Turk e quel finone lì è una comicità no sense che si basa un po' sul cringe che provano di loro, che mi fa cagare. E questo perché è bella ricca. Una tipologia di comicità che secondo me è una merda, funziona per Livio, perché Livio si diverte, per me no, a me fa cagare, ok? E di conseguenza per me la comicità di Scrubs ha alcuni alti,
e alcuni bassissimi, ok? Quella di Boris invece mi piace al 90%. Vabbè, ti rendi conto che hai detto nulla cosmico? No, no, non ho cioè, detto nulla la tua cosmico. È un'argomentazione il motivo. È talmente nebulosa come, che in realtà non hai detto, è come dire, non lo so, esiste l'aria. Cioè è una cosa talmente sì, e quelli ce l'hanno un po' più brillante, mentre l'altro ce l'hanno un po' più terra terra, quindi c'ha degli alti e dei bassi. Cazzo, porca troia, che questa sigla non è io? Scusa, puntuale. No, la tua risposta, se ti è piaciuto tutto e magari non sei d'accordo su un'idea che io, allungare è un dire, brodo no, che in realtà non è vero. No, non è vero, Melia, perché ad esempio in questa parte e questa parte JD sì, esatto, fa il motivo che ti fa cagare, hai tirato una super cazzo per dire la stessa cosa di Livio, hai esattamente detto la cosa, non mi piace quella comicità, l'altra sì. Allora, se voi reputate super cazzo la spiegazione di una persona al motivo per cui ha un'idea, liberi di farlo, ma nel senso hai detto una muore, mi piace, l'altra no. muore la società, cioè nel senso noi qua possiamo stare qui a dire sì no, a parte che poi di fatto non è così perché parliamo di un'ora del nulla, quindi la verità, io cerco di impostare la discussione dal punto di vista come dici, no, come Livio, dico io, dal punto no, di Livio, vista un po' più no Livio, guarda ti dico qua dentro sicuramente sei quello che parla di meno, quindi non sei tu che cerchi di portare la discussione di che solito sono, no qua dentro nelle, noi cioè io e Maggi andiamo avanti a fare discussioni per ore, ok, per ore e non ci siamo mai posti il tuo problema del ma avete delle carte troppo forti da tirare al vostro arco. No, non ma hai quando capito. Mai tu stai cercando di trovare, vedi perché è la tua indole. No, allora, intanto stiamo parlando da tre ore soltanto io e te, quindi vabbè, stai dicendo un sacco di cazzate come al solito, tiri dei super pipponi che non portano a nulla per ritornare al punto iniziale. Stai dicendo cazzate, cioè, dicendo non so cazzate. Se ti stai rendendo conto del fatto di quante cazzate stai sparando questa sera. Tu stai dicendo che io sto dicendo che se ragionassi come state dicendo voi, che non è vero che ragionate così, no, perché così. Attenzione, attenzione, ragiono così. No, perché così. Dire che tu stai zitto nel momento in cui ti dico per me è una merda. No, questa te la sei inventata tu. Questa l'ha te detto la sei lui. E che cazzo c'entra? L'ha detto lui. Anche l'ha detto se lui. Fosse. L'ha detto lui. Anche che se uno che in chat dice questa è una merda, mi devi far finire di parlare. Mi devi far finire. Dici che l'ha detto Maggi. Mi devi far finire di parlare. Ok? Maggi ha detto prima che se uno in chat dice questa è una merda così, lui fa vabbè la tua opinione. Ma quando mai? No. Io ti ho detto se facciamo così muore tutto. Io ti ci vengo dietro. Io quello che dico è quando cioè l'oggettività per me non esiste, quando si entra a livello del gusto personale. Ma se tu discuti su cose che non sono inerenti al gusto personale, lì c'è discussione, perché effettivamente entra in gioco la logica, una cosa che non torna, e lì c'è discussione. Poi, cioè, tu puoi anche discutere sul gusto personale, ma non cambi idea e le discussioni finiscono dopo breve. Le discussioni dov'è che vanno avanti? Su cose che non tornano, cioè le discussioni qua vanno avanti allora. nei Judgment Day, su cose che non tornano di logica. Si parla quasi sempre della trama, perché è la cosa sulla quale puoi discutere di più. Non puoi discutere del gusto personale, bravo, quello te voglio dire. Bravo. E allora qual è il problema? Versus di oggi. E allora che cazzo vuoi? Maggi. Il versus di tutti oggi. Tutti versus del cibo è gusto personale. Se tutti fanno come te, a me piace più quello. A me piace più quell'altro. Tu spieghi il perché. Perché mi è piaciuto di più. Perché poi no, è questa cosa. Sì, Maggi. Ci sta. E io ti dico, Maggi, se hai dei gusti di merda. Le cose sono così. Perché poi, che cosa succede? Semplicemente allunghiamo il brodo tirando una super cazzo per dire semplicemente questo mi è piaciuto più di quell'altro. Senza no, un no, perché. Io non allungo il brodo mai. No. Io quello che dico penso che sia molto importante per far capire a te, è un caso perso, ma a chi ci guarda, il motivo per cui dico una cosa. Ok? Per me è importante quello che voi definite super cazzola. Perché una persona che dice una cosa e la butta là e la pianta là senza dare, cioè non riesce neanche a far capire alla persona cosa pensa davvero, e quindi magari a far rimodellare un pensiero che è una persona. Cioè, se tu mi spieghi bene qual è la tua idea, ok, e non mi dici soltanto sì, no, mi piace, non mi piace,
Magari la mia idea si rimodella grazie alle tue informazioni. Allora, che non succede mai, non è vero, è che non succede quando vorresti che succedesse. Che è diverso, che è diverso. Che è diverso, che è diverso. Allo zero. Io, guarda, al contrario di quello che pensi te, io sono sempre molto aperto a cambiare idea, perché te, è l'unico modo. Che voglio dire io, magari lui l'ha espresso. Io sto cercando meglio di dire che ogni tanto si può cercare di trovare qualche punto che si avvicina all'oggettività per capire se qualcosa è meglio. Non sono gusti personali, quello amplia molto le discussioni in realtà. Allora, si può fare questa cosa, ma tanto non saremo d'accordo neanche su quello, secondo me. Però, perché in realtà la discussione, cioè, quello che dice Maggi, in realtà alla fine non succede mai, perché le persone quando hanno un gusto personale istintivamente lo giustificano in qualche modo. E quindi quando tu gli dici guarda questa cosa è una merda per questo e questo, e loro ti rispondono è vero ma a me piace uguale, non succede mai, perché se io ti dico no, non è vero, io cosa, tipo, quando mi dicono Demon Slayer è una merda, io dico è vero ma a me piace. Allora, è successo un sacco di volte. Può succedere una volta su un argomento e su quell'argomento non ci sarà tanta discussione, ma tendenzialmente se io vengo da te e ti dico quell'opera che a te ti piace invece fa cagare per questo e questo, tu la risposta che farai è poi te la posso dire una cosa, non è vero che fa cagare questo motivo, esistono, non è vero quest'altra motivo te lo sei inventato, no, te, ma poi non è vero quest'altra cosa, è una cazzata, e lì parte la discussione. Ma ci possono essere pure le discussioni di gusto personale alla fine, cioè tu spieghi perché quel tuo gusto personale del fa schifo è così, quell'altro spiega perché invece no, stai a dire una cazzata, secondo me è bellissimo per motivi Y. Sono due confronti che non devono per forza portare a far cambiare idea uno dell'altro. Un terzo sta lì a giudicare, secondo lui. Cosa l'ha convinto di più? Ma infatti, certo. Fine. Vabbè, ma posso dire che... Benvenuto! Posso dire però che... Discord, su cui trovi anche il Telegram. Posso dire che il bello della discussione è anche cercare di far cambiare idea all'altro. E questa è una pretesa. Sì, ma ci questa è qua una pretesa. Non hai detto che tu ci riesca. No, però se rimaniamo sulla a me piace di più, non cambierà mai quella cosa. Quindi... Non è vero perché il tuo obiettivo deve essere a te quella cosa ti è piaciuta di più. Sì, no. Vabbè, punto. Non cambierà idea, mi è piaciuta di più. Allora, facciamo un esempio pratico, uno ti dice che pensi che Demon Slayer faccia cagare, l'altro dice che per lui è l'opera più bella del mondo. Tu non sei d'accordo e pensi che ha detto una stronzata, lui pensa che tu abbia detto una stronzata nel dire che fa cagare e che è un'opera bruttissima. C'è un confronto, lui ti spiega perché lui ritiene che quell'opera sia la più bella del mondo, tu gli spieghi perché secondo te quell'opera è la più brutta e fa cagare del mondo. L'intento non deve essere per forza fargli cambiare idea, anche e soprattutto perché in live lo stai facendo per terzi e quarti, che sono quelli della chat. Chi ha argomentato meglio? È frustrante avere due persone insieme. Bella Dullallero, grazie mille. E poi alla fine quello che devi convincere solo la chat, gli altri non possono cambiare idea. Erpiagnina. Arriva Erpiagnina. Poi e alla fine arriva Erpiagnina. Nessuno cambia mai idea quando io dico le cose. Non hai capito un cazzo. Allora, quello che sto cercando di dire è che noi non cambiamo mai idea. Quello che sto cercando di dire, porca puttana, l'hai capito bene pure te, ma devi fare il cretino, come al solito, per cercare di mistificare. Quello che sto cercando di dire io è che se ragioniamo con questa cosa, nessuno cambia idea mai. Ed è frustrante. Compreso me, perché non mi cambierai. Fammi finire di parlare. Non cambierai mai idea di una cosa che ti è piaciuta o no. Quel film l'ho visto, non mi è piaciuto. Non mi cambierai idea dicendo che retroattivamente ripenso e dico no, effettivamente mi è piaciuto. Questa cosa non succederà mai. Stesso caso, se mi è piaciuto farei mai cambiare idea. Tu retroattivamente ripensi al film e dici cazzo, avevo sbagliato. Questo è falso, che cazzo dici meglio? Perché è normalissimo che le persone abbiano una prima impressione e poi una cementificazione di un'idea. Ok? E se tu non ce l'hai, cazzi tuoi, ma tantissime persone, che so, vedono un film, dicono fighissimo. Poi ci ripensano, parlano con qualcuno e comincia a dire, cazzo, effettivamente non mi ero reso conto di quella cosa. Effettivamente sicuramente in una live la situazione... così, alla fine parti che non ti è piaciuta, alla fine dici, no, cazzo, era bellissimo. No, ma vabbè, questo succede, non è che deve essere forza bianco o nero. No, non succede niente. No, non succede niente a te. No, okay? Non succederà Come al solito decidi per gli altri. Questo è un tuo problema. Perché non è mai successo? Tu decidi per. No, vedi, non è mai successo. 600 live
non è mai successo. Tu hai cambiato idea? Dimmi un'idea. Io cambio molto spesso idea. Tipo? Ad esempio nella live con Ocelot, te gliel'ho anche detto a lui, ho cambiato idea sul concetto di influencer. Su Twitch, è un'idea importante. Ma tu non vuoi la mia risposta perché rosichi se c'è una risposta. Tu mi fai delle domande a cui speri che non ci sia risposta. Nel momento in cui comincio a rispondere, hai fallito. E non ti interessa nel più. Nel momento in cui io dico in una live, anch'io la pensavo così, ma poi ho cambiato idea. Ma che cazzo vuol dire? Noi stavamo a parlare di un prodotto. Tu hai cambiato mai idea su un prodotto quando ne abbiamo parlato in live? Hai cambiato idea? No, tu sei partito con un voto e sei finito con lo stesso identico voto. Non mi dire cazzate. Allora, a parte che in realtà, secondo me, se quando ci sono. Poi che hai cambiato idea nella tua vita, Sul tempo. La live serve per confrontarsi. Serve per confrontarsi e confrontarsi anche con il pubblico, ok? Una volta confrontatosi. La persona X immagazzina, elabora e magari cambia parzialmente idea, non cambia idea, cambia totalmente idea, dipende, ci cambiano le cose. Le persone davanti a te, anche se lo fanno, non te lo dicono che cambiano idea, ok? Nessuno o quasi nessuno sulle cose, soprattutto se si discute, ti dà la soddisfazione di dire ah ok, mi hai cambiato idea, ma poi di fatto nella testa, se una cosa effettivamente ti torna, tu la elabori e la tua idea cambia parzialmente. Poi era 8 diventa 4, una cosa da 8 può diventare 7, da 8 può diventare 9. Non è mai successo, ma abbiamo mai fatto i voti all'inizio ma alla sì, fine. Ma no, ma guarda ma che io, banalmente no, ma io sono d'accordo con te, no? Scusi, io vengo a dire, e quindi, cioè, se io non cambio idea, qual è il problema? Che è frustrante iniziare una live con una discussione, una persona che sai che alla fine non cambia idea. Ma no, per me è una tua idea sbagliata, per te è frustrante, a me mi fa un cazzo se tu cominci a avere un cambio idea, a me non mi cambia la vita. Se invece si cerca un po' già di andare nel profondo dell'opera, per dire, io mi vedo un film, vado un po' a informare su magari le tecniche cinematografiche, le cose, magari poi in live qualcuno mi spiega qualcosa, guarda, c'è stato quel piano sequenza figo, eccetera. Sono cose più pratiche. Ma se poi non cambi idea alla fine, che cosa è successo? No, è che c'è una discussione su qualcosa di oggettivo. Ma cioè, che porti? La discussione di ce l'avevo su qualsiasi cosa. Io ti ripeto, tu puoi discutere tranquillamente anche sul giudizio personale. Allora. Non cambierà idea. Vabbè, ma me va un cazzo che cambi idea. Va benissimo, è stato bello. Dibattere. Ma dibattere l'arte sul del gusto personale, ma chi sei? No, a parte che non dibatti sul gusto personale, tu dibatti sull'argomento, ok? Non vuol dire che se dibatti sull'argomento devi per forza cambiare il gusto personale di qualcuno, ma innanzitutto stai in live e quindi c'è un sacco di gente che sta ascoltando quello che dici e no, immagazzinando quello che faremo da adesso saranno dibattiti sul gusto personale. Quello che faremo da adesso, no, ma guarda, ma guarda, io sono sicuro che da domani non cambia un cazzo. Ma non è vero a prescindere perché tanto cosa. Siamo fatti perché come siamo tu, fatti e continueremo a fare le stesse cose. Fare un io parlo concettualmente. Tu fai erpiagnina e quindi hai imparato sta parola nuova, la devi utilizzare. No, perché l'ho trovata utile. Vedi qua, ho imparato. Secondo te mi sono evoluto. Secondo te dire piagnina ti fa vincere la discussione? No, erpiagnina è un modo che spero efficace per farti capire un concetto. Così magari tu cambi idea, o magari no. Non stai piangendo. Io sto facendo una constatazione. Sto dicendo che se si ragiona come ragionate voi, fa cagare. Ma perché poi in realtà non lo ragionate voi. No, invece è proprio così. Ed è proprio questo che ci fa discutere. Tu pensi, allora, Maggi ti ha detto che effettivamente non cambia idea, cazzi suoi. Esatto. Io invece ti dico che io cambio idea molto spesso e ti aggiungo un'altra cosa. Il cambiare idea è necessario per evolversi e nei giochi che faccio io tutto il tempo è un continuo avere un'idea, distruggerla per averne una migliore. Nel momento in cui non lo fai più, cappi e non migliori più, ok? Quindi proprio di lavoro io per anni ho fatto questa cosa, guardo quello che succede, analizzo quello che succede, farti cambiare idea, aggiorno la mia idea sulla cosa, guardo quello che succede, analizzo quello che succede, poi provà, ma se non succede sei tu
personalmente che pensi di non farmi cambiare idea è perché evidentemente le ma perché sono perché ti deve far cambiare idea? Io non l'ho capito, perché se c'è una discussione io devo cambiare per forza idea a prescindere. Io non devo cambiare per forza idea, ma non è neanche detto che non lo faccio. Vabbè, tu ci puoi provare, ma se non succede amen sti cazzi, cioè va bene così. Perché metti che tu stai discutendo del film di Super Mario, arriva uno che non l'ha visto, a me mi ha fatto cagare, tu spieghi perché mi ha fatto cagare, non capisci un cazzo, per me è bellissimo, io dico perché per me è bellissimo, no, non capisci un cazzo, è brutto per XXY, no, è bellissimo per Z, Omega, Lambda, quello vede, boh, che grazie, lo vado a vedere, non lo vado a vedere, chi mi ha convinto di più, no, forse è una merda, non lo vado a vedere, no, ma ha convinto quell'altro, bello, lo vado a vedere, bella. Senti, allora, discutere 40. Sul gusto personale è una cazzata. Ma allora, io sono d'accordo di base con te. No, no, attenzione. Ma puoi contraddire uno che dice non mi è piaciuto. Vabbè, ma infatti, posso dire che hai un gusto di merda? Lo posso fare? Sì, ma finisce là la discussione. Cioè, Che te posso dire? Allora, idealmente, vero, non mi è piaciuto. Idealmente sì, praticamente. Ma quasi nessuno abbozza. Guarda che io fai un gusto di io merda. Vengo, si crea comunque una guarda che io ti do ragione. Finirebbe lì. Ciccio Buffo, per me tu c'hai ragione. Infatti, il primo Judgment Day, quello su Code Geass, è nato proprio su cose su cui poter discutere, che sono la trama. La trama è una cosa su cui puoi discutere, perché effettivamente se una cosa non torna, non torna. Se non è logica, non è logica. Io quasi tutti i Judgment Day non si parla quasi mai di giudizio dal punto di vista personale. Puoi fare una postilla su quello che è il tuo giudizio personale, se l'opera ti è piaciuta o no, ma si parla della trama al minuto 24 punto... Il ragazzo che è venuto, quello lì a parlare di Hunter Hunter, è venuto col bang, ha fatto alla pagina 25.48 questa cosa non ha... perché quella gli ho dato ragione, e ho cambiato idea su delle cose di Hunter Hunter. E poi ti ripeto, effettivamente, guarda, io l'ho fatta una live col Trono, la live col Trono su Berserk, altre cose. Trono a un certo punto, spero che lui abbia cambiato idea, però alcune cose avevano senso e l'idea l'ho cambiata io. No, ma a prescindere, cioè dico che trattare la trama è la cosa che è onestamente se c'è un'illogicità non c'è giudizio personale che tenga. Sì. Poi con Trono, infatti Trono, se tu ti ricordi a live con Berserk, a un certo punto mi ha fatto, io ho fatto Trono, senti, non ci sono, c'è sta tra la live la come si chiama? La saga del Dio del Mare è una merda, fa cagare. Lui mi fa, ma che te devo fare su gusti personali? E lì mi sono reso conto che effettivamente se non ci sono buchi di trama. No, ma Peppa, io ti spiego perché mi ha fatto cagare. Lui mi spiega perché secondo lui è bella. Chi è giudica? Non c'è l'intento di farti cambiare idea. È io sono, ma poi non finisce neanche lì. Non finisce neanche lì, perché quando tu spieghi perché è bella, tu gli fai, ma dai, ma davvero ti piace sta roba? Io sono assolutamente d'accordo con te. Pensa che merda un Judgment Day dove tu gli fai, ah no, perché qua non torna, qua non torna, qua non torna. Vabbè, ma a me è piaciuto. Ok. No, no, ma ci sta. Attenzione. Però, però se tu non mi sai voglio vedere quando succede. Non... Vabbè, però dipende. Voglio vedere quando succede. Cioè, Maggi ti dice... E non gli puoi di niente, Oh, ma gli è piaciuto questo personaggio. Sì, ma in realtà ma tu stai spostando, ha già stai risolto il suo... Sto facendo esattamente quello. No, perché in quel caso non stiamo parlando di giudizio personale. Come no? No, io ti dico, c'è una cosa che non torna a livello dico, di... Sì, è vero, non torna. Vabbè, se mi dici sì, è ma... vero, però tu con Matrix non mi hai detto sì, è vero. No, con Matrix mi hai fatto non è vero, non è vero. Allora lo vedi. Ma infatti su quello a me piace, cioè il fatto di parlare di cose più concrete, a me piace. No, ma infatti, cioè se poi tu puoi anche fare live sul giudizio personale, l'intento, se tu parti con l'intento che mi fa cambiare idea, cazzo. No, no, perché allora discutine, io ti dico perché no. Secondo me è più utile scindere un po' il valore dell'opera che tu reputi essere tale al mi piace e basta. Il fatto è che se tu fai il mi piace la merda, mi piace la merda e basta, mi piace solo la merda. E, ok, potrebbe non esserci discussione, perché tu quando uno ti critica la cosa fai sì, è vero, è una merda, mi piace uguale, ok? Per carità, non si fanno i Judgment Day con una persona che dice tutto quello che mi piace a me è una merda. Quindi se mi dite che è una merda è vero, mi piace uguale. Però la verità è che l'essere umano reale non è così. Perché quando gli piace una cosa ha un motivo per cui gli piace. E quindi quel motivo lo difenderà a spada tratta sempre. Non accetterà mai che un altro gli dice guarda che questa è una merda per questo, questo e questo. E lui fa sì sì è vero, è una merda per questo, questo e questo. Mi piace uguale. Non esiste. Non con esiste. Dragon Ball lo faccio. Non esiste. No, perché pure con Dragon Ball poi quando va nello specifico tu fai no, ma questo non è una merda. Ma questo non è una merda. Ma questo quando, non è vero quando è una uno merda. Mi dice c'è questo buco, c'è questo buco, c'è questo buco. Se sei d'accordo sì, ma ce ne saranno alcuni in cui non sei d'accordo. Ad esempio, quando è venuto Zori ha detto guarda che è una merda la redenzione di Vegeta. Te sei messa a discutere. Quella non è quello non è un buco di drama. Te sei messa a discutere. No, te sei messa a discutere perché dici ma che cazzo dici? Ma non è vero che è una merda. E te sei messo a discutere perché tu la difendi, perché quello che ti piace lo difendi e lo difendi puntualmente. Vabbè, raga.
Vabbè, ci abbiamo nuove cose da aggiungere alla rubrica. Ci vediamo domani. Ci vediamo domani con le prime impressioni sulle saghe che stiamo seguendo. Quindi Villain Saga. Madonna, sono stanchissimo. Muscle e Demon Slayer. A meno che non esce in italiano il capitolo di One Punch, allora magari lo leggiamo e slittiamo a lunedì questa live. Bella. Ah, abbiamo finito tardi anche perché qualcuno è arrivato in ritardo. Abbiamo fatto inizio le top. Sì. Vale, vale. E qualcuno è arrivato in ritardo. Domani sera One Piece, domani sera One Piece. Di un'ora. Che è tanto. Ciao ragazzi. Ciao. Dagli, Roma, dagli.